Abbiamo tante di giornate particolari, ma oggi il pensiero per chi si occupa di sanità e chi si occupa di apparato digerente certamente è orientato ehm, a un organo molto particolare che è il pancreas, perché siamo abituati da sempre a considerarlo un po' l'organo dell'insulina, l'organo del diabete, l'organo che a volte ci fa digerire male e l'organo che purtroppo a volte è colpito da una malattia considerata socialmente e obbligatoriamente letale. Il titolo dell'incontro di oggi eh, invece ci riempie il cuore e riempie le nostre coscienze e riempie la nostra organizzazione di speranza, perché si chiama cronicità, con un gioco dell'acronimo Siti. Ed è bello che venga fatto all'interno di un contesto come questo che è un po' la casa dei cittadini e ci dà il senso di quello che deve essere il tema ospedale territorio, eh, cercando di essere nella nostra vita di tutti i giorni estremamente specializzata nei nostri mestieri, ma creare invece una rete che dia formazione e integrazione sui reali bisogni senza nessuna forma di ossessione nei confronti delle malattie, che è l'altra grande sfida della sanità moderna in cui siamo pieni di tecnologia. Eh, è bello anche pensare che eh, il territorio si è organizzato a livello nazionale, a livello mondiale, eh, perché ci sono tanti pazienti tanti parenti di pazienti che si sono uniti per agevolare chi inciampa in questa malattia eh, nelle loro città e oggi avremo anche la possibilità di avere un incontro tra le persone che hanno lavorato di più nelle associazioni a livello eh, italiano. È ovvio che non si può non chiamare il padrone di casa, abbiamo qui il nostro assessore Barbara Rossi a cui do felicemente la parola, grazie per essere intervenuta. Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti voi, vi porto i saluti del sindaco Gianluca Zattini e di tutta l'amministrazione comunale. Oggi per noi è un vero onore ospitarvi qui perché il vostro impegno, la vostra professionalità e il vostro lavoro sono per noi delle eccellenze per il nostro te territorio e anche per altri territori. Vi auguro pertanto un buon pomeriggio, un buon pomeriggio di lavoro. Grazie a voi tutti. Buon pomeriggio. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Eh... Anch'io do il buon pomeriggio a tutti quanti e poi do anche il buon pomeriggio a tutti quelli che si stanno collegando perché così lo ricordo anche per i presenti, eh, oggi l'idea era non solo di mh, così, eh, discutere come fanno spesso i medici di quelle che sono le problematiche inerenti alle patologie dei pazienti, in particolar modo oggi le patologie pancreatiche, ma era anche quella di dare un segnale di attenzione nei confronti della popolazione verso alcune patologie in particolar modo eh, cercare quindi di essere il più divulgativi possibili nei confronti di una patologia importante come quella del tumore del pancreas eh, di cui oggi poi è la giornata mondiale proprio contro questa patologia eh, e quindi di, 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 di richiamare l'attenzione dei cittadini a quelli che possono essere determinati eh, momenti, determinati segni, sintomi, fino ad arrivare a quello che l'azienda poi, alla fine della, della, eh, della giornata di oggi, sarà eh, così una discussione su come poi si possono migliorare i processi di cura eh, per questi pazienti. E per cui ricordo che l'evento è ripreso e trasmesso. Eh, su YouTube e quindi sarà poi successivamente trasmesso su Tele Romagna e quindi eh, è tutto diciamo in qualche modo registrato. Eh, a questo proposito dopo il padrone di casa dal punto di vista istituzionale del, del comune eh, chiede invece alla dottora Altini che è il direttore sanitario dell'azienda Osna Romagna di fare il saluto istituzionale del, eh, dell'azienda stessa dove, dove lavoriamo e che in questi anni poi soprattutto in queste problematiche si è prodigata nel, nel cercare di migliorare per il possibile il percorso dei pazienti grazie a tutti, buon pomeriggio intanto io ringrazio i tre presidenti, il dottor Falcini il dottor Fabbri, il professor Ercolani per questa iniziativa, per le energie che stanno spendendo su questo dirò tre cose velocissime la prima è che ricordo a tutti che noi tutti, quelli che lavorano in sanità lo fanno con il perché e lo scopo che sono i destinatari dei servizi, quindi i cittadini i nostri pazienti, che significa che è chiaro il perché ci muoviamo e il coinvolgimento delle associazioni eh, di, vo di volontariato, comunque l'associazione dei pazienti, eh, che nella nostra idea, quella un po' più moderna di quella del passato, eh, è quella di averli con, come coprogettazione. Dei percorsi di cura, secondo me è un passo come dire, che voi avete in qualche modo preventivato in questa giornata, che secondo me è molto lungimirante e molto, molto moderno. Ringrazio anche perché le ho avuto occasione, grazie a voi, di conoscerli i colleghi eh, che in qualche modo ci hanno un po' ispirato, grazie anche al vostro contributo. Quindi saluto il San Raffaele, i colleghi di Verona e so che c'è anche l'Humanitas. Eh, anche loro che sono privato accreditato, cioè pubblico allargato, agiscono nell'interesse del, del sistema sanitario eh, nazionale e ci hanno aiutato, oggi è una circostanza abbastanza come dire, particolare per me, ci hanno ispirato molto nel ragionamento. Aziendale, noi siamo un'aziendina da 17.000 dipendenti, 2 miliardi e 6 di bilancio anno, 5.000 km quadrati, insomma un oggetto complesso. ma ci hanno ispirato tantissimo nel ragionare come essere in grado di costruire una struttura funzionale. Devo dire che i colleghi accanto a me qui hanno avuto un ruolo chiave in questo: che fosse in grado. Di rispondere in modo efficiente e scientificamente eh, alto ai bisogni di questa patologia senza tagliare fuori nessuno, multiprofessionalmente parlando, da questa iniziativa. E quindi, ispirandoci un po' al lavoro fatto da altri, credo che a breve anche l'azienda US della Romagna, forse la prima azienda US così grande, avrà un modello organizzativo funzionale basato sulle diciamo, eh, unit di patologia e in questo caso sulla, mh, sulla pancreas unit. Credo che questo sia un passaggio eh, organizzativo molto interessante che eh, dovremo misurare con attenzione e capire se è estendibile ovviamente anche ad altri, altri contesti eh, patologici per vedere se il modello di relazione tra i professionisti porterà come speriamo ovviamente outcome e modelli organizzativi che aumenteranno le aspettative di le speranze. Quindi grazie moltissimo per il lavoro che avete fatto, un lavoro che sta dando i loro frutti avanti tutta. Lo sentiamo. Vedo il dottor Serbi, vedo la dottoressa Carrara in collegamento, sono molto contento di dare a loro la parola che poi devono andare ovviamente al lavoro, oltre ad essere degli amici, sono un esempio di multiprofessionalità e di misura di indicatore di esiti. Eh, inoltre, al di là dell'amicizia voglio spendere una parola Uh, per Silvia che a proposito anche di quello che stava dicendo ora il direttore sanitario ha sicuramente una grande energia da sempre sociale nello spirito di uh, avere un occhio nel territorio nonostante lavori in un hub così importante e soprattutto è la referente per conto dell'Associazione Italiana Studio Pancreas delle associazioni dei pazienti. Per cui uh, vi ringrazio davvero tanto di questo collegamento. Grazie a voi, a noi, per noi era importante testimoniare la, la, la nostra presenza a distanza e non fisica a differenza di altri gruppi nella, nella giornata mondiale per il tumore del pancreas anche per sottolineare l'unità e la, la, il lavoro sempre di equipi di squadra no? che, facciamo, che facciamo tutti tramite AISP e, e non solo e quindi penso che sia importante insomma, far capire anche la, ai, ai pazienti quanto la rete di medici sia chirurghi che eh, e gastroenterologi che oncologi, la dottoressa Bozzarelli qua collegata anche con noi, lavori insieme per cercare di fare il meglio per i nostri pazienti e grazie a voi anche per aver organizzato questa giornata. Bene, grazie. Ciao a tutti e buon lavoro. Non so se Silvia sì, siamo le due Silvie, la ah, okay, affianchiamo bene, al professor Zerbi, okay. così non si confonde e non sbaglia, la Silvia Pozzarelli, e effettivamente siamo qua perché siamo il gruppo multidisciplinare con gli altri colleghi che rappresentiamo qua oggi, che si occupa appunto dei pazienti con tumore del pancreas, io ti ringrazio Carlo per le belle parole perché... Lavorare con le associazioni dei pazienti è di grande soddisfazione sia per noi medici che spero anche per loro. Eh, cerchiamo di essere sempre più uniti in questa nostra battaglia contro il tumore del pancreas e credo che i risultati si stanno vedendo. Già oggi a Forlì anche avrete una serie di interventi e di lavori da sviluppare con le associazioni di pazienti molto importanti. Eh, quindi grazie anche, sì, da, da, grazie anche da parte mia. Sì. Anche io posso testimoniare il lavoro eh, nel, nel nostro gruppo e fra i gruppi anche di oncologi, diciamo nell'ambito proprio dell'Italia, del, degli oncologi che si occupano di tumore del pancreas. E siamo realmente sempre molto uniti nel, nel lavoro, non in, in contrasto. Sì. Quindi, grazie. Bene, ah, grazie a tutti e buon lavoro. Bene, grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Ah, ciao. Buonasera a tutti. E prima di iniziare visto che è la giornata mondiale del tumore del pancreas, non si può iniziare con due dati. Non è un tumore frequente, quindi non è nei primi cinque né nei maschi né nelle femmine. Questi sono dati veri della regione Emilia-Romagna perché il registro tumori della regione Emilia-Romagna copre tutto l'intero territorio. Quindi il tumore del pancreas è un tumore che ha, questa è l'incidenza nei maschi, con la mortalità ha un problema, come vedete, che la curva azzurra e la curva grigia sono molto vicine e vanno parallele. Quindi ha un'alta mortalità pur avendo una bassa incidenza. La mortalità nei maschi e l'incidenza nei maschi stimate nel futuro sembrano parallele nelle femmine nelle femmine ce l'abbiamo eccolo qua nelle femmine l'incidenza cresce anche se non è statisticamente significativa la mortalità sembra calare anche se non è statisticamente significativa dato reale della sopravvivenza è poco Senz'altro perché queste giornate sono qui, siamo qui proprio per alzare l'asticella, però quello che stiamo facendo si vede, la curva verde, con tutte le criticità del mondo, che è l'ultimo periodo, è più alta delle due precedenti. Quindi quello che si sta tentando di fare e lavorando a livello della Regione Emilia Romagna qualcosa fa vedere, seppure ovviamente... Poco ancora, ma qualcosa lo vediamo. Questi sono i maschi e queste sono le femmine, dove un pochino la sopravvivenza si è mossa verso l'alto. Allora, io chiamerei Pier Lorenzo Costa, un grandissimo medico romagnolo. Non ci crederete, ma è pensionato da tanti anni, perché sembra giovanissimo che in realtà <ride> di testa sicuramente per mandarla avanti di qua. Che ci introduce il primo relatore. Eh, buonasera a tutti, grazie dell'invito in particolare a Carlo che si ricorda eh, di me. E introdurre, introdurre Gabriele Capurso non ha nessun senso e tutte le volte lo devo fare per cui, però vi volevo dire che queste domande a cui cerca di rispondere Gabriele noi abbiamo cominciato a farcele molti anni fa e in una riunione del 13 maggio del 72 dove io purtroppo c'ero, che fu una riunione informale, buttammo le basi di, una, di quello che sarebbe diventato il Gruppo Italiano per lo studio del Pancreas. Queste parole che io avrei ho portato lì le scrisse Cavallini in occasione dell'ultimo congresso del Gruppo Italiano per lo Studio del Pancreas nel 79 a Bari, poi l'amico Giorgio Cavallini ci ha lasciato ormai da molti anni. Ma chi fu a inventarci la cosa? Fu Giovanni Fontana, la figura che vedete in mezzo, che ebbe l'idea, che insisteva con me da, da quando io ero entrato lì dentro nel 70, di questa storia del gruppo italiano per lo studio del Pancras. Ovviamente, appena lui ebbe quest'idea e la lanciò, fu subito appoggiato da due giganti della medicina, che, che, erano, eh, scusate, che erano Giuseppe Labò, che era il nostro direttore e Ludovico Antonio Scuro, che purtroppo è un grande personaggio della clinica eh, medica, purtroppo anche lui è del pancreas, morto di cancro del pancreas già eh, vari anni fa. E se voi vedete, questo è la, quello che io scrissi in occasione del 73 per le prime elezioni, vedete che eh, la BO fu nominato presidente, allora si chiamava Comitato... Coordinatore, e l'organizzatore invece era la segreteria e Giovanni Fontana ovviamente fu il primo segretario. Ma vedete quanti voti presero anche gente come Marrano? E soprattutto vi faccio notare: al numero 5 c'è Galeazzo Mattioli, figura straordinaria di chirurgo che ha lasciato una traccia indelebile nella città di Forlì. E questo fu il primo bollettino che io continuavo a scrivere eh, del, del luglio del, del 73, era il numero 0. Poi la società cambiò nome e nell'80 ci chiamavamo Associazione Italiana Studio Pancreas, invece che Gruppo Italiano per lo Studio del Pancreas, e facemmo il primo convegno a Parma. Poi cominciamo ad andare in giro per l'Europa, e ci trovavamo a Cracovia per lo European Pancreatic Club, nel giorno in cui spararono a Papa Wojtyla, che era di Cracovia. Noi ci trovavamo in una situazione indicibile, chi c'era? Una cosa incredibile, io mi iscrissi subito a Solidarnosc cioè poi dopo fui fermato dalla polizia, mi sequestrarono la macchina fotografica, cioè mi feci notare anche là in qualche modo, eccetera. Vedete che qui avevo 41 anni e mezzo di meno, ero di fianco al grande pap, eh, 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 fisiopatologo ungherese. E poi dopo il nome di Fontana l'ho legato ad un'associazione... Eh, con la quale ho fatto varie missioni all'estero finché purtroppo non mi hanno fermato motivi di salute. E alla fine ho, ho, ho fatto questa medaglia in memoria di Giovanni Fontana. Vedete il suo ritratto e al, al di dietro, al rovescio della medaglia, c'è il pancreas nella cavità addominale. Adesso ascoltiamo quello che ci dice eh, Gabriele, che non credo abbia bevuto in particolare oggi, questa mattina. Al quale però volevo dire se c'era il sindaco gli chiedevo di dare la cittadinanza onoraria perché è, è qui praticamente tutti i mesi e per cui se la merita. Grazie a tutti. Allora, grazie a dottor Costa per le belle parole e per ricordarci anche sempre da dove arriviamo, no? che è importante, e nella giornata di oggi eh, soprattutto dove vogliamo arrivare. Io in questa prima diapositiva ho messo il logo del San Raffaele, che dove, non so se dove voglio arrivare, ma è dove sono ora, ma in realtà credo che sia giusto parlare come, quindi parlerò solo con quest'altro logo, che è il nuovo logo della Società Europea di Malattie del Pancras. Che, Presiedierò per i prossimi cinque anni, perché siamo il punto qui non è dove lavoro io, dove lavora Carlo Fabbri o ognuno di noi, ma siamo in una giornata in cui stiamo parlando per i pazienti di cosa possiamo fare, di quali sono i problemi che tutti dobbiamo affrontare come comunità scientifica. E questo è lungo, non c'è bisogno di loro tutti, è il, diciamo, il press release infatti della Società Europea di Malattie del Pancreas per la giornata di oggi. Dice che l'EPC vuole essere un po' un grillo parlante perché poi un giorno l'anno è facile. Un giorno all'anno è Natale, un giorno l'anno accadono delle cose. Qui parliamo di gente che sta male 365 giorni se ci arriva l'anno, non un giorno l'anno. Quindi il problema non è che esca domani un articolo sul giornale, il problema è che dobbiamo trovare un modo di fare la differenza, di chiedere più risorse di chiedere interventi politici, qui non stiamo parlando solo di una situazione scientifica, stiamo parlando di una situazione politica e quindi mi fa piacere gli interventi che abbiamo visto fino a poco fa, diciamo, di, di tipo politico, che abbiamo bisogno di centri che abbiano un'esperienza per queste patologie e che facciano volumi e che novembre è solo un'occasione per ricordarci che tutto l'anno noi dovremmo pensare a far questo. Detto ciò, io ho un tema un po' epidemiologico, perché siamo fattori di rischio, quindi riparto dai numeri, eh, sono numeri che avete visto poco fa, no, non sono diversi, questi sono quelli in giro per il mondo. È un tumore che è entrato nella top ten come incidenza, quindi non è tra i più frequenti, ma non è nemmeno così raro adesso, il pannello di sopra, sinistra uomini, destra donne, ma invece sta in maniera prepotente salendo nella top ten di cause di morte per tumore. Attualmente è il quarto per entrambi i sessi, ma le proiezioni sono che tra poco sarà il secondo. Quindi diciamo sostanzialmente parliamo della seconda causa di morte per tumore. Nei paesi occidentali si muore o di malattie cardiovascolari o di tumore, quindi di un problema sicuramente grosso. E i piccoli miglioramenti che vediamo in Romagna ci sono anche in tutta Italia. Questi sono gli ultimi dati di tutta Italia disponibili. E questo angosciante 11% a 5 anni, cioè il tumore che purtroppo ha la sopravvivenza a 5 anni peggiore, è il miglior dato di sempre. È l'unico dato mai avuto con due cifre. Ne ha migliorato pochi anni fa: era 5%, adesso è 11%. 5% era peggio, ma 11% è ancora troppo poco. Questo perché, lo sappiamo tutti, è perché la diagnosi avviene troppo tardi, la maggior parte dei pazienti è in uno stadio avanzato di fatto non guaribile quando facciamo diagnosi, perché i sintomi e i segni sono tardivi, sono subdoli, poco specifici, non ce ne accorgiamo per tempo, perché poi il tumore risponde poco rispetto ad altri alle chemioterapie anche se abbiamo fatto passi da gigante perché non ci sono stati quei veri game changers, no? un'immunoterapia per il melanoma piuttosto che una terapia mirata per alcuni tumori del polmone, cioè grossi, grossi cambiamenti radicali non li abbiamo avuti, perché non abbiamo nemmeno a disposizione una prevenzione a livello di popolazione intesa come screening in generale, ne parleremo dopo, il dottor Pagliella ne parlerà dopo. Devo parlare dei fattori di rischio. I fattori di rischio, è chiaro, sono fattori di rischio genetici, come per tutte le malattie, ma se ne parlerà più avanti. E poi ci sono i fattori di rischio ambientali. E questi, in qualche modo, cooperano tra loro e si passa attraverso varie fasi, da un pancreas normale, attraverso delle precancerosi, fino all'adenocarcinoma del pancreas. Quando parliamo di prevenzione, dobbiamo avere a mente quindi dove vogliamo intervenire. C'è cioè, la prevenzione primaria, è quella di cui, in qualche modo, vi vorrei parlare io, cioè ridurre o rimuovere i fattori di rischio o in qualche modo quindi agire sul soggetto sano in questa fase. C'è la prevenzione secondaria che vuole fare di fatto con uno screening, una diagnosi, un trattamento precoce, quindi di fatto il paziente ha già la malattia o comunque una fase di precancerosi molto avanzata ma è ancora sintomatico, non vogliamo aspettare i sintomi, c'è la prevenzione terziaria di cui oggi non credo parleremo. Il punto di dove intervenire e quali sono i fattori di rischio eh, risiede su che cosa fa avvenire questo tumore. Questo era un lavoro su Science alcuni anni fa, in realtà che parlava di tutti i tumori umani a livello di genetica, ma che tendeva a stimare la quota di carcinogenesi per ogni tumore. La stima era che per il tumore del pancreas la quota ereditaria arriva circa al 10%, la quota di errore da replicazione è attorno al 70%. La quota puramente ambientale è 20%. Errore da replicazione vuol dire errore, quello che nell'invecchiamento avviene. Quindi questo è un tumore il cui principale fattore di rischio è l'invecchiamento. Quando noi vediamo quei numeri aumenta sempre, aumenta sempre, in realtà aumenta con una costante che è molto simile all'aumento dell'attesa di vita. Aumentando l'attesa di vita aumenta la probabilità di fare un errore nella replicazione del DNA e quindi aumenta la probabilità di tumore del pancreas e su questo non c'è moltissimo che possiamo fare, a dire il vero. La quota su cui possiamo intervenire un pochino di più sono i fattori non ereditari, da questo lato qui, ma modificabili. Su questi effettivamente a livello di prevenzione primaria si può pensare di far qualcosa. Qui li vedete messi in un grafico che dà con questo istogramma il peso di questi fattori di rischio intesi come popolazione esposta Rischio relativo e quindi rischio attribuibile, cioè il punto è che noi abbiamo dei fattori di rischio, per esempio la pancreatite cronica, che hanno un rischio relativo molto alto, fino a 5 volte di più. Cioè, se ho la pancreatite cronica, ho 4-5 volte più probabilità di sviluppare questo tumore. Ma siccome la pancreatite cronica è una malattia rara, interessa lo 0, qualcosa della popolazione, il rischio attribuibile a pancreatia cronica è meno del 3%, cioè non è lì che la vinciamo la battaglia, ci interessa di più il fumo, che ha un rischio che va dall'1,5 al 2, ma interessa un terzo un, o forse di più della popolazione italiana e quindi di fatto arriva a giustificare circa un terzo, 25-30% dei casi. Quindi il ragionamento che dobbiamo fare sui fattori di rischio è di questo tipo qui. E in realtà il ragionamento che facciamo è un po' banale, sono i consigli della nonna se volete, perché io qui adesso vi faccio vedere alcune raccomandazioni generiche del World Cancer Research Fund International, cioè le raccomandazioni sullo stile di vita per non farsi venire il tumore, qualsiasi tumore. La prima, la più importante, comunque non fumare. La seconda, mantenersi snelli e qui sopra vi riporto il rischio relativo per tumore del pancreas, 1,3 volte di più per l'obesità. La terza, mantenersi fisicamente attivi, 0,9, quindi 10% in meno di avere il tumore se ci si mantiene attivi fisicamente. La quarta, limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica e il consumo di bevande zuccherate. La quinta, diciamo mangiare tante cose eh, che contengano fibre, riduzione di rischio del 30%. La sesta, limitare il consumo di carni rosse o conservate, aumento del rischio del 20%, rischio relativo 1,2%. La settima, limitare il consumo di bevande alcoliche, che vuol dire un bicchiere di vino per le donne, due bicchieri di vino che quindi mi sono concessi, il dottor Costa, per gli uomini, altrimenti il rischio sale del 20%. E vedete, questa è invece è una grafica del Cancer Research UK, posto dove ho lavorato qualche anno a Londra, che mette insieme tutti i tumori e la quota prevenibile. E dice in questa grafica, è molto semplice vederlo, che fumo e obesità coprono il 37% del rischio di sviluppare tumore del Pancreas. Quindi, in realtà, quando parliamo di fattori di rischio per fare la prevenzione primaria, anche qui. Dobbiamo pensare che rosicchiamo un pezzettino, il 10% lo rosiccheremo magari, e ne parlerà eh, Salvatore, eh, con le sindromi genetiche, però possiamo rosicchiare un 30-40% lavorando sui fattori di rischio. Quindi ci torno un attimo e poi eh, andrò su qualcosa di un po' più nuovo come concetto. Ci sono i fattori demografici, gli uomini sono più a rischio, l'invecchiamento, il fumo, l'alcol, la dieta, in particolare la carne contro, le verdure a favore, il sovrappeso, alcuni composti chimici, il diabete, la pancreatite cronica, la peridontite, le allergie proteggono, i gruppi sanguigni, la storia familiare, alcuni farmaci hanno un blando effetto chemio preventivo. Quindi diciamo che il paziente tibio, che noi ci aspettiamo, potrebbe avere una storia familiare che è il quadro della nonna, ma oltre al quadro della nonna, in genere, questo tipo di habitus è quello che espone a maggior rischio e su cui dovremmo lavorare. Poi ci sono dei però. Perché? Quando parliamo del sovrappeso, c'è il problema di cosa avviene nella vita. Tutti abbiamo avuto il compagno di scuola magro. Che ha ingrassato male perché si è sposato, la moglie cucina bene ed è ingrassato. Abbiamo avuto il compagno di scuola che prendevamo in giro perché era quello cicciottello, che poi invece è diventato il più bello di tutti, va in palestra, fa crossfit e sta meglio di noi. Ecco questo quanto pesa per il tumore del pancreas. Se vedete questo lavoro è interessante fa vedere quattro curve: cioè uno che rimane magro, uno che. Ingrassa, uno che da magro ingrassa uno che era già cicciottello ingrassa e via dicendo. In realtà il rischio più importante la, la referenza è quello che rimane sempre magro, il magro che ingrassa in maniera moderata, tutto sommato non ha particolare rischio. Il magro che ingrassa in maniera marcata negli anni della sua vita ha un rischio di 1,36 che è lo stesso del grasso stabile. Quindi qui il punto è essere magri, rimanere magri o prendere quel pochino di peso che può accadere di prendere nel corso della vita, perché la massa muscolare va a diminuire, senza fare mai grossi sbalzi. E questo è diverso da altri tumori. Sono altri tumori in cui è il peso da adolescente a decidere il rischio di tumore. Poi c'è cioè, come si sommano queste cose. Perché per esempio un fumatore, questo qui in grigio chiaro, che ha anche il diabete. Passa da un rischio che è 1,4 volte maggiore a 2,1 volte. Quindi questi fattori di rischio tra loro si sommano, così come un fumatore che anche con un BMI sopra 25 aumenta il proprio rischio. E in questo gioco, quando noi ragioniamo avendo davanti a noi una persona, un possibile soggetto a rischio, dobbiamo sempre ricordarci che non c'è il fumo, il diabete e il sovrappeso, ma queste cose tra loro interagiscono. Tanto interagiscono che ci sono una serie di lavori, questo è appena uscito ehm, ed è eh, un lavoro fatto sulla Women Health Initiative, che è una grossa, grossa, grossa popolazione eh, seguita in maniera longitudinale negli Stati Uniti, in cui fanno un banalissimo score di rischio, BMI, fumo, tipo di dieta, alcol, quanto esercizio fisico, e creano uno score che ha un quartile migliore, cioè score migliori e poi un quartile... Peggiore, diciamo. E vedete come al migliorare il quartile il rischio, l'incidenza e quindi il rischio qui sotto va a diminuire fino ad avere nel quartile maggiore una riduzione di rischio del 30%. Quindi in realtà è vero che abbiamo dei fattori di rischio ma ribaltiamola, abbiamo anche dei comportamenti virtuosi. Quindi le donne che non sono sovrappeso, non fumano, hanno una dieta, diciamo, mediterranea di fatto, bevono alcol in quantità moderata e fanno sport almeno tre volte a settimana hanno 30% di rischio in meno. Da questo punto di vista eh, i ragionamenti ormai su quello che chiamiamo l'esposoma, cioè su quello a cui siamo esposti, non sono molto diversi da quelli che vediamo quando parliamo di genoma, di trascrittoma, quando iniziamo a vedere questi complicatissimi algoritmi o l'intelligenza artificiale. È un tumore che dipende per circa un terzo dal fumo. Poi ci sono tutti questi altri fattori di rischio in grigio o fattori protettivi, per esempio essere allergici protegge, ma questi tra loro come interagiscono e c'è qualcos'altro attorno che può fare la differenza. Tutte queste cose, queste sono delle diapositive che avevo chiesto a Nuria Malaz, è una collega epidemiologa e genetista spagnola che si occupa proprio di questo, quando vengono interrogate da questi algoritmi di intelligenza artificiale per big data, in realtà non sono separati l'uno dall'altro, ma sono strettamente connessi. Perché in qualche modo l'ipercolesterolemia, l'ipertensione, il diabete e l'obesità sappiamo tutti che clasterizzano. Se sono vicini in una principal component analysis di questo tipo è perché questa è la sindrome metabolica. La conosce anche il medico di famiglia del piccolo paese questa sindrome. E le allergie della pelle e le allergie nasali e l'asma non è un caso che clusterizzano assieme. E queste sono le persone protette in quest'angolino qui. Così come c'è un pattern di sintomi gastrici che è considerato a rischio: ulcere, helicobacter pylori, bruciore di stomaco. Cioè tutte queste cose oggi dei software di intelligenza artificiale le mettono assieme fino ad attribuire un rischio individuale di quella persona. In qualche modo viene da pensare che se sono tutte correlate tra loro, tutte queste rette le uniscono tra loro, qualcosa in comune dovranno avere, magari ci sono degli effettori comuni, dei motivi comuni che determinano questo rischio, in parte è quello che chiamiamo l'inflammosoma, cioè queste sono cose che infiammano il nostro corpo, le allergie per alcuni altri meccanismi è come se lo sfiammassero per quello che fanno. Tra i possibili effettori comuni ci si sta interrogando tanto sul ruolo del microbioma, perché se questi sono fattori di rischio, fumo, obesità, alcol e diabete e l'atopia è un fattore protettivo, e questo è il rischio attribuibile. Beh, è molto chiaro, molto chiaro che tutte queste cose cambiano il microbioma. Cioè nel fumo accade questo, nell'obesità accade questo, non entro nelle, nelle specie o ceppi specifici, ma potenzialmente questi potrebbero essere o bandierine, epifenomeni o effettori del rischio. Noi su questo stiamo lavorando. La sensazione effettivamente è che i soggetti sani. Rispetto ai soggetti con tumore del pancreas abbiano un microbioma soprattutto a livello duodenale ampiamente diverso, una differenza di abbondanza di alcune specie e alcune delle specie che vi facevo vedere prima radicalmente diverse in termini quantitativi. Quindi io qui mi fermerei, l'idea è che dobbiamo pensare se vogliamo prevenire le malattie del pancreas a tutto quello che c'è sopra e sotto, cioè probabilmente ci sono una serie di associazioni su cui dobbiamo entrare in maniera un pochino più approfondita. E poi la vignetta qui accanto è, è self-explaining, cioè non possiamo solo aspettare di trovare il tumore del pancreas ma se vogliamo tagliare almeno quel 30-40% dobbiamo fare qualcosa di un po' più serio, ho visto con piacere quello score che mi sono autofatto nel blocchetto che mi hanno distribuito oggi sulla la dieta, il lifestyle diciamo, perché quello potrebbe, dovrebbe essere parte dei questionari anamnestici che facciamo, ci aiuterebbe a capire chi è più a rischio di sviluppare questa malattia. Grazie. Grazie. Vuoi fare discussione? Domani? C'è un intervento? Ok, perfetto. C'è un intervento della dottoressa Coluccio che lavora nella gastroenterologia di Forlice-Sena e che... Peraltro ringrazio perché rispetto al tema di AISP eh, sta tenendo eh, insieme a, ai colleghi eh, del San Raffaele, insieme ai colleghi di Verona, eh, un censimento sulle attività ambulatoriali che vengono fatte a livello nazionale. Quindi è molto prezioso il materiale che riusciamo ad ottenere. Buon pomeriggio a tutti, complimenti Gabriele, ti ringrazio per essere ancora una volta qui con noi in questa giornata così importante. È bello sottolineare l'importanza che hanno i fattori predisponenti, anche in AISP ci impegniamo molto in questo con eh, tutti i nostri eventi, con tutti i nostri lavori e, ed è bello pensare come tutt'oggi le associazioni oncologiche presenti sul territorio si dedichino molto a questo tema e ne sottolineano molto l'importanza. Penso ad esempio qui in Romagna al centro Prime che è stato istituito dallo IOR, immagino dopo il dottor Miserocchi se ne parlerà. E ti chiedo, sottolineando appunto il tema principale tra i fattori predisponenti della dieta e dell'obesità, come ti comporti nella tua pratica clinica, soprattutto ambulatoriale, nel riferire questo tipo di pazienti che hanno già dei fattori di rischio magari a degli esperti, quindi a un nutrizionista? Grazie Chiara. Ok, sì, ci sono. E allora, in realtà, quando parliamo di questo, parliamo di soggetti sani a rischio, no? Il soggetto sano a rischio, in realtà, non lo vedi tanto in ambulatorio, ma eh, questo secondo me riguarda una situazione leggermente diversa. Facciamo un esempio: quando io vedo un paziente con IPMN in follow-up molto preoccupato perché ha la sua cisti, io gli spiego che le probabilità che quella cisti diventi un cancro sono. 0,8%, guardo Stefano, una meta-analisi che abbiamo pubblicato assieme 7-8 anni fa, meno dell'1% e che questo rischio lui lo può probabilmente modulare, se fuma non deve fumare, se è obeso deve cercare di dimagrire, cioè anche lì, proprio perché è un soggetto che ha già un rischio per una condizione precancerosa, possiamo intervenire, se il paziente è un fumatore non riesce a smettere, Proprio da poco, per esempio, abbiamo cercato contatto a San Raffaele, c'è cioè un ambulatorio per la dissuefazione da fumo che ha sviluppato la professoressa Veronesi, che è una chirurga toracica, a cui chiaramente interessava in maniera specifica per questo, e stiamo eh, collaborando per mandare i nostri pazienti o con pancreatite cronica, che non smettono di fumare, o a rischio di tumore del pancreas, per cercare di fare lo stesso percorso che fanno loro a livello di, eh, di polmone, perché è importante che smettano di fumare. Poi c'è il paziente con malattia del pancreas e, e lì chiaramente l'intervento nutrizionale, la pancreatite cronica o l'anoplasia o l'operato è chiave, è veramente chiave, ci sono degli ambulatori dedicati e diverse figure professionali, quindi quello certo. Sulla prevenzione è un po' più difficile perché sulla popolazione generale non riesci a raggiungere tutti tu come ospedale, veramente dovremmo andare sul territorio. Quando in ospedale vediamo però le condizioni a rischio, cioè i soggetti screening o le cisti, per esempio, o le pancreatiti, lì dovremmo essere molto cattivi. Come fa un epatologo con l'epatopatia cronica? No, tu devi smettere di bere perché se no. E noi dovremmo dire: tu devi smettere di fumare perché se no. Ci sono altre domande? Sì, una. estremo interesse e, e di chiarezza. Volevo chiedere al professor Capurso, quando ci ha presentato la Diapo con 11,1 maschi, 11,6 femmine di sopravvivenza a 5 anni, si intende sulla gamma totale delle neoplasie del pancreas non selettivamente per tipi istologici? Adenocarcinoma. Adenocarcinomaco, quindi a maggior ragione è un buon risultato. Mm, sì, sì. Grazie. Ci sono altre domande? Ringrazio peraltro molto anche tutti i medici di medicina generale che sono intervenuti perché eh, credo che sia un contributo molto prezioso quello che abbiamo tra noi oggi pomeriggio. Avremo poi in modo in discussione anche di riaffrontare alcuni temi che ha portato Chiara Coluccio rispetto al centro Prime, ad alcune iniziative della Romagna e tutto, quindi andiamo avanti. Ok, chiamiamo il prossimo relatore. Dottor Salvatore Paiella per lo screening del cancro familiare del Pancreas. Quindi, giochi in casa, visto che sono il referente degli screening dell'azienda. Cui... Okay. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Carlo, grazie, grazie professor Colani. Eh, è molto bello che mh, parli di screening per il cancro familiare proprio a Forlì. Uh, che si è legata al registro della familiarità dalla sua origine dal 2015, eh, grazie all'opera all del dottor Costa, che è stato sempre molto gentile nel finanziare attraverso la Borsa Forlivese una project manager che si dedicasse interamente a questo registro che è sponsorizzato da AISP, Associazione Italiana Studio Pancreas. Uh, per parlare di registro di persone con familiarità per carcinoma pancreatico o di registro delle famiglie a rischio di carcinoma pancreatico, devo parlare prima di eh, un po' di dati di letteratura sul motivo per il quale si fa tutto ciò. Questo è lo studio forse più importante sul, sul concetto di predisposizione genetica, uno studio della Mayo Clinic negli Stati Uniti, eh, hanno profilato 3.030 pazienti li hanno confrontati con 120.000 controlli, quindi numeri mostruosi, e, mh, è venuto fuori che l'8,4% dei soggetti con carcinoma pancreatico avevano una... Uh, Forma di predisposizione eh, genetica, eh, che questa percentuale aumentava fino quasi al 13% quando si considerava una storia ehm, eh, personale o familiare di, di carcinoma. E quelli che vedete sono un po' i geni più frequentemente mutati. Eh, ci sono ops, scusate, nomi noti come BRCA1 e 2, eh, nomi che stanno salendo alla ribalta come ATM, eh, PALB2, CDKN2A o CEC2. Eh, Questo altro nuovo articolo ehm, proveniente dagli Stati Uniti, da, da un gruppo della Florida, ehm, ha effettuato una profilazione di 2.445 pazienti con carcinoma duttale, eh, 271 avevano una predisposizione genetica sulla linea germinale e i geni di nuovo più spesso mutati erano questi. Accanto a ciò, a proposito di novità, eh, non posso non menzionare questo studio che riguarda invece propriamente il registro di soggetti con familiarità per carcinoma pancreatico, il consorzio CAPS, ehm, un consorzio internazionale, quest'anno ha un po' aperto i cassetti dei, dei loro dati, però soltanto dei gruppi statunitensi di questo consorzio hanno presentato i numeri di 1731 soggetti ad alto rischio con carcinoma pancreatico, riportando eh, un numero di 26 adono carcinomi uh, più alcune lesioni di tipo high grade dysplasia, quindi si tratta di uh, lesioni precancerose e uno può pensare così, non essendo proprio un esperto del settore, che 26 il numeratore non sia così, così, così elevato come numero. Bisogna ricordare che l'incidenza del carcinoma pancreatico in Italia è di 10 su 10-12 casi ogni 100.000 abitanti, per cui secondo me è un numero piuttosto elevato. Però magari il dottor Falcini poi mi dirà qualcosa. Di più. Um, qual è la cosa bella, forse brutta, forse bella dell'adrenocarcinoma pancreatico e della sua predisposizione genetica? Che per fortuna è condivisa con altre patologie per le quali magari esistono dei programmi di sorveglianza, e penso alle. Al colon, e, mh, e ci sono molti geni che nella pratica clinica sono ben conosciuti per altre patologie, non per la predisposizione che conferiscono allo sviluppo di un adrenocarcinoma pancreatico. Queste sono le linee guida ASCO eh, che raccomandano il test di tutti questi geni, sono 13, ai soggetti con adrenocarcinoma pancreatico. Perché Magari al paziente cambia poco in termini terapeutici, cosa parzialmente vera perché avere una instabilità dei microsatelliti o una mutazione del sistema HRD può essere favorente l'accesso a terapie personalizzate. Però d'altro canto conoscere la predisposizione genetica può aiutare per esempio i familiari di quel paziente. Un rischio che Infatti eh, è stato riportato da quel lavoro che vi dicevo prima del CAPS, l'ultimo CAPS 5, questa bellissima lettera di un genetista dice bello, avete forse um, vinto una battaglia uh, voi del CAPS ma avete un po' perso la guerra perché forse queste persone qui andrebbero tutte testate per i, uh, per le, uh, i test di multi-cancer -screening, multi screening, test in cui si può... Pensare che un soggetto sia a rischio per una predisposizione eh, oncologica trasversale, multiorgano, e quindi forse queste popolazioni qua rappresentano quelle su cui concentrare gli sforzi della ricerca. E gli autori, onestamente, ehm, concludono che effettivamente i tempi non sono forse così maturi per parlare di questo, ma è questo la, 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 il futuro del, dell'argomento. Da notare che mh, quella, il in quella coorte di 1730-31 individui venivano identificati molti altri carcinomi, alcuni dei quali che non, hanno, non avevano alcun. Una forma di, ehm, eh, alcuna possibilità di essere diagnosticati eh, in tempo perché non facevano parte di eh, linee guida sul, sull'argomento. Basta pensare per esempio al rene, ad alcuni sarcomi, ad alcuni melanomi. Soltanto i soggetti con sindrome familiare o con particolari fototipi vanno sottoposti a, a sorveglianze. Per cui probabilmente davvero questi soggetti rappresentano una risorsa. Questo perché il rischio di eh, sviluppare un carcinoma pancreatico è un po', eh, anzi è molto variabile, eh, così questo questo individuo ce la può ancora fare è il soggetto con la mutazione BRCA senza familiarità o i soggetti con la sindrome di Lynch, man mano che si scende giù il rischio decisamente aumenta, pancadita di ereditaria, soggetti con sindrome del melanoma familiare, quindi portatori del gene CDKN2A mutato P16, soggetti con la sindrome di peutz jegers questo poveraccio sta cadendo quasi eh, in mezzo ci stanno i soggetti con mutazioni di BRCA1 e 2 con familiarità o con sindrome di Lynch con familiarità, a dimostrazione che c'è una notevole eterogeneità e che non parliamo veramente di, della stessa cosa quando facciamo riferimento alle varie categorie di rischio. Questo è stato ben dimostrato da questi due articoli. Eh, questo gruppo è il gruppo della Johns Hopkins, che ha forse la più grossa casistica mondiale di soggetti con eh, predisposizione al carcinoma pancreatico. Eh, questo è un lavoro olandese multicentrico, eh, due lavori mh, piuttosto recenti. Eh, come si vede, le curve di incidenza del carcinoma pancreatico sono particolarmente diverse a seconda che i soggetti avessero solo familiarità oppure predisposizione genetica al, al carcinoma pancreatico, un po' il concetto delle mele e delle pere che ama tanto Gabriele sottolineare quando diciamo che per esempio nel registro italiano di cui vi parlerò dopo stiamo forse mettendo insieme queste due cose. Uh, il problema della, della sorveglianza è che mh, con i numeri così bassi di cui vi ho parlato prima, anche se tu avessi un test con il uh, 99% di specificità e sensibilità eh, produrresti un sacco di costi, esami e stress inutili se lo, tu lo applicassi alla popolazione generale dunque questo non è assolutamente fattibile allora qual è la presunta soluzione e da qui appunto la, lo screening per il carcinoma pancreatico la, personal, la sorveglianza personalizzata che inizia alla fine degli anni 90 inizio degli anni 2000 ehm, studi per lo più chirurgici ma anche gastroenterologici ehm, l'Italia compare nel 2015 con la costituzione del registro di cui vi parlo eh, a brevissimo ehm, abbiamo pubblicato i primi risultati nel 2019 di 187 soggetti sottoposti alla prima risonanza di sorveglianza con un tasso di incidenza di di prevalenza di lesioni um, maligne del 2.6% ed è un numero piuttosto, piuttosto elevato. Questi sono gli ultimissimi lavori. Torniamo noi nel 2020, insieme a Gabriele e al gruppo del, della task force di ISP, abbiamo un po' voluto um, dare eh, la forma di un articolo al, al registro in cui parliamo dei criteri di inclusione e di quello che facciamo nel, nel concreto. Sono nati grossi consorzi come per esempio questo che al momento contiene 3.000 soggetti in soli due anni circa di. Di, di, di esistenza. Uh, questo è l'articolo di cui vi parlavo prima, eh, molto chiaramente dice quello che noi facciamo all'interno del registro e questa è la task force a nome della quale sostanzialmente io parlo oggi. Um, composta da chirurghi, gastroenterologi, endoscopisti, abbiamo una project manager dedicata perché di lavoro ce n'è tanto. Chiunque l'Emilia Romagna è una regione virtuosa da questo punto di vista, sono, è quella con il più alto numero di centri facenti parte del registro persone particolarmente sul pezzo e, e, e però c'è tanto lavoro dietro comitati etici, CRF inserimento dati, revisione e controllo dei dati il registro prevede um, due livelli uh, in base alla tipologia di rischio intanto selezioniamo i soggetti a rischio, quelli che dobbiamo chiamare i sorvegliati speciali uh, le categorie di rischio sono quelle che vedete, quindi familiarità propriamente detta l'avere almeno Due parenti, eh, di cui uno di primo grado, ehm, pancreatite ereditaria già diagnosticata, l'essere affetti da sindrome melanoma familiare o da sindrome di poizzi jackers eh, l'avere una mutazione patogenetica, non VUS, eh, ma patogenetica di BRCA1-2 eh, o di ATM o di PALB-2 con un familiare di primo o secondo grado, o l'essere affetti da sindrome di Lynch con un familiare di primo o secondo grado. Eh, i soggetti possono entrare a partire dai 18 anni all'interno del registro, ma nessuno sogna di sottoporre un 18enne a una risonanza magnetica. Eh, C'è una fase iniziale dell'educazione al paziente, ehm, quello di cui parlava Gabriele adesso. Eh, come, come diceva Gabriele è già possibile ridurre di un 25-30% forse il rischio di cancerizzazione pancreatica agendo sui fattori di rischio. E in questa iniziale fase noi facciamo counseling nei confronti di questi individui, mentre in presenza... Del criterio dell'età, i soggetti vengono sottoposti a sorveglianza attiva. Il soggetto funziona un po' così: eh, perché immagino sia, possiate essere curiosi di saperlo. Eh, il, il soggetto contatta il centro eh, tramite il proprio medico curante, tramite mail, quelle decine di mail che riceviamo a settimana. Noi facciamo un iniziale sorta di pre-screening per capire la rolabilità del soggetto. Prescriviamo la risonanza magnetica. Eccola. RM addome superiore ehm, con colangiovirsung e risonanza per studiare il pancreas. Chi non potesse farla viene sottoposto a ecoendoscopia. In alcuni centri vengono fatte entrambe, anche per motivi di, di ricerca. Chi ha le facilities, le risorse per poterlo fare, il soggetto si sottopone all'esame e poi, insieme allo specialista, facente parte appunto del registro, di uno dei centri del registro, discute del risultato e dell'opportunità di fare ulteriori accertamenti, se mai fosse necessario, se mai anomalie venissero messe in evidenza. Questa estrazione di dati risale a un paio di mesi fa, 470 soggetti avevano già fatto un imaging basale a fronte di 647 dati all'interno del registro. Che ho fatto una piccola estrazione adesso: conta in realtà più di 740 individui e 24 centri attivi. Mi viene da dire su tutto il territorio: in realtà, non è affatto vero, c'è un buco da, dal po' in giù. Eh, o oh, da poco, poco giù del Po in giù fino a Roma e da Roma in Sicilia non abbiamo nulla, eh, non, non, non so dirvi il perché, non che il cancro pancreatico sia meno incidente in queste ragioni, forse non esistono Pancas Unit o forse bisogna sensibilizzare di più i medici di base o i colleghi specialisti a entrare a far parte del registro. Eh, L'arruolamento nel tempo è molto buono, parliamo di circa 180-200 soggetti l'anno. E sono numeri discreti, devo dire, per un registro comunque giovane e per una patologia eh, con quell'incidenza che avete visto prima. Questo è un altro grosso problema, eh, l'83% proviene dal nord, dal cosiddetto nord, eh, la, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Sono le tre regioni da cui proviene la maggior parte dei pazienti. Ci sono regioni veramente dove mh, non, non sono presenti i centri, e per cui è ragionevole pensare che i numeri così bassi siano attribuibili a, a questo. Uh, dei 470 che erano stati sottoposti già ad un imaging basale, i tre quarti erano soggetti con familiarità propriamente detta, quello di cui vi parlavo prima. Uh, la rimanente, il rimanente quarto invece aveva una forma di predisposizione genetica. E in quest'ultimo gruppo la facciamo da padroni i soggetti con la mutazione di BRCA2, seguita da CDKN2AP16 e poi da BRCA1. Andando alla ciccia, eh, alle, alle cose importanti, quelle che abbiamo trovato fin qui, eh, abbiamo trovato quattro carcinomi pancreatici prevalenti al primo round di sorveglianza, e sono stati già riportati nell'articolo del 2019, due lesioni incidenti, eh, una al primo e una al secondo round di sorveglianza un PT2N2M0 in un soggetto con pancreatite ereditaria e un PT1N0M0 in un soggetto ATM positivo. E sfido i clinici in sala a ricordare l'ultimo PT1N0M0 eh, trovato come istologico dopo aver operato un paziente con sospetto di uno carcinoma pancreatico, quindi è già un qualcosa di particolarmente raro, ancora più raro poi è trovare un panintre. Nella pratica clinica è pressoché impossibile identificare un panin train. In ecoendoscopia forse si può trovare una piccola lesione solida sospetta per essere una lesione precancerosa, ma comunque la bolli come adono carcinoma pancreatico e raggiungere una diagnosi attraverso una biopsia anche qui è pressoché impossibile. Eh, secondo alcuni studi ci sono panin train nei soggetti con familiarità per carcinoma pancreatico e anche con pancreatite ereditaria, però questo soggetto ha avuto salva la vita sarebbe diventato un adenocarcinoma pancreatico purtroppo mortale, forse nella maggior parte dei casi. Uh, abbiamo avuto un IPMN carcinoma, viene da Verona, ricordo benissimo il caso, purtroppo il paziente è sopravvissuto soltanto 18 mesi dopo l'intervento chirurgico che era stato peraltro radicale, la malattia è recidivata a livello epatico, un main duct IPMN con una displasia di basso grado, qui si può dire se sia stato un overtreatment, io direi di no, lo ritengo invece un trattamento appropriato e abbiamo identificato sei tumori neuroendocrini eh, dei quali uno soltanto è stato sottoposto a intervento chirurgico, gli altri sono tutti in, in sorveglianza, sono tutti sotto, erano tutti sotto i 20 mm. Collateralmente eh, non posso non segnalare un tumore solido pseudopapillare in una ragazza giovane che ha ricevuto una dunelocefalopancasectomia, un carcinoma della papilla di vater, PT1BN0M0, anche qui potremmo aver salvato una vita potreste pensare per caso, non lo so. Uh, purtroppo abbiamo avuto anche un carcinoma della colecisti con metastasi uh, intrepatiche che era sfuggito a due round di sorveglianza per ragioni personali anche un po' per il Covid e al, al, alla risonanza successiva aveva un carcinoma della colecisti con già dei secondarismi al fegato purtroppo. Um, le anomalie cistiche sono state tante, come era da aspettarsi e uh, è come è nella reale pratica clinica, uh, così come quelle features di pancreatite cronica, anche se abbiamo un discretamente nutrito gruppo di eh, pancreatite ereditarie, per cui anche questo dato sarà da analizzare. L'analisi di questi dati è ancora in corso. A proposito di studio ISP, dicevo un po' che forse qui mettevamo insieme le mele e le pere, eh, perché la, avere familiarità soltanto, avere una forma di predisposizione genetica non sono la stessa cosa se parliamo di rischio di sviluppare un carcinoma pancreatico. E. Um, Avevamo anche un problema: eh, soltanto il 10% dei soggetti con familiarità nel nostro registro è stato fin qui sottoposto a una qualche forma di cancelling genetico per un qualche tipo di test genetico. Nella maggior parte dei casi, soltanto BRCA1 e BRCA2. Non mi stupisco, le linee guida di cui AISPE faceva parte, io facevo parte del pannello di, di presunti esperti, eh, dicono che il cancelling genetico con test minimo di BRCA1 e 2 andrebbe fatto a chi ha. Almeno due parenti di primo grado o chi ne ha almeno tre, lasciando scoperta la, la grossa fetta più grande di soggetti con familiarità che sono coloro che hanno un parente di primo e uno di secondo grado. Papà, nonno, nonna, paterna, fratello, e nonna, paterna. Condizioni che in qualche modo possono far pensare che ci sia una predisposizione di base, però non essendoci possibilità di accedere al counseling genetico, questa gente non ha ricevuto il test genetico, per cui ancora noi non sappiamo quelli con familiarità dentro il registro, se sono soggetti che hanno familiarità propriamente detta o hanno una predisposizione genetica, quindi fino al 10-13%. Vi infatti invito a notare che dei 47 circa soggetti che erano stati sottoposti a counseling genetico, molti geni erano stati testati in base a quello che il genetista ha ritenuto fosse più opportuno fare in quel momento. Tanto è vero che il BRCA1 e il BRCA2 sono stati pressoché sempre eh, eseguiti come, come test, ma ci sono anche geni ben più, ben più rari, a seconda appunto della storia personale e familiare oncologica. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? Questa cosa non andava bene, e per dare continuum e anche un po' di concretezza al registro, abbiamo pensato che bisognasse superare questo problema. Allora, eh, perché non replicare un po' su scala nazionale e anche un po' più, più grande? Lo studio Degenerate americano, uno studio di educazione e di profilazione genetica dei soggetti a rischio di carcinoma pancreatico. Um, e abbiamo creato il PROFITA Stadi, uh, cioè vorremmo sottoporre, anzi lo faremo, a uh, un tampone buccale i soggetti con familiarità per carcinoma pancreatico, solo familiarità, un tampone come quelli del Covid, ne avremmo fatti tutti a decine, per testare 41 geni di suscettibilità, eh, suscettibilità non solo pancreatica ma multiorgano. Se leggete un attimo ci sono geni che hanno a che fare forse più con altri carcinomi che non con il carcinoma pancreatico. Eh, questo studio a nostro modo di vedere supererà quel limite di cui vi parlavo prima. Questa difficile slide è soltanto per sintetizzare il percorso che è stato fatto per generare il Profita Study, abbiamo stretto un, contato, un contratto con la ditta genomica che pro bono si è offerta di fare le analisi facendosi pagare soltanto i reagenti, soltanto i costi vivi, per cui è un, una bellissima cosa da parte di questa azienda, um, ogni centro che vorrà farà parte di questo studio, i centri facenti parte già del registro, si firmerà un... Uh, sarà necessaria l'approvazione del comitato etico locale per ogni singolo centro, una volta che poi sarà tutto pronto uh, il principal investigator del centro riceverà dei kit con i tamponi buccali, nel suo ambulatorio sottoporrà la gente al test mediante questo rapidissimo tampone di 30 secondi, metterà la, la, il tampone dentro una provetta, busta preaffrancata, il tampone viene inviato alla ditta. La ditta fa l'analisi genetica secondo quel pannello di geni di cui vi parlavo, e i dati saranno ovviamente anonimi per la ditta, ma in presenza di una mutazione eh, sia patogenetica che anche una VUS scatterà l'alert e la ditta stessa fornirà un genetista che effettuerà un counseling e che contatterà ovviamente il PI del centro che comunque riceverà i risultati del soggetto, che poi si occuperà di parlare insieme al soggetto, al paziente, ai suoi familiari del risultato del test. Tutto ciò poi verrà raccolto all'interno del registro. Ora, mh, difficile è pensare di fare tutto ciò eh, soltanto con eh, il, il, il cuore del dottor Costa, della Borsa Forlivese, perché comunque ci sono dei costi vividi tra tutto ciò al di là della passione che ci possiamo mettere eh, noi della, della task force e degli altri principali investigators. per cui è stato necessario fare una sorta di fundraising e mh, abbiamo dovuto eh, veramente eh, ricorrere, siamo dovuti ricorrere alla, alla, alle associazioni alle associazioni di cui parlava prima Carlo, la fondazione Valsecchi, la fondazione Oltre la Ricerca che peraltro è Conterranea e di, e di Rimini e Francesca Gabellini, che hanno finanziato in toto lo studio, questo ci tengo a precisarlo. Il registro non ha alcuna sovvenzione istituzionale, propriamente detta, vive grazie a, ai benefattori e, e grazie a queste associazioni di cui vi parlavo prima. Voglio segnalare anche il meraviglioso Massimo Canonica, scomparso pochi giorni fa. Un paziente affettato da un carcinoma pancreatico che ha pedalato da Torino a Venezia per raccogliere i fondi per, per noi. Il mio pensiero va a lui che è vissuto 5 anni, veramente una roccia, alla moglie e al suo figlio. So, per concludere, approfittiamo anche di questa le unicità, unicità di, questo, di questo nuovo studio Profita, per, abbiamo fatto una collaborazione con Harvard per testare un, un software che si chiama Panel Pro che usano i genetisti, eh, praticamente vengono messi dentro un, questo software che è un'implementazione del di DR, un software di statistica, alcuni dati che poi consentiranno loro di capire qual è la probabilità che un soggetto sia portatore di una, di una mutazione. Questo dà, dà prestigio al registro e potrà essere particolarmente utile nei prossimi cinque anni per i, per i genetisti. La partecipazione è chiaramente è facoltativa, mh, sarà tutto informatizzato, e web based, per cui credenziali e insomma, un, po di, un po' di sbattimento. Eh, concludo, eh, abbiamo sottomesso da poco al Comitato Etico di Verona la documentazione dello studio Profita, siamo veramente molto 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 contenti e se tutto va bene per i primi mesi del 2023 iniziamo eh, a fare i primi tamponi. Eh, messaggi da portare a casa, l'importanza della storia personale e familiare. Oncologica, basta fare una domanda in ambulatorio: per 30 secondi, 20 secondi, eh, ci si mette veramente poco e si raccolgono informazioni molto preziose. L'importanza di identificare i soggetti a rischio da sottoporre a sorveglianza in presenza dei criteri. L'importanza di identificare i parenti dei soggetti a rischio qualora ci fossero delle, delle mutazioni, si può fare veramente della chirurgia eh, profilattica e questa gente può aver davvero salvata la vita. Uh, e poi l'importanza di un test genetico standardizzato e speriamo con un nuovo studio di eh, superare il limite attualmente presente. Vi ringrazio. Grazie. Intanto chiamiamo il discussant Carlo Alberto Paciglio che lavora presso la chirurgia del professor Arcolani. Grazie mille al dottor Paiella. Eh, io trovo che ci siano due argomenti, due temi che si intersecano molto bene con la tua relazione. Il primo è, è il tema della sorveglianza delle cisti pancreatiche, perché sappiamo l'IPMN in particolare, che è la più frequente delle neoplasie cistiche, è un precursore radiologicamente identificabile potenziale di neoplasia del pancreas. E, come, cambia, come, come cambierà secondo te anche rispetto alle linee guida di Fukuoka il fatto che un paziente partecipi allo screening del cancro familiare, nel senso di un paziente magari con una cisti di due centimetri che noi normalmente guarderemmo, osserveremmo nel tempo? Il fatto che contemporaneamente sia dentro uno screening per cancro familiare ci autorizzerà ad essere più aggressivi proprio nei termini che citavi poc'anzi di chirurgia profilattica? Questa è la prima domanda. Il secondo tema è se potevi fare un breve accenno alle terapie target, a che punto siamo, penso ad esempio all'olaparib per le mutazioni BRCA. Grazie. Grazie delle, de, delle domande molto interessanti entrambe, sarò breve. Eh, la prima, eh, ho avuto l'opportunità di fare questa stessa domanda agli estensori delle linee guida nuove dell'aggiornamento eh, durante un congresso in Giappone a luglio e mi è stato risposto che non ci sono ancora numeri maturi per poter pensare che è un soggetto che... Si trova in sorveglianza per delle cisti pancreatiche, in presenza di familiarità per carcinoma pancreatico, debba essere sottoposto a un atteggiamento più aggressivo sulle indicazioni all'intervento. Pertanto, mi viene da dire che le cisti le troveremo sempre, le affidiamo a chi le sa gestire. Il dato della familiarità nelle cisti si, si suole dire che è un 3% secondo un lavoro statunitense piuttosto recente ha una mutazione germline tra i cisti e tra gli IPMN resecati non penserei di spingere sull'aggressività sull eh, in presenza di storia familiare positiva per quanto riguarda le targeted therapies eh, insomma tocchi un tasto che a me sta molto a cuore ed è veramente spiacevole che AIFA eh, abbia eh, interrotto la possibilità di agli oncologi di utilizzare l'olaparib nei soggetti con BRCA1 e 2, eh, avranno fatto i loro ragionamenti. Il fatto sta che sicuramente è sicuramente un'opportunità mancata per i, per i pazienti, perché i risultati del polo trial non sono soltanto relativi alla sopravvivenza, su cui incidono un sacco di fattori, ma ci sono molti eh, outcomes secondari che erano stati invece eh, raggiunti dall'obiettivo del polo. Eh, da segnalare l'immunoterapia, però parliamo dell'1% dei casi. Da segnalare il fatto che il più grosso studio che riguarda uh, le terapie personalizzate, quello che viene dal Know Your Tumor dagli Stati Uniti, primo nome Pishvayan pubblicato su Lancet Oncology recentemente, dice che fino a un 25% dei pazienti potrebbe avere, potrebbe avere una mutazione targettabile, parola orribile, ma sulla quale si può utilizzare un farmaco eh, target. Tuttavia, questo è soltanto nell'ambito di studi sperimentali, e l'8% di queste alla fine arriva a questi farmaci per condizioni cliniche, per ragioni logistiche, per condizioni di malattia. E magari dopo aver fatto almeno due linee di chemioterapia tradizionale. Per cui grande prudenza, ma argomento decisamente interessante. Sulla domanda che ti faceva Carlo: no? E... Um abbiamo mh, fatto uno studio caso controllo con i colleghi del registro olandese quindi il lavoro che ha fatto vedere di Casper di Overbeck diciamo quei pazienti mecciando con un propensity, con tutti i difetti di un propensi di retrospettivo le, le, il basale in termini di sesso, età e caratteristiche delle cisti di cisti che loro trovavano in quella popolazione soggetta a screening con i PMN sporadici che noi seguivamo al San Raffaele per vedere che cosa succedeva Effettivamente allora ci sono due cose. Eh, la velocità di crescita delle cisti è maggiore nella popolazione in screening, però poi il rischio di cancerizzazione overall non è maggiore, salvo nei soggetti con mutazione. Cioè tradotto, se tu hai un soggetto che è veramente mutato germline e gli compare un iPMN stai veramente molto attento perché lì il rischio è molto alto. Se sei solo basato sull'analisi familiare in media crescono più rapidamente ma almeno in questi dati, non abbiamo un rischio di cancro maggiore. A maggior ragione è veramente importante sapere se noi mettiamo in screening gente che ha la mutazione o meno, perché in teoria forse anche le cisti in futuro le sorveglieremo in maniera un pochino diversa. Aggiungo solo una cosa, concordo con te su, con, con, sull'osservazione, è molto poco probabile che in un soggetto in sorveglianza per le cisti pancreatiche abbia già fatto un test germline per qualcosa. Quindi, parliamo di una selezione molto, molto forte, dei, del, cioè, casi veramente molto ristretti sono l'esempio che hai fatto tu, però non sono assolutamente trascurabili. Un, un brevissimo commento, intanto, grazie eh, per quello che ci hai fatto vedere, eh, sono vicino. A Fabio Falcini con cui lavoriamo costantemente per quello che riguarda lo screening del tumore del colon, ad esempio da gastroenterologo. E da sempre pensiamo al termine di colonscopia di qualità, eh, che diventa molto triste anche rispetto al titolo che seguirà, perché è come se ne esistesse una che non è di qualità. Di fatto però il tema è che ci è sempre stato chiesto il retraining per avere confidenza con quello che noi vediamo. I primi lavori dello screening, peraltro meravigliosamente al femminile, Teresa Brent, al Marzia Canto, ci hanno fatto vedere dove con l'ecoendoscopia dobbiamo stare molto attenti, perché stravediamo e quindi tante volte rischiamo poi di servire un pallone, e qua ci sono dei bravi chirurghi, a degli esiti anatomopatologici di cisti da ritenzione. E quindi di fatto la cosa che dovremmo pensare attentamente, visto l'ambiente sofisticato che è il pancreas, di pensare al fatto che ci dovrebbe essere davvero un training estremamente motivato per fare certi tipi di prestazioni di screening che non sono condivisibili, come la TAC, ovviamente non parlo dello screening, o la risonanza magnetica oggi si suol dire quoto quello che hai appena detto sì sì certo. <ride> sono d'accordissimo anche perché ci vuole molto poco a fare del danno in eh, ambito appunto. di chirurgia pancreatica e quindi con Gabriele stiamo analizzando questo aspetto del, tra, del fuoco amico durante la sorveglianza e credetemi in letteratura ce n'è tantissimo di fuoco amico bene ehm, grazie grazie Salvatore quindi eh. Credo che sia molto bello eh, nei, nei mestieri che prevedono chiaramente una sapienza culturale, una sapienza nel fare. Eh, viaggiare tanto per cercare davvero di, al di là di essere esperti, di avere molta confidenza col mestiere. E non c'è cosa più bella che saper fare una cosa e sapere perfettamente quando non la si deve fare. E quindi sono molto felice di chiamare qui Stefano Crippa, che è un amico ed è una persona molto rilevante a livello internazionale sul tema della chirurgia del pancreas e sulla multidisciplinarietà in questo settore. Grazie Carlo, grazie al professore Colani anche, grazie a tutti per questo invito. Io vi parlerò da chirurgo di qualità nella chirurgia pancreatica e ho una disclosure importante da fare. Io lavoro effettivamente in un centro privilegiato, se volete, in un centro ad altissimo volume, più di 300 resezioni pancreatiche in epoca pre-Covid, abbiamo avuto il Covid, siamo un po' scesi, stiamo ritornando sopra, sopra le 300 resezioni, quindi sicuramente vi porto questa esperienza, ma nella mia carriera in realtà, dopo essermi formato chirurgicamente all'Università di Verona, centro top in Italia, in realtà mi sono fatto le ossa in due centri a volume molto basso o medio, dove sono andato a lavorare col mio direttore, il professor Falconi, di cui porto i saluti a tutti voi, e dove partendo da il nulla o da molto poco in termini di attività numerica siamo riusciti con l'attività ovviamente multidisciplinare e collegiare a creare dei centri con delle attività discrete, più di 100 resezioni all'anno. Quindi quando si parla di qualità e di attività chirurgica ho diciamo così entrambi questo tipo di, um, di background. Quindi oggi vi parlo dell'importanza, della qualità, di come provare a misurarla e soprattutto di come provare a migliorarla. Allora, la chirurgia pancreatica è una chirurgia ad alto rischio. Perché? Eh, perché abbiamo a che fare con un organo, il pancreas, eh, che purtroppo è un organo infido. In tutti i testi di chirurgia c'è ben presente questa frase, eh, qualsiasi cosa succede cercate di non avere a che fare col pancreas, tipicamente nei testi di chirurgia eh, d'urgenza. Perché? Perché è una chirurgia, questa ha elevata morbilità, quindi ha elevata incidenza complessiva di complicanze e questi sono numeri che vengono da noi, da centri ad alto, ad alto volume, da centri di riferimento. 50-60% dei pazienti che operiamo si complica, una mortalità relativamente bassa, qui metto il 5% ma su questo poi ritorno nel corso della mia relazione e inoltre c'è un aspetto. Che forse noi chirurghi consideriamo meno rilevante, ma in realtà è estremamente rilevante per i pazienti: che quello degli effetti a lungo termine della nostra attività, le complicanze a lungo termine: l'insufficienza esopancreatica, il diabete e più in generale la qualità di vita dei nostri ammalati. Come misurare la qualità? Allora, storicamente, noi chirurghi abbiamo misurato la qualità del nostro lavoro prendendo in considerazione dei singoli parametri piuttosto specifici, ve ne faccio alcuni esempi, per esempio la linfodenectomia, quindi quanti linfonodi dobbiamo asportare, quanto dobbiamo essere bravi noi come chirurghi nella nostra dissezione linfonodale, ma attenzione questo parametro, il numero di linfonodi asportati, in realtà... Non dipende solo da noi chirurghi, dipende anche da quanto bravo è il nostro anatomopatologo a cercare i linfonodi nel pezzo operatorio, a descriverli, a valutarli. Quindi vedete che un parametro che abbiamo sempre considerato come prettamente chirurgico, in realtà non lo è, dipende anche da qualcun altro. Questo nell'adenocarcinoma, nei NET, l'impatto delle complicanze. L'impatto delle complicanze perché? Perché si è visto, c'è una letteratura importante, che dimostra che le complicanze severe, le complicanze importanti, quelle che pongono non solo la vita del paziente a rischio, ma che lo costringono in un letto di ospedale per settimane, qualche volta a mesi, lo portano in terapia intensiva, lo riportano in sala operatoria, impattano sulla sopravvivenza, aumentano il rischio di avere nel cancro del pancreas una recidiva precoce di malattia che si associa normalmente a una prognosi piuttosto scarsa. E perché le complicanze fanno questo? Perché... Alle complicanze si, a, si collega un altro aspetto molto importante che è quello della chemioterapia postoperatoria. Si è visto ancora una volta che il paziente che si complica pesantemente è un paziente che ha una minore probabilità di accedere a delle cure oncologiche postoperatorie. Qualora vi acceda, vi accede in ritardo e in generale ehm, ha un rischio molto aumentato di non completare la chemioterapia, di fare una chemioterapia a spizzichi e bocconi. Io potrei andare avanti fino a domani mattina analizzando singoli parametri. In realtà, anche la nostra letteratura chirurgica ha messo negli ultimi anni in evidenza. Che eh, più che concentrarci su singoli parametri individuali, probabilmente dovremmo avere a disposizione dei, dei tool, dei, eh, dei, dei sistemi per analizzare nel complesso. Quindi, più che fare una istantanea, fare una bella panoramica. E quindi si è introdotto questo concetto dei textbook of outcome. Eh, che eh, prevedono di considerare contemporaneamente tutta una serie di parametri, quindi le complicanze gravi, il rischio di mortalità, il rischio di reintervento, la durata del ricovero e quant'altro. E questo tipo di analisi eh, ci ha portato a eh, poter effettuare delle valutazioni e dei confronti un pochino più oggettivi. Anche tra centri diversi. Qui vedete in questa slide una serie di centri: sono 23 con dei volumi di attività. Voi applicate questo textbook of outcome ai singoli centri e vedete sostanzialmente come performano, cioè sostanzialmente se il centro centra, tra virgolette, l'obiettivo oppure si discosta uh, uh, molto. E quindi questo. È un modo che eh, possiamo utilizzare anche, per esempio, su scala regionale o nazionale per farlo. Un altro concetto importante è questo, il failure to rescue. Cosa vuol dire? Vi ho detto, si complicano tanto i nostri pazienti, anche in maniera importante, noi dobbiamo essere bravi a fare che cosa? A evitare che i pazienti muoiano. E il failure to rescue fotografa esattamente questo, cioè la percentuale di decesso tra i pazienti operati con complicanze gravi. Vi mostro un unico studio, uno studio molto grosso, francese, più di 12.000 resezioni pancreatiche effettuate e quali sono i parametri che influenzano sulla capacità di ridurre la mortalità postoperatoria, il volume dell'ospedale, quindi l'esperienza che voi potete avere e poi dei parametri, secondo me, abbastanza ovvi, che rispecchiano la fragilità del paziente, l'età del nostro paziente e il grado di severità delle, delle comorbidità che possono avere. Quindi il paziente anziano, fragile, operato in un centro dove c'è bassa esperienza, ha un alto rischio di morire per complicanze postoperatorie. Come possiamo migliorare la situazione? Allora, adesso facciamo un focus su quella che è la situazione italiana. E qui vi mostro una serie di studi fatti da un mio collega, il dottor Balzano, che si è dedicato negli ultimi anni a questo. Questo è un primo studio di qualche anno fa, 12.900 interventi, non resezioni, interventi chirurgici per carcinoma del pancreas effettuati in tre anni in Italia. Che cosa emerge? Se noi classifichiamo gli ospedali italiani in base ai volumi di attività, quindi al numero di resezioni medie effettuate, vedete due dati estremamente sorprendenti. Il primo è che c'è un alto tasso. Di interventi chirurgici di tipo palliativo, quindi derivazioni eh, e non resezioni, effettuati soprattutto nei centri a volume medio-basso. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente in questi ospedali non c'è un'adeguata valutazione preoperatoria, stadiazione del paziente, probabilmente sono ospedali dove, se c'è un paziente che ha un ittero e ha le metastasi epatiche, il paziente viene portato in sala operatoria perché non c'è il gastroenterologo che è in grado di pagliare efficacemente quest'ittero in maniera non chirurgica e quindi in un centro a basso volume questa percentuale raggiunge il 60%, con una mortalità post-operatoria che supera il 10%. Quindi è una chirurgia inadeguata che comunque ha un alto rischio anche di mortalità post-operatoria. Il dato per me che sono un chirurgo ancora più sorprendente è il secondo, cioè se voi andate a valutare la percentuale di resezioni, qui parliamo di resezioni pancreatiche fatte in pazienti senza metastasi a distanza. Pazienti che hanno le metastasi, noi non lo dobbiamo operare in generale, soprattutto in prima battuta, è una controindicazione assoluta. E qui vedete che il 46% dei pazienti resecati negli ospedali a volume medio basso, non ha metastasi epatiche, quindi vuol dire che sei pazienti su 4 ce le hanno. È un intervento chirurgico non solo inadeguato, sbagliato, pericoloso per il nostro paziente. Questa è la situazione di qualche anno fa che non siamo andati più a rivedere. Adesso vi mostro dei dati più recenti, 12.600 resezioni e qui ci concentriamo unicamente sul discorso di mortalità postoperatoria. Allora in Italia la mortalità complessiva è quella che leggete, 6,2%. Poi siamo andati a vedere cosa succede nei vari ospedali. Allora ci sono 395 ospedali in Italia che hanno effettuato almeno una resezione pancreatica in questo periodo e vedete che su 395 ospedali il 77% quindi la stragrande maggioranza, ha eseguito una media di due resezioni pancreatiche all'anno, 52 ospedali una media di 15, e vedete che chi ne ha eseguite più di 100 sono quattro ospedali in tutta Italia, poi ce ne aggiungiamo altri otto che arrivano a una mediana di 90, però diciamo che sono veramente molto, molto pochi. Andiamo a vedere la mortalità. Allora la mortalità è drammaticamente correlata al volume di attività. Passiamo da un 10.6% di mortalità nei centri a basso volume, due resezioni di media all'anno, al 3% nei centri ad alto volume. Se andiamo a vedere, a fotografare la situazione dei centri piccoli, questo è quello che abbiamo trovato, delle mortalità che arrivano quasi al 20% per, certi, per certe tipologie di interventi chirurgici. Tra l'altro la pancreasectomia totale che prevede l'asportazione di tutta la ghiandola, eh, e che in linea teorica avrebbe il vantaggio di non avere un'anastomosi, che è il punto critico per noi: unire il pancreas con l'intestino, dovrebbe essere il tallone d'achille della nostra chirurgia. In realtà questo intervento. Che viene forse anche a volte eseguito proprio in maniera eccessiva con l'idea che togliendo il pancreas non ho l'anastomosi, prevengo delle complicanze gravi. In realtà è quello che ha la maggiore mortalità in assoluto, 17%. Quindi la risposta sostanzialmente è questa: centralizzare. È inutile avere una dispersione così importante dei casi, bisogna centralizzare i casi in pochi ospedali. Questa è una fotografia delle mortalità medie. Italiane a livello regionale, quindi un paziente che eh, è da me in Lombardia ha una mortalità attesa del 5%, in Veneto, dove sono più bravi, il 3%, ci sono pazienti in alcune regioni italiane eh, che hanno una mortalità attesa, se vanno eh, nell'ospedale, in un qualsiasi ospedale della loro regione, del 16%, 12%, 10%, capite che sono delle percentuali molto alte, poco, poco poco accettabili. Questo è un altro dato molto interessante. Siamo andati a fotografare quella che è la situazione specifica a seconda del numero di resezioni per anno negli ospedali che ne fanno almeno 10. Quindi vedete che anche qui, sì, la situazione in molti ospedali è buona, bandierine verdi, però abbiamo delle, delle colonne rosse che arrivano ad avere delle mortalità del 16, 20, 22, 24, 27% anche in ospedali dove insomma, si fanno 15, 20 resezioni eh, pancreatiche, 16% anche in ospedali dove se ne fanno 43. Quindi questo cut-off di 10 resezioni anno, indicato spesso e volentieri in letteratura, probabilmente un cut-off insufficiente. E comunque, e comunque, il problema non è solo un problema di volume. ma è un problema che probabilmente interessa quindi non solo l'attività di noi chirurghi, ma l'attività complessiva del centro, l'esperienza complessiva del, eh, del centro. E da qui è nata un po' l'idea di creare e di proporre dei modelli eh, di, eh, pancreas, eh, di pancreas unit. Quindi eh, noi l'abbiamo applicato sostanzialmente alla nostra regione, questa cosa, alla Lombardia. Con questo background, allora innanzitutto andare a valutare le prestazioni regionali, ogni regione dovrebbe prendere i propri ospedali e vedere com'è la situazione, no, fare una fotografia interna, andare a analizzare le prestazioni, le outcome dei singoli, eh, dei singoli ospedali e vedere un pochino eh, come eh, migliorare il, eh, il quadro. Allora, Facendo riferimento alla, alla Lombardia, su 79 ospedali sono state fatte più di 3.000 resezioni pancreatiche. Vi ho fatto vedere prima che la mortalità media in Lombardia è del 5%. Allora, anche qui in Lombardia vedete che la situazione non è che sia proprio mh, buona, perché abbiamo più di 50 ospedali, quasi 60 che ne fanno meno di 10 e solo 7 in tutta la regione che ne fanno più di 30 di resezioni. E qual è la mortalità? Eh, la mortalità comunque poco accettabile, 11% la mortalità nei centri che ne fanno pochi. Noi abbiamo invitato uno degli assessori, no, l'assessore e un presidente di una commissione sanità in San Raffaele, gli abbiamo mostrato questo dato e gli abbiamo mostrato un secondo dato: che il paziente lombardo sostanzialmente che fa la chirurgia pancreatica per il cancro del pancreas ha un rischio atteso di mortalità post-operatorio del 10%, il paziente fuori regione inferiore al 2%. Come mai? Il motivo è molto semplice, il paziente lombardo va sì nel grosso centro ma va anche nell'ospedale sotto casa, il paziente fuori regione ovviamente va nel centro di riferimento. E devo dire che l'assessore e il politico di turno su questo dato è rimasto abbastanza scottato, più che altro probabilmente per motivi elettorali. Allora si è attivato un meccanismo piuttosto impegnativo che ha portato alla ehm, costituzione a livello regionale di, eh, di, pancreas, di pancreas unit, quindi una struttura organizzativa multidisciplinare che deve avere tutta una serie di eh, caratteristiche. La prima caratteristica è questa, la multidisciplinarietà, cioè non basta avere il chirurgo Pancreatico, macio, no? superman che arriva in sala operatoria e risolve tutti i problemi. Perché voi in sala operatoria potete mettere Barnard a fare i trapianti di cuore, ma se non c'è tutta una struttura prima, una struttura intraoperatoria, soprattutto una struttura postoperatoria di supporto, Barnard il trapianto di cuore va sicuro che non lo fa o il trapianto di cuore di Barnard va a finire molto, molto male. Questo è ciò che viene richiesto dalla nostra regione a una Pancreas Unit. Quindi sì, c'è la chirurgia che deve avere dei volumi minimi di attività, ma vedete che c'è molto altro, l'oncologia, la radioterapia, la radiodiagnostica, la radiologia interventistica, tutta una serie di terapie di supporto, nutrizione, eh, presenza di figure professionali che noi abbiamo sempre un po' snobbato, la, l'MDT coordinator, l'infermiera dedicata ai pazienti con malattie pancreatiche che li accompagna prima e dopo l'intervento. Quindi, team multidisciplinare, questa è la risposta accanto diciamo così, al volume e questa è la situazione prevista dalla delibera regionale, cioè da tutti quei centri che vi abbiamo detto sostanzialmente da 79 potenziali ospedali che fanno questa chirurgia si è scesi a 10 che devono fare almeno 50 resezioni in tre anni, con una mortalità che deve essere inferiore all'8%. La regione ha detto potete. Questi dieci ospedali possono permettersi una mortalità inferiore all'8% per i prossimi tre anni, poi devono scendere al di sotto del 5, se no viene tolta la, ehm, diciamo così, eh, la convenzione con la Regione per fare chirurgia eh, pancreatica in buona sostanza. Ora, quindi, il primo passo quindi per ottenere una buona qualità è sicuramente la centralizzazione, dicevo l'approccio multidisciplinare in un centro che Inizia, ma anche in un centro come il nostro, che è diciamo, un centro navigato, è fondamentale questo aspetto, che si esprime innanzitutto con i meeting multidisciplinari, che è un momento di confronto, dove io chirurgo mi confronto alla pari con altri specialisti, anche questo è un aspetto molto importante, possiamo chiamarli meeting multidisciplinari, disease unit, però insomma il concetto è questo, il confronto. Per noi chirurghi un momento fondamentale è questo morbidity e mortality, che è una cosa che vi dico, io ho lavorato in tanti ospedali, ho lavorato anche all'estero, è una cosa che a noi chirurghi non è che piaccia fare particolarmente. Perché? Perché insomma andiamo a confrontarci con gli altri su quelli che sono stati i nostri possibili errori o comunque su quelle situazioni che in generale non sono finite tanto tanto bene. Ma anche questo è un momento di crescita estremamente importante perché ti consente di capire se e dove hai fatto un errore, confrontarti con altri specialisti, confrontarti con la letteratura e cercare di evitare di ripetere l'errore in futuro. Audit, ogni sei mesi possibilmente, ma almeno una volta all'anno e problema molto grosso, la formazione, perché bisogna avere l'esperienza per fare queste cose. Allora, se io penso a quella che è la formazione, io sono un professore universitario, che... Un nostro collega, mi rivolgo a, a, a chi fa il mio lavoro, un chirurgo. Uno specializzato di chirurgia decide di fare il chirurgo del fegato o del pancreas o HPB, come si dice in Italia. Beh, cosa gli offriamo? Gli offriamo la scuola di specializzazione e poi fondamentalmente non ci sono percorsi virtuosi, ci sono i corsi di perfezionamento, i master, le scuole, tutte queste cosine qui. Ma in pratica, se io penso alla mia esperienza, io sono diventato un chirurgo del pancreas perché sono finito a Verona. In una scuola virtuosa ho seguito un professore che mi ha permesso di imparare il mestiere, perché è stata una persona intelligente e perché si è trovato anche nelle condizioni di dovermelo fare fare, e quindi a 40 anni ho, adesso ne ho qualcuno di più, 1200 interventi chirurgici e 300 resezioni pancreatiche. E, eh, però è più frutto del caso questo, ok, che di un percorso strutturato. Chi fa i percorsi strutturati? In Europa poco. I nostri amici americani che hanno questo, le fellowship, cioè sostanzialmente, a parte che uno specializzando americano finisce la specialità con 1000-1200 interventi da primo operatore, spesso anche chirurgia molto complessa fatta, quindi un bel background, ma poi hanno la possibilità di prendere un neo specialista, rinchiuderlo in sala operatoria per un anno. E in un anno questo, questo è un diciamo sito ufficiale americano, dati certificati, quasi 300 interventi da primo operatore. Voi capite bene che in un anno 300 resezioni epatiche e pancreatiche sono, diciamo così, un training micidiale. In Italia è applicabile questo, for, questo modello? Attualmente assolutamente no. Eh, a livello ministeriale allo studio un'idea di questo tipo, ma in questo momento non esiste tutto questo, per cui torno a dire che la rete Abenspook, probabilmente come prevista dalla Regione Lombardia, oltre a essere una rete utile per la cura del paziente, può essere anche una rete che ha un significato di tipo didattico-formativo in buona sostanza. E con questo io vi ringrazio. Ovviamente chiamo il professor Cucchetti per un confronto con la bellissima lettura che hai fatto, Stefano. Grazie. Grazie, oh, Stefano. Il microfono adesso va. Eh, volevo sottolineare una cosa sui volumi e eh, sulle mortalità e ti chiedo quelle mortalità se sono aggiustate sulle caratteristiche del paziente. Il tuo direttore mi insegna che nei centri a basso volume esiste la sindrome della sala operatoria vuota, per cui ci sono bassi volumi che mettono dentro pazienti che effettivamente voi e neanche noi opereremmo. Mi permetto di dire che noi siamo, e qui Ercolani mi può confermare quello che dico: siamo un alto volume e che i nostri risultati secondo Agenas. Agenas è un sistema che valuta la qualità di una serie di procedure, nel 2018-2020 ha come mortalità aggiustata per le caratteristiche del paziente del 3,8%, quindi con orgoglio posso dire che siamo sotto a quel 6,5% che sta su tutte le Emilia Romagna. Per il resto ah, Stefano sei perfetto, cos'altro devo aggiungere? C'è un po' di pessimismo, ma cioè, noi, è una domanda così fuori denti, ma i pazienti che operiamo li riusciamo a curare o no? Quindi la mortalità e la cura ti chiedo. Allora, sulla mortalità la maggior parte dei dati che io vi ho fatto vedere dimostrano una mortalità non aggiustata. Sono dati che appunto vengono da, da Agenas, eh, per cui non, non è neanche possibile eh, avere il dato completo per fare questo tipo di analisi che, che tu eh, suggerisci. La regione Lombardia, invece, nelle analisi che ha fatto per definire le pancreas unit e il percorso, siccome ha tutta una serie di dati ovviamente extra, ha fatto la mortalità grezza e la mortalità aggiustata. Ecco, però i dati che io vi ho fatto vedere no. Sul discorso della cura, eh, sai, questo dipende molto da, eh, dalla patologia di cui stiamo parlando. Allora, cura ovviamente per alcuni tumori, secondo me sì, tumori neuroendocrini, le lesioni cistiche, spesso e volentieri lì arriviamo on time. Sul discorso del cancro del pancreas... Il discorso della cura è eh, qualcosa che quando io ho iniziato questo lavoro era diciamo così un miraggio molto lontano. Più recentemente, in realtà, grazie a questo approccio multidisciplinare, miglior chemioterapia, miglior sequenza terapeutica, miglior selezione anche dei, dei malati, soprattutto da parte di noi chirurghi, secondo me sì, ci siamo un po' arrivati, è chiaro, con una percentuale di pazienti che hanno una malattia resecabile e hanno un percorso estremamente virtuoso, per cui ancora una volta mi collego all'importanza appunto della pancreas unity intesa non solo come cura chirurgica, ma come presa in carico globale dell'ammalato anche da un punto di vista oncologico. Ecco. E su questo purtroppo i dati noi non ne abbiamo. Giorgio. No, Stefano, complimenti per la relazione, mi sei stato chiarissimo ed esaustivo in quello che ti si anche chiesto dal titolo. No, la domanda è sui text, textbook outcome, perché è una problematica che negli ultimi anni è sempre più così, un punto di riferimento per valutare gli outcome. Dei, dei vari centri ehm, e quando si guardano come, si, come performano i centri, ce ne sono alcuni che fanno pochi casi, quasi tutti al di fuori dei test, ma ce ne sono alcuni che fanno moltissimi casi, magari anche quelli 70-80% fuori, eh, fuori da quelli che dovrebbero essere l'ottimale. Io ti chiedo se nell'archeologia pancreatica, come faceva vedere prima e spiegava bene anche Gabriele, tende ad essere sempre più nel paziente anziano, per i motivi che sono stati detti, e quindi spesso con comorbidità. Quale dovrebbe essere, secondo te, una uh, percentuale più o meno uh, diciamo così, uh, attendibile in un centro di, di quelli che sono i pazienti che vengono... Eh, trattati e che hanno una, diciamo così, una probabilità di rientrare con un determinato tasso di complicanze e morbidità e quelli che invece diciamo così tra virgolette hanno una chirurgia diciamo così, un po' troppo eh, eccessiva perché noi tutti magari da chirurghi tendiamo, lasciami il termine, a volerli operare quasi tutti però invece sarebbe meglio qualche volta fermarsi ecco. Quindi qual è secondo te all'interno di, que di quella figura del grafico eh, questa... dove, sta, dove sta il virtu... questa... quelli più virtuosi? Eh? Questa, questa è una bella domanda. Tra l'altro su quello che tu dici è molto interessante anche il fatto che eh, talvolta, io vi ho fatto vedere un'illustrazione una, eh, dove c'era questo centro che era l'ultimo, che aveva un altissimo volume, questo usciva molto... Cioè la, no, no, non centrava assolutamente tutti i parametri. Ed era il centro che, paradossalmente, aveva la minor percentuale nel lavoro di fistole pancreatiche. Quindi, anche se su 8-10 diciamo, parametri probabilmente tu non ne centri 8 o 10, ma ne centri 6, fondamentalmente, e hai un alto volume, quindi sei molto bravo probabilmente nella failure to rescue e tu li riesci, tra virgolette, a recuperare. Infatti, secondo me, tra le due cose è molto più significativa la failure to rescue, devo dire, piuttosto che i singoli outcome. No? Eh, sul discorso dell'anziano o del paziente fragile, io sono totalmente d'accordo. È una problematica sempre più, eh, sempre più significativa e gli strumenti, che noi oggettivamente abbiamo di selezione dell'ammalato, secondo me sono largamente imperfetti in realtà per definire poi quello che no, ti si complica e su cui tu invece avresti scommesso che tutto andava bene, è quello che dici: questo lo opero andrà sicuramente male e va a casa dopo otto giorni. Il CACI, il Charlson, noi lo, lo, lo impieghiamo sempre in maniera sempre precrescente, e poi ti dico: c'è una. Gut feeling, una sensibilità individuale che secondo me è difficilmente oggettivabile e che ha invece un valore. Ecco. Eh, Cecilia, Binda. Stefano, grazie mille per la relazione. Mi, mi è piaciuto molto il fatto di sottolineare come in realtà sia il contesto che fa i risultati. E per questo motivo ti chiedo, eh, l'impressione che ho è che in realtà oggi si misuri la chirurgia del pancreas e si facciano ovviamente degli indicatori basati su dove abbiamo degli indicatori di qualità che al momento sono in chirurgia, non abbiamo degli indicatori di qualità in realtà del contesto. Come pensi bisogna lavorare nel prossimo futuro per avere degli adeguati indicatori di contesto? Perché il malato con, con malattia del pancreas Solo un 20% va alla chirurgia, quindi gli indicatori che tu segnali sono solo indicatori di un 20% di, malati, di, insomma, di supporto che in realtà ha il malato con il tumore del pancreas. Quindi eh, ti chiedo se hai suggerimenti a riguardo, come vedi, eh, se vedi che la Pancreas Unita in realtà un pretesto per cominciare a, eh, ad avere questi risultati di indicatori di contesto o se invece deve. Eh, è invece lo step successivo, perché ancora forse questo non è chiaro. Allora, se tu pensi a quello che io ho fatto vedere, in realtà il parametro più oggettivo su cui si basa quasi tutta la nostra letteratura è la mortalità. Perché è talmente evidente, no? O per il paziente è morto a 30 giorni, a 60 giorni, quello che è è punto fine. Però appunto questo non è l'unico parametro assolutamente. Noi abbiamo provato a valutare parametri in altri contesti, non tanto quello gastroenterologico quanto quello oncologico. Però lì è quasi impossibile riuscire a orientarsi, cioè non c'è nulla. E questo è un grosso problema. Eh, dovresti forse valutare quelle che sono le sopravvivenze dei pazienti per stadio di malattia, eh, soprattutto tu ti puoi confrontare ovviamente, magari in maniera aggiustata perché chiaramente età, comorbilità. Fanno tantissimo, però esistono delle polichemioterapie con dei risultati attesi, chiaramente sul trial clinici randomizzati, dove sappiamo benissimo che i pazienti sono, tra virgolette, perfetti, e eh, vedere se ti discosti molto sostanzialmente da quello. Ma questa è, è un'idea pur par che ne avevamo anche col dottor Reni. No? Sicuramente le pancreas unit possono essere anche il pretesto per raccogliere in maniera prospettica tutti i dati in ingresso, cioè non solo il paziente chirurgico, anzi ancora di più il paziente localmente avanzato e o metastatico e vedere cosa succede da un punto di vista endoscopico banalmente nel paziente eterico la gestione dell'ittero, gli stent nel corso del trattamento quante volte lo devi interrompere per problematiche correlate allo stent sapete che in alcune regioni italiane lo stent metallico non è rimborsato No, per noi è ovvio, penso anche no, certo, qui, certo. ma in tante regioni c'è lo stent plastico ancora, il paziente che ha le metastasi epatiche da cancro del pancreas, allora cosa devi aspettare? Che si occlude una volta, che gli viene la colangite, che si interrompe un trattamento oncologico, allora lì hai la scusa, tra virgolette, per mettergli uno stent metallico. Ma questa è una cosa allucinante, però eh, così è, e, no, e di letteratura... Non ce n'è tantissima. Adesso per lo stent sì, probabilmente, eh. però... Eh, quindi sicuramente la pancreas unit può essere anche una, un collector per produrre dati. Ti chiedo una curiosità. Eh, è ovvio che oggi parliamo di tumore del pancreas, ma eh, sappiamo che ci sono degli indicatori sul tema della chirurgia e sul tema delle, delle multidisciplinarietà e delle pancreas unit, anche sul tema della pancreatite cronica. Uh, a San Raffaele, quanti interventi per pancreatite cronica fate? Ma non uh, ti dico, non moltissimi. Sì, su, allora noi abbiamo to, tre, 300 resezioni all'anno sì? 2025. Ok. Sì, ecco, devo dirti una cosa però. Che noi abbiamo un meeting multidisciplinare per il cancro, uno per i tumori neuroendocrini, uno. Che abbiamo messo in piedi proprio Gabriele sulle esionistiche e pancreatiti croniche. Okay. Da quel confronto, e adesso è una cosa che vorremmo anche pubblicare, è nato proprio: la, la, cioè abbiamo visto che mettendoci attorno a un tavolo, noi e loro, tutta una serie, per esempio, di pazienti trattati internamente o esternamente con queste storie di pancreatite croniche di 874 stent messi un po' ovunque, e in realtà vanno a chirurgia molto più precocemente e in maniera probabilmente anche più adeguata così come que questo è un succede buon punto. il contrario capito? Ecco. questo è un buon punto perché mi stai parlando del fatto che in un centro come il vostro il 10% degli della chirurgia è per pancreatite cronica eh sì. eh. e ti dico che molti di questi pazienti hanno storie di anni di trattamenti endoscopici veramente io ho detto 800 stent non sono 800 ma c'è gente che arriva con 20 volte lo stand biliare è cambiato. Solo oggi in macchina abbiamo discusso i eh. due. No, è una risposta a quello che diceva Cecilia. L'UEG, allora, la Società Europea di Gastroenterologia, nel suo comitato Quality of Care ha destinato dei fondi che darà all'EPC l'anno prossimo. Eh, perché vuole eh, che l'EPC crei delle misure di quality of care del tumore del pancreas, che non siano i volumi chirurgici, che non siano solo i volumi o gli esiti chirurgici. Eh certo. Quindi in realtà è un lavoro che dovremmo fare nel biennio 23-24, che spero vedrà anche molti di voi interessati, è creare dei gruppi di lavoro che misurino, trovino il modo di proporre delle misure di quality of care del tumore del pancreas. Ovviamente saranno chirurgici, ma anche non chirurgici. Il problema è che per alcuni dati non avremo letteratura solida, ma qualcosa si tirerà fuori. Eh, C'è tutto il tema della nutrizione che diventa un indicatore straordinario no, per questa patologia. Grazie Stefano. Grazie a voi. Diamo la parola all'oncologo, per la curiosità. Dottor Raposelli, dell'oncologia dell'IRS di Mellola. Faccio un commento che è più da professionista che lavora in questo territorio. Gabriele, l'ultima volta che è stata a Forlì, ha detto «Ma noi abbiamo guardato le breast unit e stiamo cercando di copiare». In realtà, per creare la breast unit ci abbiamo messo vent'anni oh, <ride> per avere la delibera. Mi sembra che con la vostra guida stiamo correndo molto più velocemente, visto che è ieri <ride> che la nostra direzione ha detto che eh, crea la pancreatic unit, quindi non solo un hub and spoke, perché l'hub and spoke è Forse un po' meno, ma una pancreatic unit della Romagna che credo che sia la risposta giusta a 360 gradi, quindi non solo chirurgica, per affrontare questo problema qua. E, e, L'altro commento è la proposta di partecipare a un progetto di ricerca con eh, il prelievo buccale con la genetica. Noi sono 4-5 anni per la mammella partecipiamo a un progetto internazionale con coordinamento Francia eh, col prelievo della saliva per provare a fare uno screening più personalizzato delle donne della mammella in realtà in questi anni sul nostro territorio la, la crescita dell'IRST ha fatto in modo che possiamo fare i pannelli genetici direttamente in Romagna e abbiamo anche una rete di genetisti oncologi diffusi per tutto il territorio. Quindi siamo cambiati molto, anche perché io che l'ho provato e lo sto provando, il prelievo e l'integrazione europea per mandare la provetta, avere le risposte, non è così facile e semplice. Mi vengono in mente, vedendo la dottoressa Montella e il dottor Frassinetti dell'IRST, che eh, la parte di ricerca su questi argomenti, anche sulla Pancreas, può benissimo essere sviluppata in territorio perché abbiamo tutte le possibilità di poter fare in loco quello. Invece di delegarlo a qualche azienda o a qualche altra ehm, situazione. E questo, secondo me, è un valore sicuramente aggiunto. E l'altro valore aggiunto sono le associazioni di volontariato: perché il problema è che eh, o facciamo progetti di ricerca, o se no, i pannelli genetici non vengono rimborsati. Noi lavoriamo nel pubblico e abbiamo il problema che Sulla genetica stiamo correndo, ma sulla parte amministrativa, gestionale, ministeriale e regionale siamo lentissimi. Quindi le associazioni sono fondamentali per aiutarci a far sì che la parte amministrativa ci venga dietro, perché sennò veramente non riusciamo a, a dare, come hai detto tu prima, le cose giuste alle persone nel momento giusto per fare una diagnosi e una terapia adeguata. Il oncologo. Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora io cercherò di, di rispondere alla domanda se il tumore del pancreas oggi può essere considerato una malattia cronica e che cosa poi questo comporta. Allora, sappiamo tutti, sarà già stato detto più volte che il tumore del pancreas è, è in aumento come incidenza e quindi è in aumento anche come causa di morte. È la settima causa di morte per neoplasia a livello mondiale la quarta nei paesi occidentali, Italia compresa. Se pensiamo a quella che è adesso la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti affetti da tumore del pancreas che è dell'11%, così di impatto magari verrebbe difficile pensare a un discorso di, di cronicità. Però la prima distinzione è sicuramente quella che questo 11% però è frutto della, della, della media, del valore medio di tutti i pazienti indipendentemente dallo stadio di malattia. Chiaramente la sopravvivenza cambia radicalmente se parliamo di una malattia metastatica o di una malattia locoregionale. E poi diciamo, questo aumento di incidenza con anche i miglioramenti diciamo, terapeutici porta a un aumento della prevalenza, cioè delle persone che oggigiorno vivono con una pregressa diagnosi di tumore del pancreas, che sia diciamo, una malattia attiva o guarita. In Italia oggi abbiamo più di 20.000 persone. Con una perversa diagnosi di tumore del Pancreas. Quindi, cercando di essere un po' più precisi su quello che prendi di tutto una malattia cronica, per i CDC americani la malattia cronica è una condizione morbosa con una durata di almeno un anno che richiede una continua cura medica e può limitare l'attività della vita quotidiana. Per il National Cancer Institute, invece, la, la, è una malattia che dura almeno tre mesi e può peggiorare nel corso del tempo. Quindi sono due, due definizioni che forse ci, ci avvicinano a contestualizzare anche il tumore del pancreas. Eh, infatti, la sopravvivenza che diciamo prima dell'11% a 5 anni è frutto di, di, un, di, un continuo, di un continuo miglioramento, cioè è una sopravvivenza già incrementata rispetto a qualche anno fa e destinata a, a migliorare ulteriormente. Principalmente per l'evoluzione dei de trattamenti, oserei dire sono di parte, ma per l'evoluzione dei trattamenti, de trattamenti medici. Fino a, a qualche anno fa, eh, non parliamo del, della preistoria, parliamo di 10-15 anni fa, avevamo soltanto la, la gencitabina. Pazienti trattati con la gemcitabina per malattia metastatica avevano una mediana di sopravvivenza inferiore a 6 mesi. Oggi questi valori sono anche più che raddoppiati grazie ai nuovi schemi terapeutici di combinazione come il Folfirinox, Gemcitabina, Nampaclitaxel e PaxG. Anzi, i valori che vediamo degli studi clinici sono probabilmente anche sottostimati rispetto a quello che poi vediamo nella, nella pratica clinica. Quindi diciamo, queste sopravvivenze sicuramente ci permettono di considerare la patologia il tumore del pancreas come una malattia cronica. E ulteriori, diciamo, ulteriori progressi sono sempre, eh, sempre all'ordine del giorno, come ad esempio terapie di mantenimento come l'olapagib per una nicchia di pazienti, quelli con una mutazione germinale del BRCA, oppure la prospettiva di, nuove, di nuovi trattamenti a bersaglio molecolare, ad esempio gli inibitori di K-RAS che sono in via, in via di sviluppo. Quindi, quella sopravvivenza mediana eh, quella sopravvivenza media a 5 anni dell'11% è sicuramente destinata ad aumentare. Rafforzando quindi il ruolo della, della, del pancreas come malattia cronica. Questo non soltanto nella malattia avanzata, ma anche nella malattia resecabile, dove il rischio di, di recidiva, che era più che il rischio di una quasi forse certezza, fino a qualche anno fa, dove avevamo appunto anche qui soltanto la gencitabina da offrire come trattamento adiuvante, cioè per prevenire o ridurre il rischio di recidiva. Adesso abbiamo a disposizione il Folfilinox, comunque terapie di combinazione che hanno portato la sopravvivenza mediana dopo intervento ben oltre i quattro anni, quasi cinque, e l'intervallo libero da malattia che, che sfiora i due anni. Quindi anche qui, con un allungamento della storia naturale della malattia e quindi la definizione di cronicità, direi che calza bene. Queste sopravvivenze verosimilmente saranno destinate, anche quelle della malattia operabile, destinate a, a migliorare, perché stiamo passando dal concetto di chirurgia e poi chemioterapia adiuvante che si porta dietro tutta una serie di problemi tra cui il principale è quello di, di rischiare, facendo un intervento a fronte in prima intenzione, di, 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 di non tener conto delle, delle possibili micrometastasi che sono un evento molto, molto frequente e quindi so, sono quelle che poi determinano la, la, recidiva, la recidiva precoce. In effetti lo spostamento della terapia nel setting preoperatorio ha dimostrato di poter incrementare ulteriormente queste sopravvivenze, ancora non sappiamo qual è lo schema diciamo, migliore. Questo, ci sono studi anche in corso anche da noi che cercano di rispondere a questa domanda su quale sia lo schema migliore nel, nel preoperatorio. Comunque, fondamentalmente utilizziamo, abbiamo traslato gli stessi schemi della malattia metastatica. Comunque tutte le linee guida ormai consigliano di considerare quantomeno la terapia prima dell'intervento. Chiaramente parlando di, parlando di malattia cronica, lo sappiamo bene da altre patologie non, non tumorali, c'è tutta una serie di sfide che, 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 ci, si, che ci si pongono avanti, È tanto più una malattia complessa come il tumore del pancreas. Abbiamo la cura dei sintomi che fatalmente possono diciamo, interessare il paziente per un periodo più lungo o è legato alla malattia all'esordio, o è legato alla progressione. Abbiamo il discorso di tossicità, abbiamo trattamenti sempre più impegnativi e sempre più prolungati, quindi con possibili tossicità più marcate e eh, anche di, anche di, di nuovo riscontro con i nuovi farmaci. E abbiamo un problema anche di, di, di costi, dobbiamo, dobbiamo parlarne da un punto di vista come dire, sociale, costi legati ai trattamenti, costi legati alle tossicità. Per quanto riguarda i sintomi, è chiaro che il, pancreso, il tumore del pancreas è una malattia in cui i sintomi hanno una, una, una parte importante. Possono essere il dolore, l'astenia, la mancanza d'appetito. Eh, diciamo che da questo punto di vista probabilmente una maggiore attenzione nei, 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 nei prossimi studi, anche ehm, per, per indagare diciamo, le, 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 la qualità di vita, è sicuramente, è sicuramente richiesta. Però quello che abbiamo... Diciamo, Imparato, che stiamo imparando, è che mentre nell'andamento delle malattie croniche, fino a qualche anno fa eravamo abituati a pensare alla patologia neoplastica, come nel, nel grafico a sinistra, come una patologia con un, un rapido declino delle condizioni del paziente, al contrario di altre malattie come le, le, le insufficienze d'organo, pensiamo all'insufficienza renale o allo scompenso cardiaco, dove c'era un lungo periodo di cronicità con alti e bassi legati a, alle reacutizzazioni, questo modello adesso possiamo cominciarlo a prendere in esame anche per, per la malattia neoplastica e, e per il tumore del Parkinson, cioè una, una storia lunga fatta di alti e bassi, vuoi per peggioramento legato a progressione di malattia o tossicità da farmaci, vuoi per miglioramento clinico legato a trattamenti efficaci. Questo appunto nell'ambito di, di una storia che si fa via via più, più lunga e complessa. Questo era un caso riportato da, da un lavoro, non, non ci stiamo a sottolineare sui trattamenti che aveva fatto, però si, si vede bene, o quantomeno si dovrebbe vedere, che c'è una lunga storia di trattamenti, interventi, eh, chemioterapie di, di vario tipo, e quindi anche con un andamento clinico diciamo, molto, molto eterogeneo. Eh, I sintomi sono importanti anche perché sono un fattore prognostico, cioè una malattia più sintomatica all'esordio si lega a una, a, una a una sopravvivenza minore e quindi il primo farmaco approvato nella malattia metastatica, la, la gencitabina, è stata approvata sulla base di, di un beneficio non soltanto in termini di aumento di sopravvivenza, ma anche di, di riduzione dei sintomi del paziente, quindi di, di beneficio clinico vero e proprio. E questo che, che impatta quindi favorevolmente sulla qualità di vita è vero anche per terapie più complesse, come il Folfinox, più tossiche, ma in cui diciamo, l'effetto benefico sui sintomi legati alla malattia di fatto migliora la qualità di vita. E chiaramente il beneficio clinico della, della terapia significa anche che, purtroppo, anche le terapie più efficaci non funzionano sempre, e quindi nel caso di terapie inefficaci si può avere. Diciamo un, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, tale da, da impedire trattamenti successivi. Fatti, 100 pazienti che ricevono una terapia di prima linea, più o meno la metà riceverà una terapia di seconda linea. Questo, diciamo, ha ulteriore conferma di quanto lo stato clinico del paziente è fondamentale. Sintomi legati alla malattia, ma dicevo anche tossicità. Non, non mi chiedo di, di leggere quello che c'è scritto nelle tabelle, però. Sono terapie di combinazione, le nuove terapie, quelle che ho citato prima, a confronto con la, con la vecchia gencitabina, aumentano la complessità del trattamento, aumentano l'efficacia, ma aumentano anche le, le tossicità. Questa è una cosa di cui dobbiamo tener conto anche nel trattamento adiuvante, dove il paziente potenzialmente guarito potrebbe dover, dover a che fare con tossicità, come ad esempio la, la neuropatia doxaliplatino, potenzialmente invalidanti e non sempre reversibili, quindi l'aspetto delle, delle tossicità dei nuovi trattamenti è una cosa di cui dobbiamo tener conto, sintomi della malattia e tossicità quindi ci riportano al discorso della, della qualità di vita, una cosa a cui stiamo cominciando a fare più attenzione. Per dire l'olapagib citato, ne, ne, citato prima, nello studio dell'olapagib si sottolineava come diciamo, a fronte di un trattamento efficace, appunto confrontato col placebo che era il controllo, non c'è un peggioramento della qualità di vita dovuta agli effetti collaterali, ma anzi, diciamo, la qualità di vita è mantenuta più a lungo, proprio di nuovo a ribadire quanto la qualità di vita possa essere eh, condizionata da, 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 dai sintomi legati a, alla malattia più che ai trattamenti in alcuni casi. Qualità di vita misurata attraverso i pre-centroporto ed DATCAM. Eh, questo è per dire che gli studi che analizzano la qualità di vita analizzano. Ci sono centinaia forse di, di metodi diversi, di questionari per i pazienti per analizzare questo tipo di problematica, che riguardano un po' tutte le sfaccettature, sia condizioni fisiche, sia condizione psicologica e sia anche le, della sfera sociale. Nonostante questa miriade di strumenti, forse siamo ancora un pochino disattenti a questo aspetto nei nostri studi. Questo, questa revisione di quasi 400 trial clinici sul tumore del Pancast degli, degli ultimi 25 anni evidenziava che poco più del 10% degli studi approfondiva questi, questi aspetti, questa è una cosa che andrà sicuramente migliorata. Eh, se parliamo di qualità di vita non possiamo non parlare del, del trattamento palliativo e soprattutto del trattamento palliativo precoce, perché noi eravamo abituati al retaggio culturale che avevamo fino a qualche anno fa per cui le cure palliative fossero le cure del, del, del fine vita. Invece la cura palliativa non è, non è soltanto questo, è, è soprattutto un sostegno per, per, per il paziente e aggiungere anche, anche per l'oncologo, che dal mio punto di vista, ma ci sono studi che lo dimostrano, deve partire dall'inizio della storia, della storia naturale. Ci sono tanti studi che lo dimostrano, questo è uno studio del, del nostro centro che, che dimostra come la qualità di vita è, è, è più conservata e migliore se l'approccio palliativo, quindi delle terapie di supporto, parte dal momento della, della presa in carico oncologica, quindi da un early palliative care, piuttosto che iniziare on demand, cioè quando si manifestano i sintomi che poi, che poi lo richiedono. Questo ci porta, sottolinea ancora una volta l'importanza dell'approccio multidisciplinare, perché nell'approccio multidisciplinare abbiamo il chirurgo, l'oncologo, il gastroenterologo, ma abbiamo anche tutta una serie di figure, il palliativista, nutrizionista, terapia del dolore, il diabetologo, che ci aiutano nella, nella gestione proprio della terapia di supporto di questa malattia. Da ultimo i costi, non mi, non mi piace parlarne però dobbiamo in una logica di, di malattia cronica e quindi del suo possibile impatto, impatto sociale. Se aumenta, come vero che aumenta l'incidenza e anche la prevalenza di questa patologia, aumentano anche i costi. I costi sono, possono essere diretti. Legati alle procedure, pensiamo alle procedure chirurgiche sempre più complesse e anche più, più numerose, pensiamo al costo delle terapie che facciamo, al costo derivante dalla tossicità dei trattamenti, ad esempio da, da un'ospedalizzazione. È chiaro che finché l'aumento dei costi è legato a un miglioramento della sopravvivenza, ben venga. In conclusione, abbiamo. Possiamo sicuramente parlare dal mio punto di vista di una malattia cronica, per quanto ho detto finora. La malattia cronica dobbiamo tener conto di, di vari aspetti, dei sintomi legati alla malattia, del tipo di trattamento che possiamo fare, sia in termini di risultati che possiamo avere, di potenziali tossicità e delle ricadute sul sistema sanitario nazionale in termini di costi ma anche di, di organizzazione del lavoro nel momento in cui aumenta diciamo, la, la numerosità di questa patologia. Dobbiamo tener conto di tutto questo senza però dimenticarci mai che al centro di tutto c'è comunque un paziente. Grazie, io ho concluso. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Chiamo Romina Rossi a fare la discussione. Buonasera a tutti. Grazie agli organizzatori per questo pomeriggio così interessante e fruttuoso per il nostro lavoro e per Grazie i pazienti. Te. Ilario, complimenti per la relazione perché è stata veramente esaustiva, quindi è anche un po' difficile do, uh, di chiederti qualcosa di, 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 di più. La cosa che però mi preme sottolineare, l'hai accennata sicuramente, è che abbiamo delle... L'oncologia, come anche la chirurgia, ci sta dando, sta andando avanti nel rispondere, nel migliorare la qualità di cura di questa malattia. A me premeva particolarmente, però, che tu sottolineassi che cosa abbiamo già da subito da poter fare per migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Grazie. Allora, due cose già dette, ma non, non bisogna stancarsi di, di ripetere il fatto di considerare. Il cuore palliativo è uno strumento indispensabile da, da subito nella gestione dei nostri pazienti. L'attenzione all'approccio multidisciplinare, anche per quelle figure che non, non siamo sempre abituati a, diciamo, a, a considerare, forse nei, nei nostri meeting. E poi adesso abbiamo qua a disposizione anche un percorso, ad esempio, di, di medicina integrativa, proprio per, per far fronte a tutti i possibili bisogni del paziente, cioè non solo al trattamento oncologico in senso, in senso, in senso stretto, ma anche una maggiore attenzione alla sfera, oserei dire, personale e sociale e, e relazionale. E poi da ultimo la, la, la ricerca. La ricerca non è solo in termini di, di nuovi farmaci, ma come ho cercato di, di, di dire, insomma, anche una maggiore attenzione ai bisogni di questo tipo, alla qualità di vita, in cui veramente forse basta poco impegno impeg impeg in più da parte nostra, fondamentalmente per fare un discorso culturale dobbiamo cominciare a considerare secondo me di più questi aspetti. La dottoressa Rossi è la responsabile della struttura semplice dipartimentale di terapie integrative dell'ISD Meldola e credo che come ci dicevamo ieri Giorgio nella riunione istituzionale Credo che nella pancreas unit un ruolo fondamentale sia avere fin da subito eh, il medico palliativista perché è fondamentale. Ci sono domande? Io direi che vi, vi ringraziamo tanto per questo bellissimo primo tempo. Eh. Eh, Facciamo un piccolo break di 10 minuti, un quarto d'ora, poi ricominciamo i lavori. Grazie davvero. Grazie. Ascolti, eh, preferiamo mutare noi di qua perché così dopo non evitiamo di fare danni dopo. Lasci pure okay. aperto il microfono. Così sei il Ok, eh, direi di cominciare. Direi di cominciare la seconda parte. Eh, la prima parte si è stati più incentrati su eh, problematiche, eh, diciamo così. più le, le, Abbiamo visto eh, la prevenzione, la, la qualità in chirurgia, in oncologia. E adesso iniziamo la seconda parte con una specifica attenzione a quelle che sono eh, le problematiche del, eh, dei cittadini, dei pazienti, dei familiari. Eh, perché pensiamo che questo evento, insieme a Carlo Fabri, con cui abbiamo, così, insomma, abbiamo immaginato di farlo, fosse rivolto non solo a medici, infermieri, vari professionisti della sanità, ma con lo specifico diciamo così, attenzione nei confronti della, dell in, di informazione, di confronto con, eh, con i cittadini. E do la parola un attimo al mio comoderatore di questa sessione, di seconda sessione che è il dottor Benati che è il direttore dell'unità uh, dell operativa di, di geriatria del, del nostro presidio e che poi, eh, poi cominceremo. Prego. Buonasera a tutti, eh, intanto ringrazio gli organizzatori di questo corso, mi sembra che la giornata sia davvero molto bella. Sono particolarmente felice di moderare questa sessione insieme al professor Colani perché è una sessione incentrata sulla persona. Eh, la partecipazione delle persone alla costruzione dei percorsi è diventato parte, credo, del nostro lavorare dal punto di vista tecnico nella costruzione dei percorsi, credo in modo particolare nella costruzione dei percorsi del territorio. Insieme alle persone ci sono anche le associazioni. E quindi non vorrei togliere altro tempo al dottor Miserocchi che invito eh, a farci una lettura eh, che mh, in qualche modo affronta i bisogni del paziente e il ruolo delle associazioni nel territorio. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito. Uh, non è quello che vedo. No? dei miserocchi. Ecco, perfetto, ci siamo. Eh, parlare di questo argomento per il mondo associativo eh, costringe a due, a due posizioni. La prima, di ascolto. L'ascolto è fondamentale perché deve recepire davvero eh, quali sono i problemi, quali sono le sensazioni, qual è Uh, L'attenzione dovuta a dei pazienti, a un contesto familiare, a una comunità che vive un problema uh, molto importante. L'altra è quella anche però di come dire, non avere peli sulla lingua, no? di confrontarsi con gli amici che si occupano più direttamente perché uh, nasce anche un rapporto più familiare con i medici, con uh, i chirurghi, con gli istituti di ricerca portando quelle che sono appunto queste, queste istanze di persone che si trovano in una fase di difficoltà estrema. Eh, ma mi sono chiesto, ma come mai, soprattutto in questi ultimi anni, questa patologia è diventata così eh, alla discussione di una platea vasta, larga, è un, un tema assolutamente eh, come dire, di larga diffusione. La terza notizia del giornale online del Corriere della Sera di tre giorni fa, Riguardava il tumore al pancreas, no? Poi di questo, su questo tornerò. Ma perché il vissuto di questa malattia ha cominciato ad essere raccontato da qualcuno di importante. E vi faccio solo vedere uh, alcune foto. Luciano Pavarotti nel 2007 ci ha lasciato, ha avuto una patologia pancreatica importante, allora si andava ancora a New York a operarsi. Eh, ed è stato uno che ha vissuto la sua malattia in diretta. Guardate che questo tema non era un tema così semplice da affrontare. Oggi ci sono altre facce, fortunatamente vive, con percorsi di difficoltà grande, ma con anche un vissuto condiviso che ci ha fatto porre l'attenzione forte su questi temi. E questo ha ingenerato anche però delle situazioni paradossali. Nel mondo del, della dark medicine, perché non è neanche dark web, ci sono queste, questi casi. Buongiorno, la leggo perché è interessante. Buongiorno, sono un uomo di 33 anni, molto ansioso, riguardo le questioni di salute, non bevo, non fumo, ultimamente ho avuto qualche leggero problema addominale, poi è rientrato, che ho attribuito al mio colon, ho fatto una visita da un gastroenterologo, eccetera, eccetera. Ora però mi sono un po' fissato con la paura che i miei problemi in realtà dipendano da qualche patologia del pancreas e qui comincio a elencare una serie di sintomi, non so che cosa faccia questa persona fino a che, appunto, la cosa mi spaventa molto e vorrei avere una vostra opinione sul colore delle feci e a burro di arachidi, marrone chiaro, è normale? E' su questo dolore che sento da oggi. Ora, questo è una punta dell'iceberg, evidentemente, poi c'è una risposta forse un po' semplificata che gli dà qualcuno, sta leggendo troppo su internet, ma per, far, per esemplificare quanto questo tema oggi sia un tema veramente discusso da tutti. E allora il nostro compito ha fatto sì che il primo sentimento ascoltato sia quello della paura, questo è inevitabile, eh, ma non la mia organizzazione che tra l'altro non è prettamente legata alla patologia pancreatica, ma che di sicuro vive anche in quella comunità ma sono andato a raccogliermi un po' le varie istanze che da chi è più impegnato o dentro le situazioni di familiari e pazienti ha come domanda, generato appunto da una paura, da una narrazione di paura estrema. E sono queste: ma quali sono i sintomi in fase di diagnosi? Eh? Perché poi le domande sono diverse. Vi ricordate ce lo ricordava il professor Amadori? No? Nella vita di un paziente oncologico le domande che si susseguono sono molto differenti. E io gli chiedevo sempre: ma come fa a dire le cose? E lui mi rispondeva con quella bellissima frase che a tutti e ci è rimasta scolpita: La verità non si dice, si comunica. Si comunica nelle diverse fasi che il paziente attraversa. E questo mi ha, mi ha sempre colpito e me, me, me lo sono stampato un po' nella memoria. Quindi ci sono una serie di domande che al momento della diagnosi emergono potentemente. E, e il paziente, da un momento di lontananza totale dalla sua esperienza quotidiana entra in una dinamica di domanda molto forte. Poi durante la cura altre sono le domande che emergono, quali sono le opzioni, le sperimentazioni cliniche, si arriva davvero, e queste guardate sono una raccolta reale, eh? è una sintesi reale di un gruppo di associazioni che si occupa di pancreas, poi magari ve le lascio perché potrebbe essere interessante andare a capire anche per chi è sul... Sul, sul concreto della situazione, quali sono i temi e durante il decorso, quali sono gli effetti dopo un intervento chirurgico, quali sono gli effetti collaterali, qual è il rischio di una recidiva del tumore al pancreas. Ecco, eh, la prima sintesi che, che voglio fare quindi è questa, dialogo, perché di fronte alla paura ci sono due situazioni, il, il dialogo che porta alla conoscenza. Certo, nessuno pretende di diventare un medico, tantomeno le associazioni che vogliono fare i medici ci mancherebbe, ognuno ha il suo ruolo, ma l'associazione è esattamente un facilitatore di dialogo, deve sollecitare il paziente a chiedere, a chiedere in maniera educata, a chiedere in maniera collaborativa e il medico, il chirurgo a rispondere in maniera semplice, esaustiva, affettiva. Questo è un altro tema decisivo perché meno parole ma più affetto di sicuro permettono una conoscenza e, come dire, un abbassamento di, questa, di questo primo elemento assolutamente importante. Ehm, più nello specifico, poi il, ruolo della del, il nostro ruolo: qual è? Di sicuro il tema della prevenzione. Lo avete ripetuto tutti, avete dato dati molto interessanti, gli stili di vita sono quello che. Sono da sempre il tema che in tutte le patologie oncologiche ci sforziamo di, di documentare, di, di discutere con tutti gli ambiti, da quello istituzionale alle comunità locali, alle amministrazioni, ai gruppi di persone. E in questa patologia deve essere ancora più forte. Non abbiamo tante armi a disposizione, non avete tante armi a disposizione, l'abbiamo visto, si intravedono delle luci, ma il cammino è lungo. Per cui. Poter modificare i propri stili di vita, ma anche come dire, utilizzare tutto ciò che ci, che ci mette a disposizione, eh, che dire, un po' della, della medicina integrativa deve essere un tema, un tema di attualità. Su questo l'organizzazione sanitaria è più o meno sensibile, nel senso che ci sono come dire, degli obblighi regionali per quanto riguarda i ragazzi, l'educazione espletati un po' di malavoglia, un pochino con la collaborazione appunto delle associazioni che ci mettono risorse, personale, ehm, lo è ancora meno proprio anche come previsione di spesa nei percorsi per gli adulti, oggi se ne parla tanto e allora questa domanda in evasa che viene fuori potente eh, dalle, dalle, dalle persone, dai pazienti e dalle famiglie deve trovare in questo momento un... Uh, un accoglimento quantomeno nel, chi, nel mondo associativo è in campo in questa battaglia. Ci arriveremo. Io credo che poi la spinta genera cultura, la cultura poi genera la necessità di una risposta, perché questi bisogni non possono rimanere in evasi: no? quello di avere un consulto nutrizionale, di fare dell'attività fisica guidata, di incontrare delle attività mente-corpo che siano eh, seguite, scientificamente rilevanti. Per adesso intanto abbiamo creato un luogo, un luogo per fare queste pratiche, lo IOR si è impegnato in questi ultimi due anni, ha costruito un centro che si chiama Prime Center, che è nella zona di Cesena, e che sta mettendo a sistema tutte queste cose che non sono una novità. Eh. Questa, sono cose di cui in letteratura ormai si parla da vent'anni, scienza giovane evidentemente, ma non sono una novità. Messe però insieme effettivamente sono qualcosa che non ha un benchmark di riferimento in Italia, per cui eh, devo dire che i primi numeri sono molto interessanti, pur non avendo fatto una grande pubblicità, perché poi lo spazio, come mi dice sempre il mio amico Falcini, è piccolo, bisognerebbe farla da tutte le parti, nel Romagna, ma per adesso stiamo tranquilli. Diciamo che da metà settembre sono già transitati 64 pazienti, ci sono stati già 500 trattamenti, che non è poco poco considerando che c'è un semplicissimo passaparola, perché ricordiamo che questo luogo è per i pazienti oncologici. Quindi il tema della prevenzione è sicuramente un compito in cui siamo chiamati anche noi, proprio per questo rapporto quotidiano col territorio. L'altro è il sostegno alla ricerca. Cosa deve fare un'associazione? Credere insistentemente in questa opportunità. Quindi ogni cosa è utile per stimolare finanziare, eh, sostenere l'innovazione tecnologica, la formazione dei professionisti. L'Istituto cioè, Oncologico Romagnolo nasce su questo presupposto. Cioè, il professore Amadori non ha pensato di acquistarsi uno strumento quando un suo paziente voleva fare una donazione, gli ha chiesto di fare un'organizzazione che sostenesse la ricerca, perché intravedeva solo in questa cosa la speranza vera per tutti i tipi di patologie oncologiche. E quindi noi sul, sul, sul solco di, questa, di questo valore fondante della nostra organizzazione non possiamo esimerci da questo compito e lo facciamo con cifre importanti, eh, tante organizzazioni lo fanno, abbiamo sentito prima, bellissimo, il finanziamento agli studi, cioè ognuno deve portare un mattone per costruire questa casa che altrimenti, come abbiamo visto, eh, non ha la possibilità di... Di, di, di mettere tutte le risorse a disposizione di chi è sul campo in questo momento. Ecco dunque che il ruolo dell'informazione è un altro ruolo importante, quello che dicevamo prima: mettere in comunicazione i professionisti con i, con i pazienti, con il loro contesto familiare, promuovere una consapevolezza. Cioè, ehm, parlare con una persona che ha questo, questo problema è sempre molto complicato è il più complicato di tutti, perché appunto si innestano quelle paure, quelle domande, a volte delle reticenze nel spiegare questa patologia. E allora creare un contesto favorevole per cui ci sia una maggior consapevolezza evita incomprensioni, ribellione, violenza, perché non è quotidiana questa cosa qui. E creare una rete sociale è un ulteriore... Elemento favorente a questo dialogo. Questo è un nostro compito, su cui ci dobbiamo impegnare e non dobbiamo chiederlo ad altri. Siamo noi in campo per primi, insieme ai nostri volontari, assieme a chi con noi si coinvolge in questo lavoro e che non possiamo né demandare né come dire, pretendere da, da, altre, da altri soggetti. Certo che il ruolo delle associazioni in questo mondo istituzionale organizzativo non è molto considerato, diciamoci la verità. Lo ha detto un po' all'inizio il dottor Altini, io lo ringrazio per questo, in questa azienda, in questo territorio si comincia a mettere a tema eh, come dire, non solo la surroga di ciò che noi non possiamo fare, allora lo fate voi. Di metterci insieme intorno al tavolo, ognuno col suo ruolo, non c'è un, un obiettivo di sostituzione del compito di qualcuno, ma se ognuno fa il suo compito, è qualcosa che arricchisce tutti, che mette insieme le istanze di soggetti che altrimenti non avrebbero voce, che porta delle esperienze che alle volte per mille motivi non vengono prese in considerazione. E infatti, in questo mondo l'80% delle associazioni rivendica che nella politica sanitaria non ha un ruolo. Al massimo si dice empowerment, un'informazione, ha delle informazioni, ma non una vera e propria rappresentanza. E questo è un di meno, sicuramente un di meno, anche in una patologia come questa che vola via, non ha il tempo per. Adesso c'è un grande dibattito no? sulle associazioni dei pazienti che vengono ormai inserite anche nei progetti europei, nei progetti regionali, nazionali, pur ad esempio non avendo un riconoscimento giuridico. Non esiste un'associazione dei pazienti che ha uno, come dire, uno statuto codificato, quindi o sei un'organizzazione di volontariato, o sei una cooperativa, o sei un'associazione qualunque, perché? Perché ci sono dei problemi. Un'associazione di pazienti deve avere come una rappresentanza dentro un CDA di 3 su 5, Beh, sul pancreas è complicato. Non voglio essere cinico, eh, lo dico nella concretezza perché noi abbiamo le mani in pasta tutti i giorni. Quindi questo contesto non è facilitante sicuramente l'apporto del mondo associativo. Um, però mi voglio rifare all'ultimo documento che il nostro Paese ha, ha redatto a maggio di quest'anno, è un documento previsionale 2022-2027 dove in realtà qualcosa si è scritto e mi sembra rilevante. Deve essere rafforzato il ruolo del volontariato e dell'associazionismo in campo oncologico, componenti formalmente riconosciute dalla rete prevedendone la partecipazione a livelli rappresentativi e direzionali, così come alle funzioni di integrazione completamente dell'offerta istituzionale. Cioè ci dovete essere, non è poco, non è poco, vedremo cosa vorrà dire perché poi la sanità eh, viaggia sulla, sulla regione, viaggia nel contesto dell'azienda, del territorio, però cominciamo a mettere qualcosa di scritto, fino adesso erano delle intenzioni. Faccio tre piccole provocazioni, una l'avete già ampiamente sviscerata, quindi eh, è solo ritornarci perché la ritengo proprio importante, proprio da quella funzione di ascolto che vi dicevo all'inizio. Noi abbiamo avuto la fortuna attraverso... Eh, il rapporto di amicizia del professor Ercolani col professor Falconi, di, di, di intervistarlo qualche tempo fa sulla nostra rivista, sul nostro trimestrale, ci ha rilasciato una bellissima intervista e la cosa che ci ha detto e eh, che voi avete stasera dimostrato con i numeri, noi la prendiamo sul serio, anche facendoci portavoce rispetto alle istituzioni organizzative della sanità del territorio. Eh, un paziente oncologico eh, non, deve, deve essere informato. Sul fatto che la casistica è decisiva nella scelta di un centro a cui riferirsi, no? Perché, come si dice, non è che essere vicini, essere amico del, come si fa di solito no? in queste cose, su questa patologia valga molto. Cioè, Pavarotti era andato a New York, eh? cioè, per capirci uno aveva le possibilità. Per cui i centri che Devono essere abilitati e in questo senso la creazione di Ancreas Unit credo sia veramente da questo punto di vista decisiva eh, e importante, deve essere fatta sul fatto che ci sono delle percentuali che non possono essere saltate, che sono per il bene della persona. A noi non interessa niente del modello organizzativo, quello è compito vostro, a noi interessa che quelle percentuali scendano sotto quei livelli di guardia che non sono più accettabili. Non si può accettare il 17% di complicazioni perché si operano due pancreas a non so dove. Non è possibile. Quindi questo è un tema che noi vogliamo riproporre con grande forza. Così come non possiamo perdere delle occasioni, perché la burocrazia impedisce ad esempio il giustissimo trattamento dei dati sanitari, per l'amor di Dio. Ma ci sono paesi che vanno avanti, che fanno delle cose. Ne ho preso uno, per questo è un esempio, eh? ma ce ne, ne potevamo prendere tantissimi. I, tutte le organizzazioni devono cominciare a, a, a lavorare su ciò che offre il mercato già della ricerca, delle opportunità. L'intelligenza artificiale? Bene, c'è un problema di dati, non la vogliamo affrontare? Qualcuno la sta già facendo. Eh? Beh, allora, possiamo superarlo questo problema oppure no? Ecco, noi siamo quelli che cerchiamo di fare i facilitatori di queste cose. Come dire, cerchiamo di dare un'informazione all'opinione pubblica e anche ai decisori che forse andare oltre o trovare una soluzione adeguata è importante, perché altrimenti perdiamo delle opportunità. Stiamo combattendo una guerra su questo per la mammella incredibile, dove sembra quasi veramente un, è un anno e mezzo che non, non riusciamo ad andare avanti con un progetto. Cioè hanno ragione tutti, per l'amor di Dio, eh, eh, però dobbiamo arrivare alla concretezza, noi ci interessa questo che le donne operate al seno, oppure, tanto anche Carlo ci ha presentato dei progetti su questo, abbiano delle opportunità in più, abbiano delle chance in più. Eh, ultimo, ma non ultimo, dicevamo prima, il racconto, la narrazione. Allora, questa è la notizia che vi dicevo, che è uscita qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Benissimo, come non si può essere felici di questa cosa? Attenzione! Questo racconto è altresì pericoloso. Perché se è vero che io andando a Verona con tre pasticche guarisco da un, cancro, da un cancro al pancreas metastatico gravissimo e vado a casa e faccio una grande festa perché sono guarita, mi dite cosa ci stanno a fare questi signori qua? No, perché? Eh, no, perché eh, noi che siamo un po' gli intermediari no? tra le persone che ti chiedono un'informazione che magari non hanno paura hanno paura di chiederla direttamente al medico e, come dire, conoscendo, perché viviamo dentro questo ambiente in maniera indiretta il lavoro dei professionisti, certamente abbiamo un'idea di indirizzare qualcuno verso delle soluzioni che sono le più ottimali. Ma uno può venire a dirmi: "Wei, amico, perché non mi hai mandato a Verona che con tre pasticche io guarisco?" E allora attenzione, il Covid non è che ci ha insegnato tanto allora, dove ognuno si alzava e diceva quello che voleva. Io credo che la comunità scientifica, nel racconto di quello che fa, debba fare una riflessione. Perché se questa diventa la terza notizia del Corriere della Sera, si mette in crisi una comunità che su queste cose sbatte il muso tutti i giorni con risultati non proprio esaltanti. Quindi, eh, questa è una cosa a cui noi teniamo, perché il paziente poi. Cioè, ha un accudimento molto più complesso se non trova in, un, appunto, in quel dialogo virtuoso eh, un momento di sollievo e di aiuto, e questo sicuramente non aiuta. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per grazie la tua presenza, per il ruolo che svolgi da diversi anni all'interno di ORE per, per, per la tua relazione, che non avrebbe, da, perché voleva andargli un peso particolare, non avrebbe commenti, però se c'è una domanda, visto che ha toccato alcuni punti interessanti, sia da parte dei medici, da parte anche dei non professionisti, dei non, non professionisti della sanità, Uh, mi farebbe piacere, insomma, non è facile averlo sempre qui con noi, Fabrizio Miserocchi, per cui ma può essere un'occasione. Intanto davvero bellissimo come sempre, quando mi capita di ascoltarla, sono sempre molto affascinato da dal modo con cui rappresenta i concetti che, che sempre insomma, da davvero diventano un arricchimento personale. Eh, molto eh, della relazione e della lettura è stata incentrata sul rapporto che l'associazione può avere, oltre che con la persona, con le persone, con i cittadini, con uh, l'alta specializzazione. Mi chiedo invece quale può essere, le chiedo invece quale può essere il rapporto che l'associazione può avere con l'assistenza primaria e i medici di medicina generale, con quello che è invece il mondo della, della medicina territoriale, eh, alla luce anche di, di, di quello che è lo sviluppo che la medicina territoriale deve avere e avrà ne, ne, nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Mi vuoi costringere a una risposta polemica? No, no. Eh, però bisogna dire le cose come stanno. C'è una frattura importante. Perché è più facile, che, e questo non va bene, che i pazienti si rivolgono a noi. Perché? Io me lo chiedo questo. Eh. Perché accade questo? Quando in realtà poi, come dire, il medico di base veramente potrebbe essere una cerniera e dovrebbe essere una cerniera importante tra voi. È quello che sta vivendo la persona. Eppure ci ritroviamo più spesso e più volentieri quanti, con quanti di voi ci sentiamo per i singoli casi, per le persone. Perché? Non è esattamente corretto questo, questo rapporto. Non ho delle grandi soluzioni. Capisco che invece è fondamentale. Questo ruolo eh, si capisce eh, prima. Parlavamo di alcuni incontri proprio sul pancreas che ci sono stati anche a Rimini qualche anno fa dove c'erano tantissimi medici di base e queste cose sono fondamentali proprio per loro che hanno questo rapporto più diretto. Eh, credo sia un po' un problema Tavico, se ne discute da tempo di quale sia questo ruolo, io dico che quel pezzo lì non può mancare, hai centrato il punto. Non ho soluzioni ma capisco che non può mancare. Grazie. Bene, grazie. Allora, chiamo il dottor Agostini, medico ricercatore dell'Università di Bologna. Eh, il titolo della sua relazione è Aspetti emotivi e comunicazione medico-paziente, il tema assolutamente importante. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti, grazie a tutti di avermi invitato e di essere qui con voi in questa città in cui ho abitato e quindi che in qualche maniera amo, amo particolarmente. Io insegno psicologia clinica alla, nella scuola di medicina e chirurgia, sono uno di quei docenti che sta aspettando il suo anno accademico, che per me è il quinto. Sapete che c'è un corso qui no, di medicina da tre anni, terzo anno, ok. E quindi vi ringrazio nuovamente, il dottor Fabri e la dottoressa Sbrancio in particolare per il loro nome per tutti, insomma, per tutti gli organizzatori. E naturalmente, ecco, il dottor Miserocchi ha detto molte cose importanti per me che sono un'introduzione perfetta a questa, a questa mia lettura, diciamo. Il tumore del pancreas, infatti, ecco, come, come è scritto qui, è sicuramente uno di quegli scenari che mettono in difficoltà, che tolgono le parole, come si diceva, no? Quelli quegli scenari di malattia che disperdono il corpo e la ragione, il corpo e la mente. E quindi lasciare senza parole è un po' una, uno di quegli aspetti che combattiamo anche con le, una giornata mondiale, con, con iniziative come queste. Quindi lo scopo no, di, questa, di questa giornata è senza dubbio anche colmare questo, questo vuoto di parole, come, come stiamo facendo, come hanno, tutti quanti insieme stiamo facendo. E questa è una condizione clinica particolare, questa è della patologia oncologica e della patologia oncologica con, con a volte prognosi negative. È particolare perché comporta un sconcerto e disorientamento anche nella comunità di cura. Rimane senza parola anche l'equipe, anche i medici, tutti i sanitari che si prendono cura di, di questi pazienti. E cresce, credo, in tutti quello che è, no? è una difesa di cui parleremo tra poco brevemente, che è l'evitamento, il tentativo in qualche modo di, di evitare una sofferenza psicologica, mentale, che si associa a queste, a queste patologie che hanno queste caratteristiche. No? Io stesso, quando mi ha telefonato il dottoressa Sbrancio, ho detto: eh, Però non ho proprio dei dati su questi pazienti, no? non comprendendo che anche io, in qualche modo, cerco di tenere distante. Queste, queste tematiche così importanti, così impegnative. Quindi, qui oggi vorrei porre lo sguardo di, di questo quest intervento anche, una riflessione anche su chi cura, su, su noi che stiamo dalla, dalla parte no, di, di coloro che si prendono cura, e anche naturalmente dei familiari, che sono coloro che curano, eh, naturalmente. Allora, partirei dalla difficoltà dei sanitari, perché. Spiccatamente per patologie come la neoplasia e l'enoplasia del, del pancreas e ci troviamo di fronte, assistiamo alla difficoltà dei, dei sanitari che partono, queste difficoltà iniziano da subito dalla diagnosi. C'è una difficoltà molto importante a eh, comunicare questa diagnosi, come si diceva, no? comunicare, non dire la, la diagnosi. Ci sono tante ragioni per cui è difficile, ma ecco, credo che da parte del, dei sanitari, del, dei, dei medici, una delle ragioni principali sia il fatto che la diagnosi infligge dolore, senza dubbio, al paziente e, e ai familiari e quindi si inverte eh, drammaticamente no, il, il compito, eh, lo scopo a cui siamo chiamati, quello di curare. Quindi non diamo cura ma infliggiamo, infliggiamo un dolore quando diamo. Questo tipo di, di diagnosi. E in particolare per patologie così impegnative, dal punto di vista della terapia dentro i sanitari, dentro i medici, cresce frustrazione e dolore. Non abbiamo a disposizione quelle famose pasticche, tre pasticche di cui parlavamo prima che possono risolvere il problema. Invece abbiamo di fronte terapie impegnative lunghe e difficili. E quindi, come dire, cresce Spesso nei, nei medici un sotterraneo senso di colpa, non, non ho la mia scienza, non è in grado di, di risolvere tutto questo. Quindi di fronte a, un, a una situazione di empatia, se volete con una parola sola, rispetto al dolore del paziente, la comunità eh, terapeutica eh, reagisce con quelle che noi chiamiamo difese psicologiche. Sono quelle difese che automaticamente agiscono in noi, no? la psicologia clinica parla di difese dell'io, meccanismi automatici, inconsci, che mettiamo in atto per eh, difenderci dall'ansia e anche difendere la nostra autostima, quello che diceva prima no? con la dottoressa, eh, però io non ho dei dati clinici, dei dati sperimentali proprio su questi pazienti. Quali sono queste difese che vediamo in modo molto particolare, molto spiccato nell'ambito dei medici? In particolare abbiamo una difesa che si chiama isolamento e qui di nuovo devo citare di nuovo il, il DG del, dello IOR. Eh, meno parole più affetti. Di fronte alla sofferenza che proviamo nel dare. La diagnosi e nello stare con questi pazienti di norma mettiamo in atto l'isolamento. Il nome e cognome di questa difesa è isolamento dell'affetto. Significa che separiamo la parte emotiva da quella cognitiva, quindi, come dire, un medico che si trova di fronte all'esigenza per soffrire meno, per adattarsi al meglio, di parlare del, del caso clinico in termini cognitivi, il meno emotivi possibili e quindi no, a perdere quel più affetto e meno parole di cui dicevamo. E poi di nuovo la razionalizzazione e l'intellettualizzazione, che sono difese tipiche no, della scienza medica e dei medici. Di nuovo coprire con dei ragionamenti o dei termini razionali, veri, ecco, numeri e ragionamenti razionali, un intenso dolore. Ecco, sono quindi tutti, tutti sistemi che in qualche maniera aiutano. Noi medici, ecco, ad allontanare al meglio il dolore, il dolore mentale. Quindi, spesso no, il paziente diventa un caso clinico, come si dice, no, un K, questo è un K di tali dimensioni, linfonodi, metastasi, eccetera, eccetera. Ne parliamo in termini intellettuali. Ecco, tutto questo va contestualizzato nei termini del, del fatto che, lo so che sembra banale, ma le difese difendono, cioè non sono meccanismi che vanno smontati, eh, vanno capiti, compresi. Comprendere che stiamo mettendo in atto dei meccanismi che ci aiutano a sopportare qualcosa di difficile da sopportare. E sono così preziosi perché se noi li comprendiamo, non tanto ripeto per smontarli, ma se li comprendiamo comprendiamo anche lo stato d'animo dei nostri pazienti, in maniera attutita, no, naturalmente. Anche noi facciamo quello che fanno i pazienti, cercano di difendersi al meglio. Quindi il problema. In definitiva, di queste difese, se vengono utilizzate in maniera massiccia, ripetitiva, stereotipata, le difese devono essere elastiche, adattarsi alle situazioni, altrimenti non sono adattive. Nel contesto dei, dei, dei medici, dei, dei clinici, difese non adattive, no? se io uso in questo modo ripetitivo e massiccio l'isolamento, la razionalizzazione, mi espongo al rischio del burnout, no? una sindrome che conosciamo abbastanza bene. Nel campo delle difese, lo so che ne avete già sentito parlare, soprattutto chi ha a che fare con queste patologie, la patologia neoplastica, quindi associazioni, eh, parenti, pazienti e medici. Il problema sostanziale è quello di una difesa che chiamiamo negazione, molto forte. La negazione l'abbiamo conosciuta tutti perché veniamo, no? siamo, siamo e veniamo da momenti drammatici della pandemia, c'erano i negazionisti. No? La negazione significa che di fronte a qualcosa che mi mette angoscia. Io reagisco in maniera prelogica, prelogica che vuol dire se non vedo la cosa, la cosa non esiste. C'era un cartello di un signore in questa manifestazione dei negazionisti del Covid che era se spengo la tv il virus non c'è più. Ecco, quella, no, la faccio vedere sempre ai miei studenti, quella è la negazione, non lo vedo, non esiste. Poi ecco, questi gruppi poi lì si impastavano anche a problemi paranoici, per cui lì era veramente molto dura da smontare. Problemi paranoici sono, hanno inventato il vaccino, il virus per controllarci con dei microchip o ecco, cose di questo tipo. Qui non siamo, naturalmente oggi non siamo in questi, in questi ambiti. E noi, ecco, se parliamo dal punto di vista dei, dei clinici, gli scenari migliori sono quelli, no? ci sono oggi molti medici in formazione di medicina di base. Il paziente che ha paura di, di, una, di una malattia e non si sottopone agli esami clinici, ne ha talmente paura che non la vuole vedere. ecco questi però sono i scenari migliori, i scenari peggiori, più drammatici della negazione sono quelli proprio legati alle diagnosi impegnative, infauste, come vengono dette. Quando ci sono queste diagnosi è tipico, diciamo così, vedere il mettere in atto questa difesa, la negazione da parte del paziente e anche dei familiari. Cioè si nega a volte, raramente, proprio l'esistenza della patologia. Più frequentemente la gravità della patologia. Quindi, un paziente con una diagnosi di carcinoma, di tumore pancreatico, che dice: Ne uscirò, ho letto un articolo, no? i medici mi hanno detto che eh, guarirò velocemente. Ecco, questo è negare la gravità della, della patologia. La negazione coinvolge i pazienti, i familiari e, in qualche modo, come ho detto, anche, anche noi sanitari. Eh, nei pazienti la negazione, so che questo è un po' un classico, ma qualche parola la voglio spendere, la negazione di norma è una delle prime fasi dell'adattamento alla malattia, cioè questa fase in cui il paziente nega la gravità della malattia, che rende difficile il rapporto medico-paziente, a cui segue o, o comunque che, insomma, si associa una fase invece di rabbia, monta la rabbia nel paziente. Che si dirige un po' verso tutti, anche verso la scienza medica, i medici, e mette in difficoltà spesso di nuovo la relazione con il medico-paziente. Medico Viene descritta poi nell'adattamento alla malattia grave la, una fase di patteggiamento, quello che conosciamo, no? è un patteggiamento di solito segreto, con il fato, il proprio Dio, diciamo così. Eh, patteggio anche nei termini della sopravvivenza, fammi arrivare alla laurea di un figlio, al matrimonio di, un, di una figlia, in modo molto frequente. La fase della depressione, che è una fase importante e, e delicata e che va trattata. Adesso diremo due parole: e poi nel percorso, nel percorso della, del vissuto della malattia no, eh, si giunge al, al, all'accettazione, è il momento, come dire. Eh, finale ecco, di, di questo processo. Queste fasi le osserviamo anche nei familiari, soprattutto la, la rabbia, i medici parlano spesso della rabbia dei familiari anche nei nostri confronti. E la negazione è una difesa delicata di cui parlare i medici nelle scuole di medicina e chirurgia perché mette sempre in grande difficoltà il medico, ci mette in un dilemma eh, straziante che da un lato vorremmo confrontare il paziente con la realtà e dirgli, no, la patologia è grave, devi fare tante terapie difficili e impegnative. Da un lato dire tutta la verità, come dire, e dall'altro invece vorremmo assolutamente colludere col paziente, dire andrà tutto bene. C'è sempre una fantasia, sempre, c'è spesso una fantasia dentro di noi, questo sarà il caso no, che da pubblicazione, il, il prodigio, il miracolo, diciamo, tra virgolette. Quindi colludere con la negazione. Da parte di, di noi medici. Ecco, eh, il problema di noi clinici quindi è di rimanere sicuramente corretti dal punto di vista eh, scientifico, medico, ma di rimanere umani, proprio come è già stato detto e non mi dilungo. Usare le parole giuste, comunicare, non dire, ecco, che è una cosa ben diversa. Il problema della negazione, parlando con i medici, ecco, stando a contatto con loro, in questo contesto lo vediamo spesso, mi viene raccontato in questi termini. I medici che si accorgono che a un certo punto no, ecco, la diagnosi è spesso fatta frequentemente dal gastroenterologo, e quindi il gastroenterologo a un certo punto dice ecco, adesso però interverrà eh, l'oncologo. Negazione o evitamento, no? il colpevole sollievo che sente il gastroenterologo quando il paziente viene passato no, a, a un altro specialista. E poi no, dopo dal. Viene poi il palliativista, ad esempio, no? c'è questo passaggio che è molto forte per, per, per il medico e questo è l'ambito la, di negazione o, o evitamento che c'è anche, anche, anche dentro di noi. Ecco quindi que, questi problemi che vanno sicuramente affrontati, il tema dell'unità pan, pancreatica, pan, ecco, va proprio in direzione opposta no, a questo, crea unità, crea collaborazione. Inoltre ecco solo alcune parole sul fatto che a volte ci sfugge il fatto che è vero che il paziente, come sappiamo, ha diritto di essere informato pienamente di tutto ciò che avviene dal punto di vista della patologia, delle terapie a cui lo invitiamo, ma se manifesta il desiderio di non sapere ha anche il diritto di non essere informato, che è un'altra situazione penosa dal punto di vista proprio dei clinici, di non informare. Problema della depressione, diciamo, diciamo alcune cose. E anche qui mi sono trovato in relativa difficoltà perché mi aspettavo molta più letteratura rispetto a questi temi. C'è cioè una letteratura che è incredibilmente più scarsa rispetto a quello che si, si possa pensare. E il, il mainstream, come si dice, no? in questo momento ci dice che la depressione è frequente almeno nel 30% dei pazienti oncologici. Dipende poi dagli strumenti che sono utilizzati per diagnosticarla, però più o meno ecco, ritroviamo questi, questi dati. Si pensa che nel caso del tumore pancreatico la, la, la percentuale sia più alta, si giri tra il 33 e il 70%. Ecco, qui non si vedrà molto bene, purtroppo no. Però questi sono una serie di studi che, eh, che hanno utilizzato strumenti anche simili in cui si vede una percentuale di depressione che varia dal 5% all'80%. Ecco. Quindi una variabilità ampia, ma sicuramente molto, molto importante. Cosa induce eh, ad avere una, così più, una più alta, ecco, una più alta eh, depressione in questi pazienti? La, la, prognosi, la cattiva prognosi, naturalmente, i problemi di tossicità legati alla chemioterapia e eh, la perdita di peso, naturalmente, e il dolore. No? Sono i, i maggiori fattori che spingono verso queste alte percentuali. Il problema della depressione è legato a questa a quest immagine, che anche questo è un, uno studio classico. Io ho preparato delle slide che ecco, riesco a leggerle qua. <ride> Vedete che ecco, ci sono le due curve che indicano, indicano la sopravvivenza di pazienti con tumore pancreatico e depressione e pazienti invece che non hanno questi sintomi. Si stima che ecco, nell'arco di due anni... La, ci sia una, una mediana di sopravvivenza di quattro mesi in più per, per i pazienti, scusate, che non hanno depressione. Ecco perché l'urgenza no, di riconoscere immediatamente questi sintomi e di trattarli migliora la prognosi in qualche modo. E come ancora non lo sappiamo, ci saranno anche meccanismi molecolari. Sapete che ci sono delle teorie molto importanti sui, sui meccanismi infiammatori della depressione. Sicuramente. Questo fenomeno è mediato dal fatto che il paziente senza sintomi di depressione aderisce meglio alle terapie. Quindi aumenta l'aderenza la, alle terapie, migliora anche il rapporto medico-paziente e quindi la migliore sopravvivenza. C'è cioè poi, ecco, questo. Chi, eh, chi studia quotidianamente l'ambito de, del tumore pancreatico sa che c'è anche un, un effetto molto particolare e non ancora ben compreso. Molte volte la diagnosi di depressione precede la diagnosi di, di tumore pancreatico. È ancora no, una, un ambito ancora misterioso che viene, viene studiato, c'è una teoria che riguarda no, il metabolismo di, di amminoacidi, il triptofano, eccetera, eccetera. È molto interessante, no? i ricercatori su queste cose no? basano un, una vita, viene a volte spesa per ricercare questa, questa molecola, io da capo se non mi addentro in questi temi perché vi darei l'esempio clinico no? del famoso, di queste difese di cui parlavamo, qui non parlo più della depressione ma parlo del meccanismo molecolare, no? la, la razionalizzazione. È una cosa comunque sicuramente interessante e diciamo che a prescindere da tutto... Pensiamo che sia importante pensare che la depressione sia associata o reattiva al, al tumore pancreatico, che vada diagnosticata in modo tempestivo, scegliamo quale strumento, i questionari, la consulenza psichiatrica, scegliamo lo strumento migliore e trattiamola nel modo migliore. Se abbiamo poco tempo, ecco, eh, la terapia farmacologica è sicuramente una terapia valida e efficace. I farmaci serotoninergici, una o due settimane, danno, no, manifestano i loro, i loro effetti positivi. Poi naturalmente c'è il supporto psicologico. Quando? Questa è la domanda che fanno sempre no, le, le, chi ha a che fare come paziente o familiare. Sostanzialmente, quando lo richiede il paziente o, 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 i, familiari, o i familiari, o quando ecco, la, la, ehm, la consulenza viene richiesta da, dall'equipe curante. E non andiamo oltre a quello, okay? Quindi, ancora una volta, vedete ho scritto qui nella, nella dipositiva, ancora una volta evitare, no? evitare l'evitamento, cioè che dal gastroenterologo eh, adesso passiamo la palla no, al, al, all'oncologo, al palliativista, e di nuovo passiamo no, allo psicologo, che di norma è l'ultimo no, di questa catena, nel senso che. E non, riesco, non riesco ad affrontare nel modo migliore questo, questa sofferenza e quindi c'è questa figura. Va bene tutto questo, però di nuovo aiutiamo a capire che questo nostro evitamento no, è qualcosa che ci mette in comune con i nostri pazienti. Quindi guarderemo la negazione dentro i nostri pazienti con occhi diversi, se la riconosciamo in noi medici. Lì davvero si instaura un'empatia vera e propria, non di facciata. Quindi, eh, valutare, diagnosticare e terapia nei caregiver e nel paziente. Allora io uso questo termine caregiver che è un po' fuorviante, poi a me non piacciono gli inglesismi, colui che porta cura, no? tutti sono portatori di cura. E per concludere ecco, con, 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 queste, con questi dati che secondo me sono molto interessanti, questo è uno studio del, 15, del 2015 su 400 pazienti e i caregiver, chi erano i caregiver di norma sono i familiari, qui erano chi si prendeva cura del paziente senza eh, riscontro economico, senza paga, quindi sostanzialmente erano i pazienti, i parenti, scusate, i familiari. Se si misura, ecco la eh, stanchezza, eh, preoccupazione. Eh, infelicità, eh, tristezza, voglio dire, paura, ansietà, insonnia, nervosismo, depressione, mancanza di speranza, nei caregiver che sono quelli in rosso, abbiamo degli indici che sono quasi il doppio rispetto al paziente. Ecco, questo è appunto un dato che eh, no, stride con il buonsenso, come dire, quello che ci aspettavamo, è il contrario. Ancora più, ancora più eh, sentimenti negativi in colui che si prende cura. Potremmo dare tante interpretazioni, dipende dal momento in cui faccio queste, no, queste misurazioni. Sappiamo che la depressione, no, le fasi che dicevamo prima, no, dipende da meccanismi di negazione. Ma credo parzialmente, io non credo che sia la negazione del paziente qui. Credo proprio che sia l'impatto devastante sui caregiver di, di, di questa patologia. E poi, ecco l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa. Lo stesso studio poi ha valutato come sono questi sentimenti nei gruppi che conoscevano dei, eh, dei percorsi di supporto e aiuto, gli americani, ecco questo gruppo li chiama eh, Pals, era Patients and Liaison Service, che sono appunto dei eh, programmi di supporto e informazione per pazienti e, e familiari. Ecco. Chi partecipa e chi sapeva che c'erano questi, questi programmi, vedete. Sono quelli in blu, a sempre percentuali minori di tutti questi problemi. Quindi il, il valore straordinario della, della comunità, dell'associazione, dell'equipe. Ecco, dell oh, scusate. Quindi, ecco, niente, concludo qui. Spero di non essere stato troppo lungo. Ecco, concludo. Fornire supporto al paziente, ai familiari, ai, ai caregiver, e eh, sanitari compresi, supporto per tutti. Trovare il coraggio per riconoscere ed evitare l'evitamento, ecco, riconoscerlo, ecco, riconoscerlo in noi. La presenza in sé, fondamentale, presenza, no? Più affetto meno parole, fondamentale, straordinaria importanza e ogni azione che è volta ad alleviare il dolore e aumentare la qualità della vita è di straordinaria importanza. Anche le piccole cose non sono mai piccole in questo caso, non lo sono nella vita, ma soprattutto qui: straordinaria importanza. E vi ringrazio. Grazie per il contributo. Chiamo per la discussione la dottoressa Sbrancia della gastroenterologia di Forlice Sena. Monica, prego Alessandro, grazie. E dunque, um Faccio una domanda a te e in realtà guardo anche Fabrizio, eh, perché entrambi avete ovviamente centrato il punto sul tema della comunicazione che noi medici dovremmo avere con i nostri pazienti. Eh, in realtà nei nostri, non, è, non è percepito da noi come un, un qualcosa di importante, parliamo tanto dei nostri aspetti tecnici, delle performance tecniche, ma sulla comunicazione... Poniamo poca attenzione, a partire dai, dalla nostra scuola di formazione, noi specialisti ma anche i medici di base, immagino, non credo ci sia oggi, ancora oggi, un corso su come comunicare al paziente, eppure facciamo delle procedure interventiste, facciamo qualsiasi cosa, passa attraverso un consenso informato, al di là delle diagnosi che, o delle terapie che dobbiamo poi richiedere. E questo ti chiedo un commento su questo, cioè se dobbiamo in qualche modo o se anche tramite le associazioni dobbiamo iniziare a pensare nei vari corsi di laurea di creare dei momenti su questo. E questo è il primo tema. Il secondo è il supporto psicologico al paziente, alle famiglie e al contesto. Eh, ti chiedo quando in realtà dovremmo avere un, nelle nostre... Nei progetti di gruppo di Pancras Unit una figura dedicata o al di là di un servizio dedicato e quando coinvolgerlo? Grazie. Beh, sì, certo. Ecco, sono, le domande sono particolarmente acute. La vocazione delle università dovrebbe essere questa: no? formare, eh, formare i medici. Formare i medici oggi significa certamente formarli tecnicamente. Il fatto è che lavorando in università ci accorgiamo di quanto siano bravi i nostri studenti dal punto di vista tecnico e quanto questa, no, queste informazioni passino, e quanto invece gli aspetti, che sembra banale, ma non è per niente banale, aspetti che vengono tralasciati, quelli della relazione, della comunicazione. Normalmente si, pensa, si lascia questo aspetto alla, alla spontaneità, cioè se il, il medico è dotato siamo, siamo tranquilli, se non è dotato invece questo non interessa. Ecco, non può essere eh, lasciata la spontaneità, bisogna che diventi materia di studio, ecco, senza dubbio, materia di studio e di confronto. Siccome esiste una disciplina che è la psicologia clinica che si occupa di queste cose, noi dobbiamo insistere perché questi corsi siano fatti bene, di alta qualità e siano presenti lungo tutta la formazione del, eh, del medico, compresa la formazione specialistica. Ora, a Bologna la nostra voce la facciamo, cerchiamo di farla sentire e di alzarla sempre di più e c'è sensibilità su questo, ecco. Ad esempio è uno dei pro progetti, programmi più, più innovativi, più belli che di cercheremo di mettere in atto quando inizieremo a Forlì, ecco, sarà una delle prime cose che dirò, spero dovrei esserci, ecco, insomma a questi a, a, al, ai consigli di, di laurea eccetera sono dei programmi in cui si, mette le, si mettono gli studenti in relazione con i medici più anziani diciamo, in modo che il medico più anziano, più esperto parli del caso clinico ma dal punto di vista del vissuto emotivo soprattutto, con la presenza no, di un mediatore che dà un nome a quello che sta succedendo, come le difese psicologiche, no? dà un nome, un'etichetta perché fare scienza da questo punto di vista è una scienza umana, ma significa dare nome alle cose che per noi non, non devono avere nome. Se non ha nome non esiste. Parole come compassione, pietà, empatia, no. se non gli diamo quel nome no, non esiste e non possiamo parlarne, metterle in, in, dentro di noi come concetti. Quindi senza dubbio, e qui cercheremo di, no, di insistere, insistere su questo, e la voce che viene anche dagli ospedali ecco, sarà o dalle associazioni sarà importante. Come è importante per le associazioni chiedere questo, che ci, siano, ci sia un personale di, di psicologi, medici, psicologi, strutturato, ma non voglio dire strutturato in termini di eh, no, eh, stipendiato dalla USL, eccetera, strutturato nel senso che dia continuità, che è fondamentale quello che diceva la dottoressa Sbrancia, cioè deve esserci qualcuno che è qui, che fa riferimento e che si prende cura, certo del paziente, ma anche dei familiari e anche dei clinici cioè creando dei percorsi virtuosi, ma non appunto un, una persona applicata lì, una persona che conosce questi, questi aspetti, che ne fa ricerca, che ne fa ambito di, di riflessione. Quindi questo, anche qui la voce vostra conterà molto, di, di tutta la comunità conterà molto. C'era una domanda del dottor Costa. Eh, è una curiosa coincidenza oggi questa di aver incontrato te qui. Io mi iscrissi a medicina per fare lo psicologo e poi. Per, perché, sì, perché avevo cominciato a leggere Freud che avevo 14 anni, direi un po' troppo presto, e, e vabbè, per vari motivi altri. Poi sono stato mh, sei mesi eh, col mio amico, allora dottor Giancarlo Trombini, all'istituto di psicologia e capii che non era il mio mestiere. Eh, Rizzoli, il professor Rizzoli scrisse una lettera di presentazione mia al professor Labò eh, dicendo cose encomiabili, eccessive nei miei confronti e io finì in clinica medica e dopo è cominciata quella storia lì del pancreas, eccetera, eccetera. Però io non riesco a vedere un paziente se prima non, non mi sono fatto un'idea di, di quello che dicevi tu, perché mi è rimasto il tarlo in, nel cervello di questo po' che mi è rimasto. Della psicologia e quindi io ho la tendenza ad usare, dicono troppo, ma insomma, psicofarmaci, quelli che può usare l'internista, intendiamoci bene, con, con, con frequenza continua, capito, e quindi ha compreso su me stesso. E, però io non sarei d'accordo, proverei a discutere una cosa con te sul fatto che i serotoninergici siano i farmaci ideali da usare in questi pazienti qui, perché eh, non concorderei sul fatto che dopo una settimana noi vediamo effetti, perché noi vediamo pazienti trattati con serotoninergici dove gli effetti a fatica ci sono dopo 20-30 giorni, qui stiamo parlando di pazienti che tendenzialmente purtroppo durano poco. Io mi trovo molto molto meglio col vecchio triciclico eh, che ha un effetto immediato, che ha soprattutto nella sua formulazione ansiolitica dell'amitriptilina, ha un effetto straordinario sull'ansia. Quindi io penso che in questi pazienti qui, e mi sembra che anche negli Stati Uniti, ci sia ancora tendenza a usare piuttosto amitriptilina che non gli asser... Scusami. Anzi... La ringrazio per la precisazione importantissima, appunto parlando no, a, a medici e medici in formazione, tutto, tutto assolutamente giusto. La mitreptilina viene uno, uno dei pochi eh, triciclici che è ancora in commercio e utilizzato e che ha indicazioni specifiche proprio per questi, per questi ambiti. Adesso io parlando appunto di situazioni familiari, ecco, eccetera, quando emergono questi sintomi, oh, messo un esempio, ecco lì i serotoninergici, anche perché c'è questa no, quest ipotesi molecolare della, del metabolismo serotoninergico che, che può, può essere eh, invocata no, per queste diagnosi di depressione prima. Ma quello che ha detto lei è totalmente corretto, non posso far altro che ringraziarla per, per la puntualizzazione. E poi eh, penso che il dottor Costa sia un candidato ideale no, per, per questi progetti che abbiamo no, di. Eh, dialogo tra i, il, il medico eh, più scusi il termine anziano ma dal punto di vista di carriera eh, e i, i giovani in formazione ecco, penso che sia creato ideale e poi se mi permette, io alla sua età ho iniziato a leggere Jung, forse lì dopo e, dopo e al dipartimento di psicologia sono un po' rimasto forse è stato lì un, eh, grazie, grazie davvero una piccola case history perché è il tema trattato da, è, è che Monica c'è anche ma posto anche come domanda cioè quello della formazione, è sicuramente un tema veramente interessante, eh, ripeto una piccola case history perché all'inizio dell'anno eh, con gli studenti dell'Università del Corso di Ravenna di Medicina abbiamo fatto una piccola presentazione dell'Oncologia organizzata da noi, dall'Università, dal Corso eccetera. Sono venuti primo e secondo anno c'erano 50 ragazzi, quindi ad invito libero non erano assolutamente obbligati sono venuti i responsabili della chirurgia, dell'oncologia, dottor Falcini, quindi sono stati due ore e mezzo, tre ore, credo lì, non si sono mossi di un centimetro, nel racconto più che altro esperienziale no? della loro esperienza umana nel fare la professione, quindi dare insomma degli stimoli, degli incentivi. Beh, da lì è nata un rapporto con questi ragazzi e con queste ragazze e abbiamo proposto loro di fare un'esperienza di volontariato guidata, formata, cioè di, come dire, di andare un po' dietro le quinte guardando un'altra angolatura. E adesso che le regole ce lo permettono per ritornare un po' all'interno delle strutture ospedaliere, probabilme, molto probabilmente 30 di loro faranno un'esperienza di volontariato. Attenzione, l'abbiamo specificato bene di non voler andare a fare i medici al secondo anno, no? Perché poi si rischia sempre di, di percorrere un pochino i tempi in maniera sciocca e inutile ma di guardare l'altro aspetto, cioè della compagnia ascolto, del dialogo, dell'accompagnamento, anche del conforto, delle cose semplici e credo che sia questa nel piccolo un'esperienza ripetibile, adesso ne faremo una simile a Forlì, mi dispiace che Giorgio non c'è, ma il 15 faremo questo momento simile al campus qui di Forlì. Eh, sono tutte piccole esperienze che vanno in questa direzione, cioè di cominciare a vedere le cose da un'altra angolatura e anche in questo credo che il mondo dell'associazionismo insieme all'università, insieme ai formatori sia d'aiuto, perché ti, ti dà un altro sguardo. No, non devo commentare naturalmente, cioè, è un modo di vedere molto moderno dal punto di vista della didattica, quindi no, non c'è nient'altro. Io, scusate la domanda che porto un po' più a terra, però ho due domande. La prima è come conciliare il consenso informato e il diritto di non sapere perché io ad esempio che spesso mi trovo a fare procedure invasive faccio fatica a dirgli le do il rischio di perforazione, di sanguinamento, di mortalità ed essere, e a volte anche a valorare come dire, il, la netta impressione che si ha a volte di certi malati di non voler sapere. E l'altra cosa che, che chiedo è soprattutto esperienze di centri, di chi ha già una struttura eh, molto ben consolidata nel trattamento di queste malattie, eh, oltre il, il fatto di saper comunicare, ma eh, organizzativamente come si trova il tempo di comunicare, perché spesso è una cosa che manca nelle organizzazioni. Sono nei, sì, nei, nei guardi. Tanto complimenti, serio. bella domanda, bellissima. Cioè, il tema del consenso informato è un tema che dovrebbe ridurre quella che si chiama simmetria informativa, cioè il paziente deve essere reso edotto. Il, però esistono dei pazienti che si chiamano proprio in letteratura pazienti struzzo, cioè voglio mettere lì secondo me... Il, la capacità di comunicare, il grado di comunicazione, non esplicitare in numeri il rischio e minimizzarlo diventa indispensabile se loro ti esprimono questo, cioè non è che devi essere cruda, devi riportare anche la volontà del paziente di non sapere, non puoi, eh, come dire, caricarlo. Di... Io adesso vivo un'amica con un tumore al pancreas che ha appena finito in un trapianto ematologico, dopo tre mesi gli hanno fatto un tumore al pancreas e lei mi ha detto, guarda, Dimmi solo se mi devo sottoporre a chemio sì o no. E gli ho detto di sì, <ride> ero con Luca. Per cui è, è difficile, ma non è che proprio gli devi dire proprio esplicitamente tutti i rischi. Quindi questo, come dire, non è ammorbidire, ma non essere così chirurgici. L'organizzazione. Cioè, secondo me, torniamo al tema della slide del professore. cioè è molto più facile per un medico di organizzazione o per chi fa questo lavoro, anche per i clinici, buttarsi sui numeri. A me piacciono molto, faccio questo lavoro, cioè, non c'è niente da fare, e mi esprimo attraverso i numeri. Però l'introduzione del gruppo multidisciplinare l'ho scritta io in una norma della regione perché mi sono resa conto che all'aumentare della complessità organizzativa... Anche tra clinici e tra infermieri c'è una simmetria informativa, tu non puoi saper tutto e quindi questo è il primo aspetto. Il secondo è che proprio perché non puoi saper tutto, nel momento in cui sei così indeciso, lavorare sul confronto ti consente almeno di aumentare il tuo livello di sicurezza nel comunicare una cosa. Per cui secondo me i tempi di relazione, che sono i tempi degli incontri, e quant'altro sono tempi fondamentali. È chiaro che secondo me deve proprio cambiare una generazione intera di medici di direzione perché ci hanno, ci hanno strutturato a un tecnicismo fatto di numeri, la visita al quarto d'ora, la degenza media. Io per picconare la degenza media in IRST ho dovuto fare una grossa fatica col mio direttore generale perché secondo me. Lavoriamo sulla proprietà del ricovero, sull'alternativa piuttosto, sulla domiciliarizzazione quando non c'è una possibilità e c'è una buona famiglia di sostegno, cosa su cui lavoriamo ma mai abbastanza, dovremmo mandare qualche infermiere a domicilio, cioè bisogna proprio cambiare i paradigmi organizzativi, ma lo dico perché l'ho vissuta da paziente e, e, e da medico. se non ci sono altre cose ah no, scusate, c'era una domanda sì, perché se no non riusciamo a sentire approfitto del suo intervento io non sono medico sono un'operatrice di medicina integrativa sono una massaggiatrice oncologica esperta in aromaterapia e in oncologia ora, io ho sentito tutte le vostre relazioni ho sentito l'approccio della, pancre eh, della pancreas unit ma non ho sentito nessun intervento che riguardi la medicina integrativa. Io provengo dall'Olanda, un paese dove eh, l'aderenza alle cure spesso non è così elevata se non in pazienti che seguono medicina integrativa e l'America in questo ci ha aiutato. Rispetto alla sua relazione, quando parlava di evitamento, di depressione, di rabbia, come la medicina integrativa crede che possa aiutare? Io la ringrazio per questa domanda. Che a mia volta non, non l'ho citato perché confesso la mia non conoscenza di questi ambiti. E purtroppo non, so, non sono in grado di darle una, una risposta su, su questo. Non è una, una negazione, ma è una mancanza, ve lo dico in modo molto sincero: non, non conosco questi, questi ambiti, purtroppo non, non li conosco. Non so se ecco, i, ci sono colleghi. Che, immagino, che, che penso pot, possano rispondere. Ecco, vedo. Eh. Eh, diamo un attimo la parola al professor Capuso che, visto che il, di Pancras Unit e <ride> di centri di riferimento ne sa qualcosa, il, eh, un commento... No, io credo che ci sono delle cose che non sappiamo perché non ci sono dati e che dobbiamo fare. No? Noi, per esempio, abbiamo parlato tanto di comunicazione, stiamo facendo... Uno studio con la facoltà del San Raffaele di filosofia della comunicazione in cui loro misurano il modo in cui noi comunichiamo, l'effetto che questo ha sull'engagement, l'effetto che questo ha sul percorso di cura con dati che io non pensavo. Ci dicono che spesso il paziente ha un fenomeno che loro chiamano di masking, cioè si comporta in un modo che in qualche modo è teso a compiacere le aspettative del medico, cosa che io non avrei pensato. Ma insomma, questo. Quando avremo i dati li mostreremo, non sarà un randomizzato, sarà una bassa evidenza, ma avremo dei dati. Ma in risposta al fatto dell'aromaterapia, cioè il punto è, è un po' il contrario. Se hai dei dati sull'aromaterapia che siano osservazionali, piuttosto che un randomizzato, retrospettivi, prospettici, se possibile pubblicati, ovviamente cerchiamo di tenerne conto. Cioè magari non abbiamo letto l'ultimo articolo, non dice guarda che però la settimana scorsa sull'ANSET è uscito questo. Se non ci sono, sai, siamo nell'ambito delle percezioni dove uno vale uno e questo è un paese che è rovinato dall'uno vale uno. Soprattutto quando l'uno è pubblicato sull'anset, l'altro uno è io penso che, io penso un sacco di cose, il 99% di quelle che penso sono sbagliate però. No. Bene direi di procedere, ringraziamo eh, il professor Agostini e mm. chiamo la dottoressa Guernacini che il, visto che oggi abbiamo parlato di fattori di rischio, stili di vita e lei ci parlerà di, il, eh, di quello che è l'impatto della nutrizione. Eh, su quelle che sono le patologie, tra cui anche la patologia pancreatica. Prego Katia. Okay. Il mio intervento è rivolto un po' meno ai medici e un po' più ai cittadini e ai pazienti e il mio obiettivo è, è quello di dare maggiore conoscenza e cultura riguardo allo stile alimentare corretto da seguire sia in prevenzione terziaria che in primaria. In prevenzione terziaria quando quindi la malattia si è già presentata. E dove l'alimentazione ha lo scopo di ridurre sia la gravità e le complicanze della malattia, sia il rischio di farla recidivare. In prevenzione primaria, invece, è quell'alimentazione che ha lo scopo di ostacolare l'insorgenza della malattia e ridurre la probabilità che la malattia si presenti. La prevenzione secondaria, abbiamo visto, è quella che attraverso gli screening permette di fare diagnosi precoce e quindi quando ancora la malattia è in fase iniziale o ehm, asintomatica, e quindi l'importanza di procedere agli screening. Il primo concetto che vorrei fosse chiaro è quello che non esiste una dieta ideale per, un paziente, per il paziente oncologico, cioè non esiste un modo standardizzato di mangiare eh, che vale per ogni fase della malattia. Esiste invece, a seconda della fase della malattia in cui si trova la persona, un ideale supporto nutrizionale in cui le scelte della dieta e degli alimenti possono influenzare sia la progressione del tumore, il rischio di farla recidivare e la sopravvivenza globale. Ho detto a seconda della fase della malattia perché il paziente affetto da tumore pancreatico, come anche in altri casi di tumore, deve affrontare un percorso che qui ho schematizzato fatto da tappe. Eh, che ha, eh, in cui queste tappe hanno particolari caratteristiche diverse che molto spesso hanno un impatto negativo eh, sullo stato nutrizionale. Quindi eh, cosa succede? Eh, in queste situazioni fanno correre il rischio alla persona che deve affrontare queste tappe di avere un deterioramento dello, dello stato di nutrizione. Quindi ci deve essere, ci dovrebbe essere sempre in tutte le fasi della malattia un percorso parallelo che segue il paziente e che lo aiuti a fronteggiare i sintomi che impattano negativamente sullo stato nutrizionale, per evitare quello che, che si manifesti, una, uno stato particolare di malnutrizione, che è quella condizione di depauperamento delle risorse energetiche e proteiche. E di altri componenti, di altri nutrienti dell'organismo che potrebbero ostacolare il percorso di cura. Questo perché eh, tanto è vero che, ed è proprio per questo motivo che la malnutrizione nel paziente oncologico viene definita la malattia dentro la malattia, perché eh, provoca un prolungamento della permanenza in ospedale dopo gli interventi chirurgici ed un aumento delle complicanze post-operatorie un incremento di rischio di sviluppare tossicità durante i trattamenti e quindi la possibilità che il paziente debba interrompere le cure prima e peggiora la qualità della vita. <clears throat> Vediamo adesso come l'alimentazione entra nel percorso di cura che io qui ho schematizzato in eh, cinque fasi. Eh, al momento della diagnosi molto spesso è frequente la perdita di peso involontario a causa delle presenze del tumore. Che determina da un lato una riduzione dell'appetito nella persona, dall'altro l'aumento dei processi catabolici. È necessario quindi che questo eventuale eh, calo di peso eh, venga individuato e per questo eh, il paziente deve essere eh, inserito appunto, in un percorso dove viene, ma, ehm, viene fatto un primo screening basato su appositi questionari validati. Eh, che permettono di capire se la persona ha le caratteristiche per le quali potrebbe aver sviluppato una malnutrizione. Se così fosse, successivamente la persona viene indirizzata a un ulteriore screening, un ulteriore cancro nutrizionale, dove attraverso altri dati che vengono raccolti personali del paziente, eh, viene fatta la possibilità di eh, individuare un piano nutrizionale personalizzato, eh, fatto attraverso modificazioni dietetiche o supplementi nutrizionali o nutrizione artificiale. Per quanto riguarda l'intervento chirurgico, il protocollo ERAS nella chirurgia del pancreas per un miglior recupero prevede un supporto nutrizionale. Nel caso in cui il paziente sia risultato affetto da malnutrizione, un aumento della quantità di carboidrati per contrastare l'insulina resistenza che insorge nel postoperatorio, e una rapida ripresa dell'alimentazione dopo l'intervento chirurgico, al fine di assicurare maggiore energia al paziente e per stimolare la funzione dell'intestino. Per quanto riguarda il post-intervento chirurgico, eh, l'intervento prevede l'asportazione parziale o totale del pancreas e questo può eh, comportare quindi una, compromission, una compromissione della funzionalità dell'organo, che consiste eh, in una riduzione della eh, secrezione di insulina e quindi un'intolleranza glicemica, il manifestarsi di un'intolleranza glicemica o diabete e una mh, riduzione della secrezione degli enzimi digestivi. E quindi una manifestazione di sindrome da malassorbimento. La funzione endocrina del pancreas viene sostituita dalla somministrazione cronica di insulina, e per quanto riguarda la funzione esocrina del pancreas, viene rimpiazzata dall'assunzione eh, di farmaci che contengono degli enzimi pancreatici e che quindi sostituiscono gli enzimi digestivi naturalmente prodotti dal pancreas. AISP, a questo riguardo, l'Associazione Italiana Studio Pancreas, ha prodotto un piccolo chiaro opuscolo per fornire dei consigli pratici al paziente per come utilizzare questa terapia. Per quanto riguarda l'alimentazione durante la terapia, è importante che l'alimentazione svolga due funzioni. La prima è quella di avere un effetto antinfiammatorio per contrastare l'infiammazione cronica la seconda è, è quella di contrastare gli eventuali effetti collaterali delle terapie. Eh, perché dobbiamo contrastare l'infiammazione cronica? Perché nell'infiammazione cronica noi troviamo delle molecole infiammatorie che sono espresse in cronico, cioè in maniera continuativa, che quindi sono in grado di far partire una cascatola di, mo di molecole infiammatorie che, per la patologia oncologica, hanno il ruolo di stimolare la proliferazione cellulare. Di favorire la genesi del tumore e la sua progressione ed influenzare la prognosi. Quindi eh, l'infiammazione cronica, cronica favorisce la pregussione del tumore, e per questo la dieta deve avere un effetto antinfiammatorio. Eh, vari studi hanno confrontato i vari profili alimentari per capire quale modello alimentare avesse un livello di eh, infiammazione più o meno alto. Eh, il modello occidentale, che è quello che eh, si è esteso eh, anche nei paesi del Mediterraneo, è un modello che, eh, caratterizzato da un elevato, un eccesso consumo di carne, carne rossa e salumi, che mh, essendo ricchi di acido arachidonico, fanno produrre delle sostanze antinfiammatorie. Come diceva un medico del 1500, eh, è, la che, eh, è la giusta dose che differenzia il veleno dal rimedio. Eh, il modello occidentale è caratterizzato, oltre che eh, dall'eccesso consumo, consumo di carne, carne rossa e salumi, dalla eh, presenza di grassi saturi presenti appunto negli alimenti di origine animale, eh, dalla presenza di eh, un'alta presenza di grassi idrogenati presenti in vari alimenti industriali come eh, patatine fritte ultraprocessate, dolciumi, snack eccetera, e la presenza di eh, grassi trans che derivano da origine, di, nonostante siano di origine vegetale, però si formano con eh, la raffinazione degli oli nei prodotti industriali. Quindi eh, quando un alimento è troppo ricco in zuccheri, sale, grassi ed è troppo raffinato diventa un alimento, un alimento infiammatorio. Per contro eh, è stato visto che eh, ehm, la dieta mediterranea insieme alla macrobiotica lo stile alimentare della macrobiotica sono quelle che invece sono associati a una riduzione dei marcatori infiammatori eh, naturalmente per la, per la popolazione italiana sarà più semplice seguire la dieta mediterranea rispetto alla macrobiotica che deriva appunto dai paesi orientali eh, la dieta mediterranea su che cosa si basa? È basata su cereali non raffinati, legumi, verdura, frutta, pesce e olio. Sono tutti alimenti che eh, permettono di eh, avere un, un grado di infiammazione molto basso e quindi di non favorire la crescita del tumore. Soprattutto i cereali non raffinati, mantenendo la parte fibrosa, riescono a mantenere delle eh, sostanze. Che hanno una funzione antinfiammatoria, come la tricina nel riso integrale, la vena trebine nella vena. E, e per questo bisognerebbe inserire nell'arco della settimana un consumo di eh, cereali integrali sotto forma di chicco. Il pesce grasso lo sappiamo, contiene gli omega 3, è, um, ha una forte componente, ha una forte funzione antinfiammatoria e dovrebbe essere. Consumato soprattutto per i pazienti oncologici anche due o tre volte a settimana. L'olio extravergine d'oliva, tra, tra i grassi da condimento, in assoluto è più antinfiammatorio, e grazie alla vitamina E, ma anche a fitosteroli, polifenoli e beta carotene, conferiscono un potere antinfiammatorio molto elevato. Quindi la dieta mediterranea è associata ha dei marcatori antinfiammatori molto importanti. Ma eh, la dieta mediterranea, che appunto aumenta i livelli di antiossidanti, non solo ha un effetto di riduzione eh, nei confronti delle, delle patologie neoplastiche, eh, è dimostrato che ha un effetto di riduzione anche per altre patologie. Eh, come le patologie cardiovascolari, le demenze, il diabete di tipo 2, il sovrappeso e, le, e la depressione. Nella cartellina che avete ricevuto, se volete sapere quanto il vostro modo di mangiare è aderente alla dieta mediterranea, potete fare questo test eh, che è stato realizzato da Crea Alimenti e Nutrizione per uno studio che voleva indagare su quanto la popolazione Aderisse alla dieta mediterranea. Il test comprende nove domande, però una per ogni gruppo, viene dato un punteggio da 0 a 2 e a seconda del punteggio che si viene ad avere, da 0 a 4 non adeguata, da 5 a 9 scarsamente adeguata, eccetera, eccetera, uno si rende conto quanto il proprio modo di mangiare eh, può essere considerato più antifemmatorio o meno. Per quanto riguarda abbiamo detto, la dieta durante le cure deve avere un effetto antifiammatorio, ma deve anche cercare di eh, diminuire gli effetti collaterali delle terapie. E, qui eh, le le, gli effetti collaterali appunto, alle, alle terapie eh, possono essere molteplici, vadano dalle, a seconda del tipo di farmaco, a seconda della persona, e eh, in questo caso, comunque, l'intervento nutrizionale con delle persone dedicate, può aiutare la persona a eh, diminuire gli effetti collaterali e quindi anche a eh, permettere il proseguimento delle cure e migliorare la qualità della vita. Le situazioni in cui eh, ci si trova di fronte sono molteplici, ehm, però ne vale la pena eh, provare con l'alimentazione a risolverle perché i risultati positivi ci sono. Per quanto riguarda eh, la fase successiva eh, al trattamento, quindi eh, quella fase in cui il paziente viene definito, cioè la persona diciamo, è definita libera da malattia, qui eh, abbiamo delle raccomandazioni eh, specifiche che ci vengono date dal WCRF. Il WCRF nella, nella sua decima raccomandazione ci dice appunto che le persone che hanno avuto diagnosi di terapia per ehm, diminuire il rischio di farla decidivare eh, è raccomandato appunto, che queste persone ehm, seguano le raccomandazioni eh, che vengono date dal VCRF. Il VCRF è eh, un ente no profit che ha iniziato a raccogliere ehm, quelle che sono le maggiori evidenze scientifiche sul tema, sulla correlazione tra dieta, attività fisica e rischio di cancro. Questo al fine di comprendere. In che misura la dieta e lo stile di vita possono avere un effetto, una, possono, avere una una, possono aumentare o diminuire il rischio della patologia oncologica? Alla fine di questo lavoro sono state formulate delle raccomandazioni da rivolgere alla popolazione per diminuire il rischio di avere una patologia oncologica. Eh, anche il Codice europeo contro il cancro aveva già ehm, nelle edizioni passate eh, dato delle indicazioni precise e simili. Eh, il, ehm, questa ultima edizione del 2014 è un pochettino datata. Quella invece del VCRF è più recente, del 2018-2019, e ehm, dove ha scelto questa. Eh, grafica a, cer a cerchio e rispetto alle ehm, indicazioni che sono state date precedentemente ha inserito tre grandi importanti novità che vedremo <coughs> insieme. Eh, la prima <coughs> novità, che, la prima cosa che ci dice di nuovo è che eh, seguire un'alimentazione eh, basata sulle raccomandazioni del, VCR, del VCRF che è caratterizzata da alimenti e bevande con altre concentrazioni di vitamine, minerali e fibra: ha un vasto contenuto di sale, grassi, zuccheri aggiunti, è in grado di promuovere un buono stato di salute e di prevenire non solo la patologia oncologica, ma anche molte altre patologie non trasmissibili, quali come il diabete, le demenze e le malattie cardiovascolari. Quindi quello che ci dà ci cioè sta offrendo adesso la ricerca è una prevenzione a 360 gradi che le persone dovrebbero cercare di seguire il più possibile per evitare per ridurre il rischio di ammalarsi non solo per la patologia oncologica ma anche per altre malattie. Naturalmente alla base di uno stile di vita sano c'è l'esclusione del fumo. Pensate che il fumo è stato stimato che è responsabile di un quarto di tutte le malattie di morti per cancro. Quali sono i tumori maggiormente eh, legati all'abitudine del fumo? Non solo quello del polmone, ma anche quello della eh, pancreas, della bocca, della faringe, del rene. E quindi eh, è import sarebbe importante eh, intervenire, soprattutto nei giovani, e sensibilizzare verso una disincentivazione, disincentivazione di questo eh, comportamento. La prima raccomandazione, l'abbiamo vista anche prima, è mantieni di normo peso. Nelle sue raccomandazioni il VCRF dà degli obiettivi, degli obiettivi affinché, eh, per più, affinché siano più efficaci queste raccomandazioni, degli obiettivi che le persone si dovrebbero dare. E in questo caso dice mantieni il peso corporeo entro un range di normalità. E lo va a specificare questo range di normalità. Il regio di umanità di normalità è quello dato da eh, un eh, indice eh, che dovrebbe stare tra un 18,4 e un, 18 un 24,9 che non è altro che un rapporto tra il peso fratto l'altezza al quadrato. E dice anche che eh, quando si è più giovani bisognerebbe cercare di stare vicino al valore al più basso quindi eh, verso 18, 4, 19, 20 e quando si cresce magari non superare comunque il 24, 9. Eh, sicuramente questo è un indice che ha dei limiti eh, perché non tiene conto della distribuzione del grasso e cioè della qualità delle masse, il discorso della massa, ma della massa muscolare e della massa grassa. Eh, per questo inserisce un altro eh, eh, obiettivo che è quello di evitare l'aumento di peso e l'aumento della circonferenza vita durante l'età adulta. Ehm, dà anche dei valori eh, dove eh, invita le persone eh, per quanto riguarda gli uomini a non, misura, a non superare i 94 cm di circonferenza vita e per quanto riguarda la donna non superare gli 80 cm. Quindi, quando uno dice che con l'età è normale avere un po' di pancetta o con la menopausa è normale aumentare la, circon la circonferenza vita, no. Una persona deve cercare di modificare il proprio stile di vita, la propria alimentazione, inserire attività fisica in modo da non superare questi valori. Ma perché eh, il grasso addominale è più pericoloso? Il grasso addominale, come vedete, è, un vero, è associato all'incidenza eh, al rischio di vari tipi di tumore, oltre il pancreas, altri tipi di tumore. E, eh, ma perché eh, il grasso addominale è così peric pericoloso? Eh, perché eh, la dipocita, cioè che fa parte appunto della cellula del grasso addominale del grasso, è ehm, nella zona addominale un vero e proprio eh, organo endocrino, il grasso addominale. Eh, una volta si pensava che fosse, eh, che, non avesse, che fosse inerte, che non producesse delle. Eh, molecole particolari. Invece è stato visto che la dipocita può produrre molecole che possono andare a creare degli squilibri sia a livello ormonale sia a livello di fattori infiammatorio che vanno in circolo e queste eh, molecole nel momento in cui sono sovraespesso possono andare a eh, aumentare eh, il rischio della patologia oncologica, a innescare tutta quella serie di reazioni a cascata che favoriscono la, la crescita della patologia oncologica. Per quanto riguarda eh, la raccomandazione, l'abbiamo vista, di mantenersi attivo, eh, viene naturalmente confermata, viene aggiunta anche e viene data in, questo, in, questo, in questa raccomandazione... Dottoressa, anche ancora un paio di minuti, poi lasciamo spazio alla discussione. Sì, grazie. Eh, L'attività eh, fisica intensa. Eh, L'attività fisica intensa che deve essere presente... Eh, o tre, eh, 15 minuti al giorno oppure 30 minuti di attività moderata. Eh, per quanto riguarda, eh, ecco, le, si invita appunto alla raccomandazione di consumare cereali integrali, verdura, frutta e legumi, proprio per aumentare l'apporto di fibre e aumentare eh, la, la quantità di antiossidanti. Le fibre hanno un effetto uh, protettivo nei confronti del microbioma, nel, cioè nel senso che fanno crescere quel microbioma sano che eh, mh, 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 crea, delle, sostan crea delle, delle sostanze che hanno un effetto antinfiammatorio, eh, è da privilegiare e consumare un'alta quantità di eh, frutta e verdura, in questo senso. Eh, le indicazioni sono quelle di arrivare almeno a 400 grammi di frutta, al giorno, di frutta e verdura al giorno. Eh, lo sappiamo, l'abbiamo sentito, le, la, le, le, le quantità di, eh, di, di verdura e di frutta, la loro importanza, è data dal fatto che eh, si riesce a coprire, eh, a garantire una quantità di antiossidanti diversi a seconda dei vari tipi eh, di colori. Eh, qui vi, ho fatto vedere, vi faccio vedere una serie di fitocomposti presenti appunto nella frutta e nella verdura, le sottofamiglie dei glucosinati, delle antocianine, dei carotenoidi, dei solfuri lilici che hanno una funzione, una funzione protettiva, antiossidante, e quindi eh, devono far parte della nostra alimentazione quotidiana. Una particolare rilevanza è quello dato dal, dall'olex vergine d'oliva. Eh, grazie alla sua eh, presenza di fitosteroli, polifenoli, beta-carotene vitamin e vitamina A che eh, aumentano riesce a aument anche la biodisponibilità degli altri antiossidanti presenti nelle altre verdure. Eh, limita il consumo di grassi e zuccheri. Questa è eh, una Dottoressa, novità. arriviamo alla conclusione, grazie. Sì. grazie. Eh, Un'altra novità che viene data per quanto riguarda gli alimenti ultraprocessati e ehm, vado avanti eh, limitare il consumo di carne rossa l l è stato riconfermato un, l'ultima eh, novità che è presente eh, nelle raccomandazioni del WCRF è quella del eh, non mh, fare uso per la prevenzione del cancro di integratori questo perché è stato visto che l'utilizzo di integratori a lungo termine possono avere un effetto opposto, quindi essere, agire da proossidanti eh, anziché di antiossidanti. Mm, gli integratori devono essere presi solo e soltanto sotto consiglio del medico. E mi avvio alla conclusione, alla luce di quello che si conosce e di quello che la ricerca ci, dite, ci dice sulla correlazione tra dieta, stile di vita e malattie croniche... Ehm, mi chiedo mh, se, eh, chiedo, se eh, mi sembra che sia giusto, sarebbe giusto inserire eh, un'altra materia che venga fatta lungo tutto il percorso scolastico di educazione alla salute, eh, in modo tale da aiutare nuove generazioni a scegliere dei comportamenti corretti da seguire per stare in salute e eh, divulgare, far conoscere il più possibile le raccomandazioni per la patologia oncologica. Grazie. Allora, siamo un po' in ritardo, una domanda secca da parte della dottoressa Binda, rapida e rapida risposta. Sì, spesso in chi ha una neodiagnosi di malattia pancreatica, che sia maligna che sia benigna, manca la cultura da parte di molti medici. Eh, e non si pensa nella pratica quotidiana alla nutrizione, eh, ti chiedo se ci possono essere dei modi eh, per agevolare percorsi eh, di integrazione ospedale-territorio per inviarvi questi tipi di... Di malati eh, e spesso ripeto, non ci sono ancora dei sistemi organizzativi. E se ci sono dei suggerimenti, come la vedi in futuro? E, e l'altra è se non debba far parte una, da un, della lettera di dimissione dei consigli dietetico-nutrizionali, magari condivisi con i nutrizionisti ospedalieri, proprio da legare insieme al piano terapeutico, certo. E... Allora, diciamo che ci sono delle realtà, degli ospedali, eh, insomma, confrontandomi magari con altre colleghe, dove eh, cioè, la presenza del eh, nutrizionista eh, è presente, cioè ci sono delle persone dedicate che eh, seguono i malati, sia oncologici che eh, in altri reparti, eh, e quindi riescono a, a garantire... Eh, un supporto e a dare delle indicazioni precise in, in base alle patologie. Eh, non in tutti gli ospedali è presente e eh, sicuramente la possibilità di poter eh, confrontarsi e interagire a livello di pubblico e privato potrebbe essere una soluzione per sopperire appunto a questa mancanza. Eh, per quanto riguarda eh, nel foglio delle dimissioni quando un paziente viene dimesso eh, molto spesso mancano le eh, indicazioni eh, da questo punto di vista, cioè eh, i nutrizionisti soprennutrazione applicata eh, hanno bisogno della diagnosi fatta da medici, cioè è il medico che deve dire eh, se il paziente ha bisogno di una dieta particolare eh, o meno. Però sicuramente un confronto potrebbe eh, aiutare il paziente. Va bene. Grazie, dottoressa Bonaccini. Adesso facciamo un rapido collegamento con la dottoressa Gabellini, che è il presidente dell'associazione oltre ricerca, che come avete sentito prima è anche uno dei eh, finanziatori del, delle ricerche dell'associazione italiana dello studio per il Pancreas che ci fa un suo saluto da, da Rimini e, e poi dopo andiamo avanti con la tavola rotonda. Prego, dottoressa. Buonasera, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Benissimo. Buonasera a tutti. E come ha già detto il professor Colani, mi chiamo Francesca Bellini e sono presidente dell'associazione Oltre la ricerca. E vi porto i saluti da Rimini, da tutto il nostro staff, dell'associazione dei pazienti presenti. Noi abbiamo iniziato alle tre, quindi alcuni non sono più qui, sono ritornati a casa. E, e con noi anche dei medici del gruppo ospedaliero. Ecco, quest'anno noi, sono tanti anni che organizziamo la giornata mondiale insieme ad altre associazioni pazienti presenti in Italia, abbiamo pensato di dedicarla proprio ai pazienti perché perché sono proprio loro al centro delle nostre esigenze e, e quindi proprio alle informazioni che speriamo di dare a loro, che abbiamo dato oggi in questa giornata e che loro possono anche dare a noi e alle loro richieste e soprattutto i loro bisogni come sede abbiamo scelto un simbolo per noi qui a Rimini che è la Casa delle Associazioni e appunto è un'istituzione che raccoglie le varie associazioni presenti sul territorio ed è questo questa casa di associazione è prevista nelle varie province. E mh, ecco, e perché abbiamo fatto questo? Perché siamo qui? E prima di tutto insieme ai pazienti ma anche perché eh, abbiamo scelto questa, questa sede perché l'associazione per noi rappresenta e vuole essere anche il ponte tra i cittadini e le istituzioni e i pazienti e l'ospedale a supporto anche dei processi di diagnosi e di cura e proprio per stare vicino al paziente. Oggi per noi è stata una giornata importante perché abbiamo, come si dice in gergo medico, somministrato le survey, cioè abbiamo fatto compilare dei questionari e sostanzialmente mh, con delle informazioni che servono per capire effettivamente nel concreto i bisogni dei pazienti. In particolare, molte volte ci riferiscono che ehm, la spesa per integratori e farmaci proprio somministrati post cura e post intervento incidano in maniera importante sulle loro finanze. Quindi, questi dati ci servono per costituire la base di partenza per poi presentare alle autorità competenti proprio delle richieste di esenzione. Quindi ehm, questo, questo progetto si svilupperà ehm, con la vostra collaborazione, se vorrete, eh, anche ehm, in altre unità ospedaliere ed è stato anche mh, condiviso con AISPA che appunto è l'Associazione Scientifica del Pancreas. Eh, sono stati presenti la nutrizionista, la psicologa, i volontari e, e quindi tutti insieme eh, come ehm, il nostro è un saluto ma anche un ringraziamento perché prima di tutto vi ringraziamo eh, perché ehm, proprio i referenti di Forlì hanno condiviso con noi la campagna di sensibilizzazione della coalizione mondiale eh, perché in questo periodo sta girando sui monitor aziendali dell'ASL e Vasta Romagna e questa è la prima campagna sul pancreas a essere proprio condivisa a livello sanitario e poi per aver realizzato questo collegamento che rappresenta un messaggio per noi fondamentale che è quello di rete. Cioè costruire una rete è l'obiettivo della nostra associazione e anche delle associazioni presenti in Italia che collaborano con noi, perché sentirsi protetti da una rete è soprattutto una speranza che hanno i pazienti proprio quando si presenta la malattia. E quindi grazie dell'incontro che quest'anno avete organizzato, grazie anche per il collegamento che ci avete proposto e grazie a tutto il lavoro che avete fatto, che state facendo e che faremo tutti insieme. Grazie. Bene. Grazie dottoressa, poi, poi continu potete continuare a rimanere collegati, noi intanto andiamo avanti Grazie. con l'ultima parte. Il, allora Io avevo eh, il piacere di chiamare quelli che erano nella tavola rotonda qui al tavolo e poi se qualcuno di loro aveva eh, qualche riflessione spontanea, bene, se no gliela stimolavo io, che così la, ravviviamo la, la tavola rotonda. Oppure Piero, visto che è, di, eh, è da tanto tempo che segue. Ehm, eh? State qua? Dovete stare lì? Va bene. Il microfono, dopo poi gira, cioè, vi tocca. Cioè, venite almeno, Gabriele, venite almeno davanti, perché sennò. Insomma, siete tutti sparsi. Allora, il tema della tavola rotonda e il tema della Pancras Unity di cui ne abbiamo parlato, accennato durante l'incontro. Eh, chiedo a, a Gabriele, che è sicuramente quello che più di tutti ha lavorato in, questo, in questa direzione all'interno della Regione Lombardia. Qual è secondo lui, perché io ho visto i numeri uh, da 50 a 60 in Lombardia, avete ridotto più o meno a 10, qual è secondo voi l'esigenza, il, diciamo il cutoff, la necessità che ci deve essere, non solo in Lombardia ma in generale in tutte le altre regioni divise probabilmente. Immagino per milione di abitanti e, e come creare poi, il, eh, al di là delle pancras unit, valutare il fatto perché. Immagino che poi di quelle dieci che più o meno sono state identificate, in realtà ce ne siano 3-4 che sono ad altissima, alta, altissima professionalità e magari le altre sì, magari c'è il buon chirurgo che ha esperienza, però magari il radiologo non ha neanche mai visto un pa, faccio per dire ovviamente. O piuttosto il patologo è uno che fa un po' di tutto e quindi come organizzarli in modo tale che ci sia una sorta, almeno all'inizio, di tutoraggio da parte del, de comunque delle. Anche se unedì che sono più formalizzate e strutturate. Ecco, Quella quel era la tua idea. Non, non solo in Lombardia, che ovviamente lo state già facendo, ma in generale come spunto per di riflessione per le altre regioni. Ecco. Allora, poi non, Stefano, non so se cioè se, eh, se poi mi ci coordiniamo appunto. Però eh, sulla delibera di aprile. Non c'è scritto, uh, scritto che si delibera che si costituisce eh, il concetto di Pancreas Unit, con la cura che sarà solo le Pancreas Unit, ma non è chiarito in maniera uh, precisa uh, come si farà questo che tu dici. In realtà, nel tavolo di lavoro, io so che sta venendo definito che c'è un periodo, mettiamo così, in cui i centri possono permettersi di andare sotto l'asticella prestabilita ma a quel punto devono far training nei centri maggiori. Questo non è completamente chiaro, cioè che vuol dire che chi fa l'econdoscopia all'RCP andrà da Mutignani al Niguarda, così si perfeziona, piuttosto che il chirurgo andrà a San Raffaele. Insomma, questo chiaramente va chiarito. Io credo che il, il primo passaggio era definirsi ora a far così. È chiaro che poi ci sono delle situazioni politiche e territoriali che devono, e questo è il compito anche della politica però, no? eh, normalizzare questo sul territorio per esigenze geografiche, da lì è troppo lontano, devi riuscire a andare un pochino più incontro al cittadino piuttosto che per un po' equilibri sanità pubblica, sanità privata, credo che questo sia inevitabile un po' ovunque, non so Stefano se hai altre... Eh, sì, que questo cioè, è un processo ancora un po' in, in itinere quindi delle direttive chiare e definitive non ci sono io vi ho fatto vedere però tutto quello che è, è, è richiesto uh, quindi tutta quella multidisciplinarietà questi dieci centri la devono avere in generale sono tutti centri accademici o comunque IRCCS istituti tumori uh, dove o per il, specificatamente per il pancreas o magari per altre patologie tipo HPB fegato trapianti bene o male la radiologia interventistica, l'endoscopia le, le, eh, avanzata ci sono. Ci sono. Eh, sì, magari non hai il patologo specializzato in pancreas, quindi dove tu hai delle lacune effettivamente bisognerebbe entrare in rete sostanzialmente. Anche perché su tante cose devo dire che la tecnologia al giorno d'oggi viene in avanti, nel senso che noi i nostri miti multidisciplinari ogni tanto abbiamo colleghi. Di altri ospedali che ci chiedono, li facciamo partecipare, quello per dire è una cosa molto, eh, molto facile. La stessa cosa vale per i patologi, okay? eh, il radiologo, quindi, se ci pensi, ci sono tante cose che, se sfrutti adeguatamente la tecnologia, ti viene, ti viene in aiuto. Quindi, questo è quanto. La mortalità appunto attualmente è concessa all'8%, di quei 10 centri ce ne sono 3 che hanno una mortalità tra il 5 e l'8. Per cui, per tenerli dentro invece di fare il 5 hanno fatto l'8, gli hanno detto: Avete due anni, tre anni di tempo per scendere sotto il 5 perché è quello è il cut-off, punto. E poi, ecco, sicuramente una riflessione importante era quella geografica perché una delle cose che io ho osservato, io conosco bene il direttore generale di Sondrio, e lui mi dice: Va bene tutto, ma io per tutta la Valtellina, l'Altolario, devo mandarli Bergamo, Brescia. O nel milanese sai eh, non è banale la cosa quindi cosa si fa la, la sanità pubblica trova delle risorse anche economiche per favorire la, la migrazione interna interregionale perché a Sondrio comunque sarà difficilissimo per una questione di numeri creare questa struttura gliela crei a Lecco ma una volta che è a Lecco a Bergamo a Milano il paziente si deve spostare in maniera significativa e quindi ecco, anche la geografia, anche in una regione come la nostra, un po' impatta, eh, perché noi diamo tutta una serie di cose per scontate, però c'è gente che non si sposta anche per questioni economiche, insomma, questo lo vediamo. Quindi, anche su quello so che stanno facendo qualche, qualche riflessione. Bene, visto che abbiamo la fortuna di avere un direttore sanitario della del di Meldola che ha lavorato in direzioni sanitarie di diverse aziende dell'Emilia dell Romagna, terra molto difficile. Il, il, la domanda in questo caso invece è riusciremo in Emilia Romagna, eh, regione molto difficile a, a cercare di capire eh, che tutto sommato... Il creare delle aree, delle, pan, delle, delle unit che sia sì, in questo caso il pancreas, che è più facile perché i numeri sono più piccoli, però si potrebbe discutere su tante altre patologie. E è il modo migliore di trattare i pazienti del nostro territorio. Allora, il dottore dice: voglio vedere cosa dico. dico. Allora, e... qui tra Cioè, non è no, che no, <ride> non no, ci no, sono politiche, no, no. Allora, secondo <ride> me. Parto, parto da lontano, ma sarò brevissima. Gestire vuol dire avere coraggio, perché se fai il nostro lavoro e non hai coraggio, devi cambiare lavoro. E io l'ho sempre espressa, la mia opinione. Quando, quando mi trovai a scrivere la riorganizzazione della rete, quello che sfugge a me, medico di direzione, che purtroppo ogni tanto leggo la letteratura, è che ormai è già tutto scritto. Quindi anche il sofismo di Sondrio, scusa, hai fatto una relazione bellissima. Però è un sofismo, cioè nel senso che io ho chiuso tre punti nascita che poi mi hanno costretto a riaprire. La mortalità era doppia e quindi per non essere quella che firmava la riapertura me ne sono dovuta andare. E il tema, sì non ho niente da perdere, ma il tema è questo, eh, cioè noi... Medici ci siamo fatti sopraffare da delle ragioni politiche, ma è stata colpa nostra che non le abbiamo spiegate sufficientemente, perché l'atto chirurgico di per sé, a mio avviso, va fatto a Milano. Fine. Quello che dobbiamo garantire al cittadino è una buona gastroenterologia, una buona anatomia patologica centralizzata, una diagnostica precoce, una cultura. Quando vedo che tutti si attaccano al lato chirurgico come fosse l'unica soluzione del problema o comunque il fiore all'occhiello, secondo me proprio metodologicamente abbiamo fatto passare un messaggio che il processo del pancreas o il processo della cura è fatto da un, da un mosaico complesso in cui se noi abbiamo un radiologo che non gira, arrivate alla diagnosi tardi, se abbiamo un'educazione... Ci siamo focalizzati su quello perché oggettivamente, lo dico sempre agli oncologi, purtroppo la chirurgia è risolutiva, cioè spesso è risolutiva, però bisogna avere il coraggio gestionale. E dalla politica, anche qui scusate la franchezza, vanno i chirurghi a dire, ma lo sappiamo fare anche noi, perché nella mia esperienza di direttore o di ultima ruota del carro ma che ama il suo lavoro, Tante volte mi sono sentita dire a Porretta Terme, che è un paese sperduto, che volevano fare chirurgia impossibile perché il chirurgo diceva che le sapeva fare. Chi è più limitato, il politico o il chirurgo? <ride> Adesso faccio una domanda, il, visto che c'è anche il dottor Costa, ma che, mh, la faccio a tutti e tre, a, sia a Fabri che alla Gianpalma, perché... Eh, I chirurghi, eh, qui prima hanno parlato eh, sia quelli di Milano che quelli di Verona, il, da, se, da, da diverso tempo- io ho eh, vent'anni che frequento strutture universitarie, eccetera, parlano di eh, ultraspecializzazione, cioè non. Eh, di chirurgia generale non ne parla più nessuno, ci sono i chirurghi generali che sono più dedicati a una determinata patologia più che da un'altra. Mi chiedo se questa, uh, questa come posso dire, sensibilità che secondo me i chirurghi da tempo hanno maturato, poi ce n'è qualcuno che gli piace ancora fare il tutologo, ma fortunatamente stanno calando, il, se questa sensibilità c'è anche nei confronti delle altre... Eh, eh, diciamo così, eh, specializzazioni dove i tutologi ovviamente fanno fatica a, a, ad essere così efficienti soprattutto poi se si parla di pancreas unit piuttosto che collectal unit eccetera ci dovrebbero essere non solo dei chirurghi che sono dedicati ma ci dovrebbero essere degli altri specialisti eh, dedicati. Allora vi chiedo se questo eh, sia fattibile eh, sia fattibile nella strutturazione odierna, che è quella che abbiamo oggi in azienda Osia Romagna, piuttosto che dall'altra parte, e quale che sia, magari secondo voi, più o meno i numeri che sono necessari affinché un radiologo, piuttosto che un gastroenterologo, un ecografista, un internista, insomma, abbia un, uh, un numero sufficiente di pazienti da trattare e da poter poi... E a farsi esperienza. Comincio io da povera radiologa. Okay. E, allora, sì, credo che, anzi, sono certa, perché nella nostra ormai mentalità, nella nostra cultura, da molti anni non esiste più la tuttologia in radiologia, perché sarebbe anche impossibile per quanto è cresciuta da un lato la tecnologia, dall'altro le quantità di cose che culturalmente devi devi sapere io poi vengo da una scuola qui c'è il mio maestro, primo maestro che è il professor Gabelli, che è ancora qui che ci ha già da subito appena specializzato entrato in scuola di specialità ci ha inculcato a dedicarsi a poi lui è un grande nell'ambito del torace io ho fatto altre cose però ad oggi nelle realtà dove io sono stata in questo momento dopo diciamo molti anni eh, come, come direttore ho sempre creato su tutte le patologie dei gruppi di competenza. Eh, non ci deve essere naturalmente una sola persona, perché non può essere uno presente sempre, ma il gruppo di competenza che si occupa dell'ipatobilio pancreatico, del torace, della cardioradiologia, cioè di qualsiasi cosa. Non si può prescindere oggi, nella modernità della medicina di oggi, da questa cosa, anche perché il radiologo che si occupa diciamo della patologia d'organo o di alcuni organi è quello che poi andrà ai meeting multidisciplinari dove imparerà a sapere dal chirurgo o dal clinico cosa deve indicare quando farà quell'esame e eh, acquisterà importanza e cultura da questo confronto e poi dall'altra parte perché ne abbiamo, ne abbiamo sentito dire molto bene prima sicuramente all'interno di questa pancreatic unit non c'è soltanto la parte diagnostica che è molto importante e che però è chiaro che la puoi gestire con competenza se quel paziente riesce ad arrivare nell'ospedale dove c'è la pancreatic unit perché se poi il medico di base piuttosto che qualcun altro lo manda a fare un esame da qualche altra parte dopo è chiaro che la competenza non la puoi garantire. Ma oltre a questa parte importante di diagnostica c'è una grande parte importantissima per tutta la chirurgia di un alto livello che è la radiologia interventistica. Anche su questa oggi non puoi più fare dalla, diciamo così, dal trattamento dell'arto inferiore fino al super trattamento, cioè comincia a diventare... Un, anche lì che è una, già una sottospecialità la radiologia interventistica ma dentro devi identificare delle persone prevalentemente dedicate ad alcune cose questa è la mia opinione all'interno di un gruppo di eccellenza che deve funzionare eh, Sì, sinteticamente dico solo che riprendendo le slide che ci ha fatto vedere Stefano ci ha fatto vedere come c'erano solo quattro centri che avevano alti volumi e quindi anche la scelta di quello che tu dici Giorgio dipende sempre dal contesto in cui lavori perché un conto è avere il volume del San Raffaele con una gastroenterologia che precede il tumore del pancreas in termini sia di diagnosi che anche di comunicazione abbiamo sentito lo psicologo sia in termini di terapia oggi c'è una terapia medica e una terapia nutrizionale da avviare subito ma è chiaro che così come voi avete degli indicatori di qualità e credo che ogni chirurgo debba avere, lavorare in un team di chirurgia pancreatica e avere un numero personale di, 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 di casi operati, beh questo lo sappiamo bene che le società scientifiche ce lo chiedono per il numero di ecoendoscopia, per il numero di RCP e ci dovrebbero anche chiedere dei piccoli indicatori di qualità degli ambulatori biliopancreatici che abbiamo rispetto alle cure che diamo a questi malati ricordo anche che la gastroenterologia, ovviamente, così come la chirurgia, non si occupa solo del tumore del pancreas, ma si occupa di tutto quello che è il pancreas. Pensiamo alle nostre dimissioni per pancreatite acuto, per pancreatite cronica e senza di nuovo dire niente di Gabriele, si sa bene, insomma, quale sia il volume complessivo per arrivare poi a quello che resta nel canestro, quindi è evidente che ci devono essere persone estremamente connesse con questo tipo di settore. Cioè io vorrei dire qualcosa così in ambito generale, che oggi in tutte le branche ci sia bisogno e si sia portati alla superspecializzazione, ormai l'abbiamo capito tutti, è inevitabile è così. Però io penso che quel superspecialista sarà tanto più bravo come superspecialista in quanto saprà avrà praticato e saprà di tutto. Eh, questo lo dico perché è la stessa cosa della medicina interna e della gastroenterologia. Cioè, chi più conosce meglio fa. Anche il super specialista eh, di quella cellula del pancreas, se sa anche che cos'è per caso l'ipofisi, è molto meglio, è molto più bravo degli altri, secondo me. E questo è vero anche per il chirurgo. Poi, così, adesso io... Non so, penso che questa Pancreas Unit venga a Forlì e sono ben contento di questo, mi compiaccio, mi rallegro, eccetera. Però non so che cosa diranno, immagino io che sono fuori da tanti anni della cosa, non so cosa succederà a Ravenna, a Rimini, a Cesena, forse la dottoressa, il direttore sanitario sa qualcosa. Non, no, no, perché non mi sembra che siano state sempre così facili storicamente le cose, poi i romagnoli normalmente sono tendenzialmente sanguigni. Mi viene in soccorso Stefano Cripa. No, allora, anche i lombardi non è che, magari sono meno sanguigni, ma diciamo che quando si tratta di andare a rubare il pane a casa degli altri, no, in generale la gente non è mai contenta. Quindi non è che ehm, ci sia stata diciamo, la ola eh, da parte degli ospedali lombardi, soprattutto da parte dei chirurghi, quando hanno letto la delibera firmata dall'ex assessore Letizia Moratti. Quindi, il giochino che la Regione ha messo in atto e per cui così è: è il mancato rimborso dei DRG da parte di quegli ospedali che non fanno parte di queste Pancreas Unit certificate. Perché, sai, non è che puoi mandargli i carabinieri e impedire a un chirurgo di portare un paziente in sala operatoria, no? però questo è quello che verrà fatto. Tu fai un pancreas in elezione, anche perché d'urgenza insomma ok, va bene tutto ma è ok, in elezione fai un pancreas al di fuori del pancreas unit, non ti viene rimborsato l'intervento, fine, non ti viene rimborsato nulla, questa è la strategia messa in atto perché ribadisco, io vivo in un paese alle porte di Milano, paese di... 14-15 mila abitanti dove misteriosamente è diventato primario chirurgo, un chirurgo specialista in trapianti di fegato e chirurgia hepatobio pancreatico. Ad... Tu prendi il compasso, fai una ruota attorno al comune dove vivo io e eh, a 30 km c'è Bergamo, San Raffaele, San Gerardo, Niguarda, l'Istituto dei Tumori. Eh, capisci che... C'è evidentemente un problema. Chi è che l'ha messo lì? Questo la politica, e adesso ovviamente dovranno fare un passo indietro. E questo poi sono d'accordo anche con quello che diceva Giorgio: questo è il pancreas, ma andrebbe fatto per tante altre patologie, no? l'esofago. Eh, la chirurgia dell'ABD, cioè tante soprattutto cose. Soprattutto quelle minor a, a minore incidenza, insomma, eh, esattamente, esattamente, come l'esofago, come dicevi, o ad altissima specialità. Le ABD speciali sono altre patologie. Tumori neuroendocrini, certo, certo. che insomma è un grosso problema no? con la patologia rara. L'altra cosa su cui io vedo che un po' ci ehm, beneficiamo come grosso centro è che comunque è chiaro che noi abbiamo un flusso di entrata dei pazienti che è micidiale. Non possiamo farci carico di tutti perché non abbiamo i mezzi materiali, le strutture. Quindi cosa si fa da quel punto di vista lì? Allora, ehm, ti devi fidelizzare una rete di ospedali, di centri. Questo può valere molto mh, per l'oncologia, per esempio. Il nostro oncologo, tanti pazienti, li manda a fare chemioterapia in ospedali anche della zona, perché comunque non è che può trattare mille chemioterapia per campa pancreas all'anno è impossibile e quindi anche, anche quello è, un, è uno strumento utile, cioè nella rete regionale, provinciale, insomma locale, eh, va bene, la chirurgia o, cioè, o non solo la chirurgia, un'endoscopia ultra avanzata la devi centralizzare, tante altre cose le gestisci in maniera multidisciplinare, ma le rimetti sul territorio perché il territorio ha le risorse per farle, secondo me ecco, anche questa è una strategia purtroppo dobbiamo chiudere mi piacerebbe venire qui delle ore faccio l'ultimo commento, lo chiedo a Luca Frassinetti visto che è direttore del, dell'oncologia dell'X di, dell di Medola non tanto su quello che è attuale che sappiamo, quali sono secondo te le, le speranze per questi pazienti nel prossimo futuro e non fra cent'anni allora, purtroppo eh, la terapia del tumore del pancreas è forse rimasta un pochino indietro rispetto alle altre patologie. Eh, probabilmente, a differenza di altri tipi di tumore, la, la conoscenza è ancora abbastanza limitata. Eh, la caratterizzazione molecolare che ha caratterizzato la, la, la terapia dei tumori esempio polmone o anche lo stesso colon rettale negli ultimi anni non si è eh, diciamo non è stata così eh, ripetuta nel tumore del pancreas, per cui siamo ancora fermi a schemi di terapia abbastanza obsoleti, diciamo. Eh, faccio l'esempio con eh, i tumori delle vie biliari, che altri tumori molto rari che però in questo momento hanno suscitato un interesse molto alto e con dei risultati anche eh, positivi. Cosa io penso che ci sia il futuro, ad esempio, i nuovi farmaci adesso non hanno dimostrato una grande attività, la stessa immunoterapia non ha dato i risultati che ha avuto in altri tipi di eh, tumori. Abbiamo due strade: uno cercare di fare di avere di, di conoscere meglio questo tipo di patologia anche a livello molecolare. Eh, perché il tentativo è quello, come in altri tipi di patologie, di andare ad una terapia sempre più personalizzata, ma non ci puoi andare fin tanto che non vai a conoscere meglio, quindi caratterizzazione molecolare in primis, che attualmente non si fa se non parzialmente. Secondo, eh, a stimolare la ricerca. Eh, noi adesso in istituto stiamo cercando di, insieme appunto anche alla San Raffaele, perché stiamo diciamo, portando avanti dei progetti in comune, ad esempio sui, sui fattori preditivi di risposta, quindi cercare di selezionare quelle popolazioni di pazienti che possono eh, avere dei migliori risultati. E, Alcuni cambiamenti già ci sono perché eh, possono, sono cambiati certi approcci di cure, vedi ad esempio la terapia neoadjuvante che non sarà probabilmente la risoluzione della, della, della cura, però non sarà eh, la panacea, però sicuramente è già un modo diverso di intendere un trattamento integrato. Eh, già c'è stata la terapia adjuvante che ha Abbattuto, diciamo, eh, dei, dei limiti di sopravvivenza. Eh, la neoadjuvante, a mio parere, sarà il futuro immediato, però, eh, abbiamo bisogno di conoscere ancora meglio questa malattia perché ancora siamo indietro rispetto ad altri tipi di tumori. Bene, chiudiamo qui, abbiamo solo un quarto d'ora di ritardo io ringrazio tutti quanti, i presenti quelli che sono rimasti fino alla fine quelli che sono in collegamento da fuori do un saluto a, da parte di Carlo Fabri con cui abbiamo costruito questo evento oggi, prego intanto Giorgio io sono molto contento spero anche tu di come è <ride> andata oggi e volevo dire una cosa a, a Lorenzo Costa in chiusura che vedo giustamente che è distratto dalla dottoressa Montella ma solo per dire che io non so se ci sarà la Pancreas Unit in Romagna, ma credo che non sarà la Pancreas Unit di Forlì. Ci auguriamo che sia una Pancreas Unit di tutta l'azienda della Romagna e che tenga poi presente come giustamente diceva Stefano, delle varie declinazioni che ci possono essere proprio perché ognuno nel proprio territorio, anche viste tante competenze in tanti altri settori, possa trovare la propria pace, la propria motivazione e il proprio modo di stare insieme. Poi vedremo anche che cosa succederà a ognuno di noi nella propria storia dovendo garantire poi le, pan le pancreas Unity in futuro in generale. Credo che questo sia centrale e sono certo che la volontà di fare questo l'anno prossimo, eh, penso di, di poter dire anche a nome di Giorgio che direi che è garantita. Eh. Quindi, grazie a tutti. Ciao.